Cari telespettatori di Fano TV, buon pomeriggio e benvenuti sul canale 19 del Digitale Terrestre. Oggi, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, saremo insieme in diretta per seguire questo importante appuntamento con le elezioni europee ed amministrative. Dopo le votazioni di sabato e di domenica, 8 e 9 giugno, ieri sera dopo le ore 23 è iniziato lo scrutinio per le europee, mentre oggi dalle ore 14 quello per le comunali. Prima di cominciare però di farvi vedere qualche dato, perché ne stanno già arrivando di importanti, oltre a quelli delle europee, vorrei citare chi con me oggi porterà avanti questa lunga maratona. In regia Riccardo Sora e Rosalba Barattini, in montaggio Filippo Pucci e Thomas Cursini, Filippo tra l'altro che ha curato anche tutte le grafiche. In collegamento da Pesaro avremo Marco Lunigro e Stefano Bargnesi, a Fano invece abbiamo due troupe composte da Stefania Schiaroli e Giacomo Vitali, e l'altra invece è composta da Esther Musco e Luciano. Direi, regia, di partire subito con il primo collegamento. Vediamo dove è posizionata Stefania. Eccola là, la vedo pronta. Buongiorno Simona, buongiorno. Non la sento però. Siamo in Eccola. Piazza 20 settembre. Pronto? Eccoci. Mi senti? Qua. Buon pomeriggio. Mi senti? Buon pomeriggio Simo, siamo in piazza 20 settembre, è una giornata molto calda, prima c'era parecchio vento, adesso l'aria si è fermata e ancora non c'è tantissima gente in giro, però già da stamattina si respira un'aria abbastanza tesa perché tutti aspettano i risultati che devono arrivare, che arriveranno in giornata. Diciamo innanzitutto che una cosa interessante che possiamo raccontare ai nostri telespettatori è che sono stati 50.308 i cittadini aventi diritto al voto per le europee e 51.783 per le comunali, e 25.048 uomini e 26.735 donne. L'elettrice più anziana ha 103 anni e si chiama Benite Sabatini. Il personale del seggio del Vallato si è recato a casa sua per farla votare accompagnato da una pattuglia della polizia, perché questa è la prassi, questa è la procedura per poterla fare votare, mentre invece il cittadino più giovane elettore è nato il 9 giugno del 2006 ed ha quindi 18 anni. Due sono le schede elettorali consegnate appunto agli elettori, quella blu per le comunali, mentre la scheda rosso-rubino per le europee. Qui è tutto pronto, siamo pronti con le nostre troupe, con i nostri splendidi operatori per correre per le vie della città, per andare da un seggio all'altro a vedere che cosa sta succedendo, per vedere i dati elettorali e per comunicarveli in diretta. Grazie Stefania, allora ci colleghiamo tra poco, anche perché poi in grafica sotto vi faremo vedere i tre candidati a sindaco del comune di Fano con i dati che ci arrivano, quelli ufficiali dalla prefettura, ma logicamente loro hanno dei ganci e quindi riusciranno ad avere in tempo reale i primi risultati dei vari seggi. Oggi complessivamente scopriremo chi saranno i 38 nuovi sindaci della provincia di Pesaro e Urbino. Dunque, eccola qua, la grafica la vediamo pronta, ci sono già delle percentuali che vi possiamo dare: Fanesi 28,57, Marchegiani 21,43, Ser Filippi al momento è avanti, è al 50%, però logicamente le sezioni sono ancora poche, quelle scrutinate. Ci sono però alcuni sindaci che sono già stati eletti. Dunque, intanto è importante ricordarvi che il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti degli aventi diritto verrà eletto. Però se nessuno dei candidati dovrà raggiungere questa maggioranza assoluta, andranno al ballottaggio tra due settimane i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Quindi vedremo se nel corso di queste ore avremo già dei nuovi sindaci oppure se si andrà al ballottaggio. Discorso diverso è per quei comuni che hanno un solo candidato. Dovremmo avere la grafica già pronta, poi vi faremo vedere l'elenco, sono, se non ricordo male, 16 in totale, ma ci sono due sindaci che sono già stati eletti e sono Mauro Dini di Lunano e Maurizio Marottesi di Montefelcino. Magari, eccolo qua, questo è il primo cartello, dati aggiornati delle ore 15.09, Mauro Dini con 582 e invece Marottesi con 1231.
con l'aiuto della grafica guardiamo anche qualche dato regionale. I comuni al voto, 148 su 225 comuni marchigiani, quindi il 65,8%. Anche in questo caso dovremo avere un cartello già pronto. 15.000 abitanti, i comuni superiori a 15.000 abitanti sono 6 su 148, quelli inferiori a 15.000 abitanti sono 142. Invece i capoluoghi di provincia sono 3, Pesaro, Urbino e Ascoli Piceno. A proposito di Urbino, c'è una grande novità per il sistema elettorale, perché essendo stato riconosciuto capoluogo di provincia con decreto legge del 29 gennaio 2024 numero 7, avrà un maggior numero di assessori e di consiglieri comunali, 32 in totale. E andrà al ballottaggio se nessun candidato ottiene quella che dicevamo prima, la maggioranza assoluta dei voti validi. Nonostante sia sceso sotto la soglia dei 15.000 abitanti, questo al censimento del 2021. L'altra novità è stata la possibilità di votare per la prima volta dalle 15 di sabato in modo da uniformarsi al resto dell'Europa. Un cambio di orario che però non era conosciuto da tutti, perché insomma c'è stato riferito che qualcuno si è presentato ai seggi anche il sabato mattina per poi sentirsi dire che l'operazione di voto sarebbero iniziate nel pomeriggio. Vediamo se abbiamo pronto il secondo collegamento. Vediamo se abbiamo Esther. Eccola qua. Ecco. Sì, ciao Simona, buon pomeriggio a tutti i telespettatori che hanno scelto di restare collegati con Fano TV in questa maratona elettorale. Dove mi ti trovi? Mi trovo nella sede della coalizione del centrodestra in Piazza Ugolino dei Pilli, numero 65. Devo dire che c'è un'aria non tesa, ma insomma è curiosa di sapere come vanno le cose. Ovviamente Luca Serfilippi nei primi dati ufficiosi è in vantaggio. Abbiamo dei seggi, purché piccoli, ma che stanno dando dei buoni risultati per la coalizione del centrodestra. Ovviamente le europee sono già state delineate in attesa degli scrutini delle amministrative. A proposito di europee, alle europee a Fano, la Lega con il 16,21% ottiene il miglior risultato dell'Italia centrale per quanto riguarda i comuni con 50.000 abitanti in più, e molto probabilmente sono i primi in Italia. Da questa sede è tutto, poi per le prossime aggiornamenti, per i prossimi collegamenti, ti richiederò la linea. Grazie Simona. Sì, grazie a te, ma anche il Partito Democratico ha ottenuto degli ottimi risultati. Tra poco andremo a vedere i risultati appunto delle elezioni europee. Diamo intanto uno sguardo all'affluenza alle urne. In Italia uno su due possiamo dire che praticamente non ha votato. La nostra regione ha fatto meglio della media nazionale, ma si tratta di un dato in calo rispetto al 2019. Un risultato, diciamo, non entusiasmante. Infatti, per quanto riguarda il trend, si tratta di un record negativo, mi viene da dire. In base ai dati definitivi è stata registrata un'affluenza nelle Marche del 54,56% rispetto a 62,14% del 2019. La provincia più virtuosa è stata quella di Pesaro Urbino. Adesso lo vediamo insieme nel sito della prefettura che ho qua davanti a me. Vediamo che Pesaro e Urbino ha una percentuale pari al 62,45%, quindi oltre il 62% tanti cittadini del nostro territorio si sono recati alle urne. Dobbiamo dire anche che la giornata di sabato era partita un po' sottotono, forse complice anche il bel tempo. Alle ore 19 aveva votato nelle Marche il 15,69% degli aventi diritto al voto. A Fano il primo a recarsi alle urne. Abbiamo in regia la foto dei tre candidati a sindaco di Fano. Il primo che si era recato alle urne tra i candidati a sindaco è stato Stefano Marchegiani, sabato alle 15.30. Alle 16 è stata la volta di Cristian Fanesi ed infine alle 17.30 Luca Serfilippi. Poi insomma, la lancio lì, il voto elettronico potrebbe essere anche una soluzione contro l'astensionismo. Faremo questa domanda anche ai vari candidati, ma pure voi telespettatori, se volete dire la vostra, fatecelo sapere. Andiamo a Pesaro, dove c'è Marco Lonigro, vediamo se il collegamento è pronto e vediamo dove si trova il giornalista. Eccolo qua, Marco, buon pomeriggio anche a te. Dove sei?
Buon pomeriggio Simona, sì, siamo nella sala del Consiglio qui al Comune di Pesaro, inizia da qui il nostro viaggio in questo lungo pomeriggio. Prima però di commentare quelli che saranno i risultati delle elezioni amministrative 2024 è doveroso soffermarsi sul risultato raggiunto da Matteo Ricci. L'ex sindaco di Pesaro vola a Bruxelles, diventa europarlamentare per quanto riguarda il Partito Democratico al terzo posto per quanto riguarda la lista del PD, dietro Elly Schlein, dietro Dalla, quindi un risultato importante per l'ex sindaco di Pesaro. A lanciarlo sono stati soprattutto gli elettori del Partito Democratico Marchegiani che gli hanno portato in dote addirittura oltre 51.000 voti e quindi per Ricci un risultato più che importante. Ottimo il risultato anche per quanto riguarda il Lazio con l'ex sindaco che ha brillato anche in Umbria mentre ha faticato un po' per quanto riguarda la Toscana. Nel complesso invece è un risultato più che positivo. Un Ricci che ha seguito in nottata lo spoglio, la lunga maratona con insomma, i suoi colleghi e poi in mattinata invece ha lanciato un messaggio sui propri canali social per ringraziare tutti coloro che hanno scelto di supportare Matteo Ricci per quanto riguarda le europee 2024. Sentiamo. Vediamo se abbiamo la dichiarazione pronta, se no ci ricolleghiamo tra poco, intanto diamo gli altri aggiornamenti sulle europee. Cosa mi dite dalla regia? In alternativa, eccola comunque qua, ce l'abbiamo. È arrivata. Un risultato straordinario, stanno arrivando gli ultimi seggi da Roma e arriveremo intorno alle 100.000 preferenze. Davvero un risultato storico, impensabile. Sono stati mesi difficilissimi, davvero abbiamo scalato l'Everest, come ho detto, 25.000 chilometri, e voglio ringraziare davvero tutti coloro che mi hanno aiutato. Sono tantissime le persone in tutte e quattro le regioni del Centro Italia che mi hanno sostenuto, mi hanno dato la carica, mi hanno supportato, e davvero voglio ringraziare ognuno di loro, anzi vorrei abbracciare uno a uno. E adesso davvero parte la riscossa in Europa, dove passano gran parte dei nostri destini, parte la riscossa per le Marche, perché solo nelle Marche 52.000 preferenze, un risultato impensabile, e parte anche la riscossa dei democratici in Italia e in Europa, perché da queste elezioni esce un risultato incoraggiante e adesso dobbiamo davvero mettercela tutta. Grazie, grazie, grazie. Dunque per Matteo Ricci parte la riscossa. Marco, e lì a Pesaro si è già visto in girata Ricci? No, però sappiamo che Ricci sta seguendo lo spoglio per quanto riguarda le amministrative con Andrea Biancani, candidato del centro-sinistra, nella sede che dista veramente pochi chilometri da qui. Nel pomeriggio ci sposteremo lì nella sede con Biancani e ci sarà appunto anche Ricci. Poc'anzi invece abbiamo visto un Marco Lanzi, candidato del centrodestra, ci hanno raccontato di un Marco Lanzi sereno, tranquillo, perché insomma si attendono solamente i risultati, la campagna elettorale è stata fatta, ormai archiviata, quindi insomma è giusto vivere la giornata aspettando i risultati. E se vuoi Simona ti racconto quella che è stata invece la giornata del voto per quanto riguarda sì, i quattro candidati di Pesaro, altrimenti insomma ci risentiamo più tardi. Come preferisci tu, se vuoi, visto che abbiamo aperto il discorso delle europee, proseguiamo con questo perché abbiamo un'intervista credo pronta, quindi ci raggiorniamo tra poco. E vi ricordo che l'Italia ha eletto 76 eurodeputati suddivisi in base alla popolazione delle 5 circoscrizioni elettorali, 20 al nord-ovest, 15 al nord-est, 15 al centro, 18 al sud e 8 nelle isole. Il precedente, l'ultima europarlamentare che siamo riusciti ad eleggere è stata Luciana Sbarbati, che ha concluso il suo mandato nel 2004. Già dalle settimane precedenti possiamo dire che si temeva il fenomeno della disaffezione al voto, che questo fenomeno potesse poi aggravarsi anche rispetto alla consultazione di 5 anni fa, però intanto la buona notizia è che dopo 20 anni le Marche tornano ad essere rappresentate nel Parlamento europeo e con almeno 2 rappresentanti, che sono appunto Matteo Ricci, che dovrebbe aver raggiunto oltre 84.500 preferenze, e l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Carlo Ciccioli, che dovrebbe aver superato quota 47.000. Non è escluso che riesca a farcela anche Alessia Morani del PD, sempre espressione del pesarese. Adesso vi voglio leggere intanto qualche dato. Ah, vediamo qua, eccoli qui.
precisi, 47.298 per Ciccioli, invece per Matteo Ricci 84.515, insomma dei numeri veramente importanti. Fratelli d'Italia si conferma primo partito sfiorando il 29% e seguito dal PD che supera il 24%, seguono il Movimento 5 Stelle con circa il 10%, Forza Italia, Noi Moderati con il 9,6%, Lega al 9%, Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,7%, Stati Uniti d'Europa al 3,7% e Azione con Calenda al 3,3%. I dati che io sono quelli usciti poco fa, quindi vediamo se c'è stato un ulteriore aggiornamento e li confrontiamo anche con quelli del 2019, dove insomma la Lega aveva ottenuto oltre il, anzi possiamo dire quasi il 38% dei voti. Alcuni commenti che abbiamo trovato sui social anche tramite i video che i vari leader hanno pubblicato nella tarda mattinata di oggi sulle loro pagine Facebook. Ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci, ha commentato la Premier Giorgia Meloni, che si è detta orgogliosa definendo questa la notte più bella delle politiche. Due anni fa era una scommessa basata sulla speranza, oggi ha detto quelle persone che ci avevano votato ci hanno detto non speriamo che voi siate, voi siete. Per Elly Schlein si tratta di un risultato straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Giorgia Meloni si riduce, hanno premiato la squadra e la campagna palmo a palmo. Delude un po' il Movimento 5 Stelle, come ammesso anche direttamente dal Presidente Giuseppe Conte, riconosciamo che è un risultato deludente, ha detto potevamo fare sicuramente meglio, ma la valutazione dei cittadini è insindacabile. Avvieremo una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni per cui il risultato non è come ci aspettavamo e come speravamo. Forza Italia sorpassa la Lega, il generale Roberto Vannacci andrà all'Europarlamento. Salvini ha commentato, Lega che cresce in percentuale rispetto alle politiche supera i 2 milioni di voti, governo che si rafforza, il generale Vannacci con più di 500.000 voti, il primo in tutti i collegi e sinistre sconfitte quasi ovunque in Europa. Soddisfatto anche Antonio Tajani che ha dichiarato un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni, una vittoria che dedicheremo al presidente Silvio Berlusconi, a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera. Da stasera, aggiunto, il centrodestra e il PPE, il Partito Popolare Europeo, sono più forti. E queste dunque le loro dichiarazioni, poi nel corso di questa lunga maratona chiederemo commenti anche ad altri esponenti locali e regionali dei vari partiti. Vediamo se abbiamo il collegamento pronto o con Pesaro oppure andiamo direttamente in piazza 20 Settembre dove Stefania, se siamo riusciti a ripristinare il collegamento, ancora no. Ancora no? Allora andiamo a vedere qualche risultato direttamente dal sito, andiamo a vedere quello della provincia di Pesaro Urbino, Partito Democratico, Matteo Ricci 24.000 preferenze, quasi 24.003. Seconda Alessia Morani con 5.357, terza Elly Schlein con oltre 3.000. Andiamo a vedere Fratelli d'Italia, siamo sempre a livello provinciale, Giorgia Meloni 13.009 all'incirca, poi Ciccioli con 2.448 e squarta Marco al terzo posto. Lega Salvini Premier. Mirko Carloni, 7.333, l'onorevole anche presidente della 13ª Commissione alla Camera dei Deputati, Vannacci Roberto, 3.000 e passa, e poi Ceccardi Susanna, detta Susi, hanno riportato 449. Movimento 5 Stelle, che si è piazzato al quarto posto nella nostra provincia, Morace Carolina con 623, Basile Giovanna, secondo posto, terza Ferrara Gianluca. E ancora Forza Italia vede al primo posto Antonio Tajani, seguito da Ceriaci Graziella e Mussolini Alessandra. Andiamo a vedere l'Alleanza Verdi e Sinistra, che vede prima Santelli Sabrina. E ancora Azione, vediamo al primo posto il sindaco uscente di Fano Massimo Seri con 2.687 preferenze, secondo Carlo Calenda. Invece con Stati Uniti d'Europa si era candidato appunto Tiziano Busca, che tra poco avremo in collegamento, a livello provinciale ha ottenuto 354 preferenze. Tra poco guardiamo anche quelle a livello comunale. Andiamo a vedere, tornando indietro, giusto per capire anche la differenza tra i vari candidati, le preferenze date ai nostri candidati del territorio.
quindi andiamo sugli scrutini dei comuni. Vediamo Fano, Pesaro e Urbino. Fano, Partito Democratico, è risultato il partito più votato. Matteo Ricci, 2.916 preferenze. Fratelli d'Italia, invece, abbiamo sempre Giorgia Meloni e Carlo Ciccioli, con la Lega Carloni Mirko. Azione, Siamo Europei, Massimo Seri con 2.008 preferenze. Movimento 5 Stelle, Moracce e Carolina. Forza Italia, Noi Moderati, vede al primo posto Antonio Tajani. Alleanza Verdi Sinistra, Marino Ignazio, Roberto Maria. Stati Uniti d'Europa invece vede al primo posto Matteo Renzi, secondo Busca Tiziano. Tornando nello scrutinio dei comuni, ci spostiamo nella città di Pesaro, dove vediamo anche qui il Partito Democratico al primo posto, quindi insomma c'è un'inversione di tendenza rispetto al dato nazionale. Matteo Ricci con oltre 11.000 preferenze, logicamente la sua città, e al secondo posto Alessia Morani, che invece ne ha ottenuti, mi viene da dire solo, perché anche per lei Pesaro è la città d'origine, 1.148. Fratelli d'Italia vede sempre su Pesaro Giorgia Meloni al primo posto, Carlo Ciccioli al secondo, Movimento 5 Stelle Giovanna Basile al primo posto, la Lega invece Roberto Vannacci e Mirko Carloni al secondo posto con 5,64, Forza Italia Noi Moderati vede al primo posto Antonio Tajani, Alleanza Verdi e Sinistra, Marino Ignazio 169 preferenze, quindi in prima posizione. Azione, Siamo Europei, Carlo Calenda al primo e Massimo Seri, che a Pesaro ha ottenuto 118 preferenze. Andiamo ancora sugli scrutini dei comuni per verificare invece l'altra città, che è quella di Urbino. Andiamo a Urbino, Partito Democratico, anche qua è al primo posto. Matteo Ricci 1.366 preferenze, Alessia Morani 677, Lish Line 342. Poi Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni al primo posto con 583 e Ciccioli con 99. Movimento 5 Stelle vede Moracce Carolina al primo posto. Lega Salvini Premier, Mirko Carloni a Urbino questo con 251 preferenze. Invece Vannacci è arrivato al secondo posto. Alleanza Verdi e Sinistra con Smeriglio Massimiliano al primo posto, 68 preferenze. Forza Italia vede Tajani al primo posto. E ancora Stati Uniti d'Europa, Matteo Renzi al primo con 73, al terzo posto in questo caso Tiziano Busca, al secondo Emma Bonino. Dovremmo aver ripristinato il collegamento di Pesaro, quindi vediamo se riusciamo a parlare con Marco Lunigro. Abbiamo regia, il collegamento pronto? Eccomi. Eccolo qua. Marco, mi senti? Hai anche sì, qualche dato, qualche curiosità rispetto alle europee o alle amministrative a Pesaro? Allora, per il momento arrivano dati, insomma siamo ancora in attesa, però vi racconto quella che è stata la giornata dedicata al voto per i quattro candidati a Pesaro, quindi parliamo di Oliva per quanto riguarda la lista civica Spazi Liberi, poi Pia Perricci per quanto riguarda invece la lista civica Vieni Oltre, Andrea Biancani per il centro-sinistra e invece Marco Lanzi per il centro-destra. Il primo a votare in assoluto, noi abbiamo seguito la loro giornata con le nostre telecamere, con l'operatore Stefano Bargnesi, abbiamo visto insomma il loro voto. Il primo è stato Oliva alle 15.30 da solo, insomma il suo solito seggio ovviamente, e ha votato. Poi ci siamo spostati di pochissimi tri, per chi insomma conosce Pesaro, nei pressi dello stadio Tonino Benelli, per quanto riguarda il voto di Pia Perricci. Anche lei da sola alle 15.30 circa, a secondi pomeriggio, quasi insomma in serata, diciamo, abbiamo seguito Andrea Biancani e Marco Lanzi. Andrea Biancani si è presentato anche lui insomma in un seggio, ha fatto la sua scelta, per poi insomma spostarci per quanto riguarda invece Marco Lanzi. Marco Lanzi ha accompagnato dai suoi affetti più cari, la famiglia, ha votato in un seggio del quartiere di Pantano a Pesaro, presenti anche alcuni fedelissimi della lista giovani Pesaro, insomma, che non hanno fatto mancare il loro sostegno. Questo per quanto riguarda insomma la loro giornata. C'è chi in mattinata per esempio
ha vissuto con le sue passioni, con i suoi hobby, Biancani per esempio con il consueto giro in bicicletta, mentre invece Marco Lanzi con il suo nuoto. Insomma, tutti hanno vissuto una giornata tranquilla per poi andare a votare. Tra pochissimo ci sposteremo in prefettura per ascoltare il prefetto come un piccolo resoconto di queste giornate dedicate al voto, giornate nelle quali però non sono mancate anche delle piccole polemiche, poi vi racconteremo nel corso del pomeriggio. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie Marco, sì appunto lo accennavi, sono successe alcune vicissitudini, poi ci entreremo nel dettaglio. Fatemi sapere se abbiamo anche altri collegamenti pronti, soprattutto quello di Stefania, se siamo riusciti a ripristinarlo, ancora no. Allora, volevo leggervi intanto altri commenti che sono arrivati alle redazioni del nostro territorio. Cominciamo con quello di Giorgia Latini, segretario della Lega Marche. Ha detto: la Lega alle europee è il secondo partito della coalizione di centrodestra nelle Marche, dove Fratelli d'Italia esprime il governatore. La Lega cresce dello 0,3% rispetto alle ultime politiche. Un plauso all'onorevole Mirko Carloni per le circa 15.000 preferenze ottenute, un grande risultato. Esemplare Anna Menghi, grazie al suo impegno e alla sua dedizione, ha contribuito a raggiungere questo importante traguardo. Un risultato concreto, frutto del lavoro capillare sul territorio, organizzato dai direttivi regionali e provinciali, sostenuto dal gruppo consigliare in regione, coordinato da Renzo Marinelli, e dalla dedizione di tanti militanti e sostenitori. Abbiamo dimostrato ancora una volta, ha detto Latini, di essere una grande squadra. E poi ha proseguito: abbiamo messo in campo due candidati di grande spessore, competenza ed esperienza sono i fattori che hanno contribuito a dare valore aggiunto al programma complessivo della Lega. Ha continuato Latini: basti guardare le città e le province di provenienza dei candidati. Nella Fano di Carloni, terza città delle Marche per abitanti, Lega al 17%, con alcuni seggi della provincia al 30%. Nel capoluogo di Macerata, dove Anna Menghi è stata sindaco e resta punto di riferimento politico e sociale, la Lega supera la media regionale e nazionale con il 9,21%. Ancora una volta, con il nostro segretario Matteo Salvini, abbiamo dimostrato di saper anticipare i tempi che vedono il centrodestra assestare all'Europa dei burocrati e dei divieti il più grande e necessario scossone dal dopoguerra. Ora avanti tutti insieme con il lavoro sul territorio, forti di ulteriori certezze. E questo era il commento appunto di Giorgia Latini, segretario della Lega Marche. Andiamo invece a leggere quello di Mangialardi, che ha detto: grande soddisfazione per un sindaco marchigiano in Europa, lo spoglio è ancora in corso, ma i dati consolidati permettono già di trarre alcune conclusioni. Avevo detto alla vigilia che il Partito Democratico delle Marche era un passo da un risultato storico, il risultato è arrivato ed è sopra ogni più rosea aspettativa, ha proseguito il capogruppo regionale del PD Mangialardi. In attesa di aggiornamenti voglio intanto congratularmi con Matteo Ricci, primo europarlamentare marchigiano eletto con il PD nella storia. Matteo ha fatto una campagna elettorale incredibile, pura energia, convincente, dinamico, ha detto Mangialardi, competente e serio. Ha battuto in lungo e in largo la circoscrizione e ha ricevuto la meritata fiducia degli elettori. Solo nella nostra regione ben 52.000 preferenze. E mi sono speso per Matteo, ha proseguito Mangialardi, con grande entusiasmo e con tutte le mie forze. Candidato non sostenuto da una corrente ma da un progetto, un risultato straordinario anche per il Partito Democratico a livello nazionale. Siamo il partito più in crescita grazie alla leadership di Elly Schlein, sempre più punto di riferimento di tutto il centro-sinistra, e grazie all'unità testardamente ricercata insieme al presidente Stefano Bonaccini. Con Schlein, aggiunto Mangialardi, sono tornate le idee e il coraggio di difenderle in piazza, le piazze, la partecipazione, il rapporto umano, sentimentale e politico con le persone in carne e ossa. Possiamo guardare con fiducia al futuro, anche ai prossimi appuntamenti elettorali che riguardano la regione Marche. Un ringraziamento speciale, concluso, agli elettori per aver voluto sostenere con forza questo progetto e a tutti gli iscritti, militanti, simpatizzanti che hanno lavorato alacremente con passione e dedizione. Questi primi commenti che sono arrivati appunto da Giorgia Latini e Maurizio Mangialardi, vediamo se nel corso delle prossime ore ci saranno anche altri commenti. Vedevo però, adesso cerco di recuperarlo, ah ok, ci siamo in collegamento, allora ve lo mostro più tardi. Stefania, a te, vedo che sei con busca. Sento ancora scoppiettare un po' l'audio però. Siamo in diretta? Ci siamo. Siamo con Tiziano Busca che si è presentato. Eccoci, siamo con Tiziano Busca. Buonasera.
che si è presentato alle europee con Stati Uniti e Europa e con le amministrative come capolista del PSI a sostegno di Marchegiani. Allora, si aspettava un pochino di più da queste europee? Beh, in genere quando uno corre vuol vincere. L'aspettativa nei confronti della proposta politica di Stati Uniti d'Europa era molto più alta rispetto al risultato ottenuto. Le ragioni sono sicuramente diverse e partono anche da una eccessiva personalizzazione di quello che è un dialogo politico tra due leader, Renzi e Calenda, che potevano costruire molto di più anziché distruggere come è accaduto. Io sono molto soddisfatto del mio risultato personale perché, non essendo un politico professionale, ho ottenuto un risultato molto significativo e che mi rende in qualche modo orgoglioso di questa battaglia che ho fatto. Penso che queste elezioni europee siano state un punto di svolta perché, al di là dei risultati politici, hanno riconsegnato un po' di partecipazione più attenta da parte dei cittadini verso temi come quelli della politica che ormai sembravano lasciati ai social o ai professionisti che puntualmente si scambiano nei ruoli ma continuano a dettare le indicazioni a livello di governo e a livello di amministrazioni comunali. E invece che cosa si aspetta adesso dalle amministrative? Si aspetta qualcosa di più rispetto alle europee, immagino? Io dalle amministrative mi aspetto la possibilità, se vengono confermati i dati delle europee, di andare al ballottaggio. Ballottaggio spero veda Stefano Marchegiani e che mi auguro sia il competitor di Ser Filippi. Mi auguro anche di trovare questa rispondenza nelle prossime ore quando i seggi detteranno le indicazioni certe. Se non fosse così, penso che si dovrebbero aprire tante riflessioni su questa città e sulle offerte politiche che vengono fatte. Di certo è che se la sinistra Fano viene sconfitta, sappiamo dove andare a suonare i campanelli per chiedere spiegazioni, perché non è solo un campanello che ha determinato questa frattura all'interno del centro-sinistra. E anche qui hanno giocato i personalismi che portano a divisioni, a non crescere rispetto a quello che era una proposta politica che la città si aspettava. Tornando invece un attimo alle europee, Azione e Stati Uniti d'Europa, eravate così distanti, non c'è stata proprio possibilità di trovare un accordo? Ma lo dicevo, qui è una questione veramente di personalità e i personalismi non uniscono, frantumano le situazioni. Da un lato Calenda che insegue un progetto politico che più volte l'elettorato gli ha detto inaccettabile o comunque non rispondente alle esigenze di quello che è il voto. Dall'altra parte la figura di Renzi che è estremamente contraddittoria. I socialisti si sono ritrovati all'interno di questo progetto Stati Uniti d'Europa, che era una lista che nasceva da un progetto di Emma Bonino e che sicuramente ha un grande significato, un significato politico di valore e di prospettiva. In questo momento, come si dice, ci si leccano le ferite perché le aspirazioni erano fortemente più alte rispetto al risultato ottenuto. Penso che sia il tempo di una riflessione importante perché mentre la destra si unisce e trova ci spostiamo un attimo, scusa, questo è il bello della diretta che ci facciamo passare, continua pure. Mentre la destra si unisce e trova forme di coesione e la sinistra ottiene anche un risultato estremamente positivo a livello nazionale, le letture che vanno fatte è che la destra raccoglie tutto, la sinistra svuota i suoi cassetti, le sue memorie, le sue forze. E quindi questa radicalizzazione politica tra gli estremi non consente quel recupero di quel voto laico, di centro, riformista, liberale, riformista, che potrebbe essere invece il salto per ritornare al governo del Paese. Per cui queste riflessioni appartengono alle strategie nazionali, ma credo che anche qui a Fano molto probabilmente dovremo ragionare intorno a questi temi per le prossime elezioni regionali. Simona, hai qualche domanda per Tiziano? No, guarda, intanto grazie, cerchiamo di ripristinare il collegamento perché scoppiette, quindi anche qui da studio non riesco a sentire molto bene, quindi cerchiamo di ripristinarlo per i prossimi. Benissimo. Grazie e grazie anche al tuo ospite. Allora, grazie a te per il collegamento, a dopo. Grazie Simona.
Vi dicevo allora di un post che avevo visto un'oretta fa circa, Mirko Carloni che ha scritto logicamente un grande grazie, davvero in tanti mi avete sostenuto, desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto sentire la loro stima durante questa campagna elettorale perché questo ripaga di tutto. E abbiamo visto appunto anche poco fa tutti i voti, tutte le preferenze che ha ottenuto Mirko Carloni, che sono tantissime, però purtroppo non sono state sufficienti. E se ci sono anche altri collegamenti pronti da Pesaro o dal centrodestra, fatemelo sapere. Allora, intanto vi faccio vedere la corsa in solitaria in 17 comuni. Anche qui Filippo dovrebbe aver preparato un cartello. Sono 16 i candidati che corrono in solitaria con una lista unica e senza sfidanti, per cui il loro destino si basa non solo sull'affluenza, il 40% più uno degli aventi diritto, percentuale raggiunta comunque in tutti questi comuni, ma anche il 50% delle schede valide. Queste municipalità che alcune, diciamo, hanno già il loro sindaco, sono Federica Battazzi di Belforte Alisauro, Romina Pierantoni di Borgopace, Enrico Rossi di Cartoceto, sindaco uscente, Marzio Massi di Fratterosa, Daniele Tagnani di Frontone, Mauro Dini di Lunano che è stato già eletto, poi Giorgio Giorgini di Monte Cerignone, Emanuele Petrucci di Monbaroccio di ancora più avanti, il primo cittadino uscente ha deciso di ricandidarsi anche lui per guidare il comune, Elia Rossi di Monte Grimano, Donatella Paganelli di Monte Calvo in Foglia, Maurizio Marottesi di Montefelcino, Livio, anche lui è stato già rieletto, Livio Talozzi di Peglio, Alessandro Urbini di Piobbico, Marco Marchetti di Sant'Ippolito, Ludovico Caverni di Serra Sant'Abbondio, Patrizio Federici di Tavuglia, paese che ha visto crescere Valentino Rossi. Qui c'è una sola lista a presentarsi alle amministrative per la prima volta nella storia del municipio. Si tratta di Insieme per Tavuglia, che sostiene la candidatura a sindaco appunto di Federici, attuale vice sindaco dell'amministrazione guidata da Francesca Paolucci. E vi ricordiamo anche che dal 2024 è possibile votare un sindaco per il terzo mandato consecutivo, questo soltanto nei comuni che hanno tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Dicevamo che Mauro Dini di Lunano è stato già eletto, così come Maurizio Marottesi di Montefelcino. Facciamo rivedere anche i cartelli, se non ci sono altri aggiornamenti, insomma, vediamo che i voti sono stati oltre 500, in questo caso di Maurizio 1231, per cui le sezioni 10 su 10 sì, sono quelle. Se mi fate rivedere anche l'altro. Ah, Mercatello sul Metauro, qui abbiamo lo stesso, concluso lo scrutinio, vediamo Alfiero Marchetti che è per un soffio, però in questo caso 50,74%, Fernanda Sacchi 49,26%. Dunque, Mercatello sul Metauro, andiamo adesso anche a leggere qualche informazione in più in merito ai vari comuni, sempre che non abbiamo, insomma, un collegamento pronto, altrimenti fermatemi, teniamolo sempre allora in visione. Mercatello, così come tanti altri comuni che hanno visto scendere in campo due o più sindaci in questo caso, che qua non abbiamo, però insomma cerchiamo di dare uno sguardo complessivo. E invece per quanto riguarda la grafica di Fano, ce l'abbiamo aggiornata o ancora per i seggi scrutinati? No. Ancora ci sono soltanto quelle sezioni. Anche Cartoceto, nel comune di Cartoceto, l'unico nome votabile, anche qui dovremmo avere una foto, è quello di Enrico Rossi alla ricerca del terzo mandato consecutivo. Nella sua lista sono presenti Matteo Andreoni, Giampaolo Barnesi, Francesca Ciacci, Luigi D'Ambrosio, Fabiana Fiorelli, Sonia Gambini, Raffaele Guidi, Michele Mariotti, Martina Mattioli, Caterina Pompili, Ramona Rapanotti e Stefano Urso. Pare poi, tra l'altro, che qualcuno, come aveva dichiarato pure su Occhio alla Notizia Rossi, abbia cercato di convincere gli elettori a non recarsi alle urne, invece il 40% più uno dovevano raggiungere per le votazioni, insomma, è stato raggiunto. Vediamo subito a Cartoceto qual è adesso la situazione dello spoglio, eccolo qua, ancora 0 su 7, quindi non abbiamo risultati ufficiali, riaggiorniamo anche la pagina per sicurezza. Vediamo qua, scrutini, andiamo su Cartoceto, no, 0 su 7, quindi ancora no.
Scagli invece 10 su 12. Vediamo subito che cosa abbiamo. Alberto Alessandri di Cagli Futura che ha 2031 voti pari al 59,53%, invece Mazzacchera di Fare Comune 1381 pari al 40,47%, quindi vede Alessandri che è il sindaco uscente in vantaggio. Cerchiamo anche nel corso del pomeriggio poi di sentire, di raggiungere telefonicamente il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. A Cagli appunto sono questi due, i due Alberto che si contendono la carica di sindaco, però ancora è tutto, diciamo così, in gioco. Andiamo sempre sugli scrutini e vediamo se ci sono altri comuni con diverse sezioni scrutinate. Frontone ce n'abbiamo una su due. Tagnani, progettiamo Frontone e in questo caso abbiamo 286, però c'è una sezione su due. Il problema appunto è che chi corre in solitaria deve anche raggiungere non soltanto il 40% più uno degli aventi diritto al voto, ma anche il 50% delle schede valide, quindi questo si potrà verificare soltanto al termine dello scrutinio. Andiamo avanti con Sant'Ippolito, perché anche a Sant'Ippolito a concorrere per la carica di sindaco il solo Marco Marchetti. Nel 2019 era invece, si sfidava con un altro competitor. Marchetti, sindaco uscente, corre con la lista Uniti per Sant'Ippolito, che è composta da Francesca Balducci, Italo Battisti, Eleonora Camilletti, Andrea Canucoli, Marco Cianni, Matteo Fiorelli, Erika Ruti, Carlo Signoracci, Giada Tommasini, Raffaella Valentini. Sant'Ippolito ha 1233 aventi diritto al voto e in questo caso ne servivano circa 494. Discorso analogo per Fratte Rosa. E si è andato, insomma, i cittadini si sono recati alle urne con un solo candidato sindaco, come già accaduto anche 5 anni fa. Il candidato è Marzio Massi, il vice sindaco uscente, con la lista La Fratte Rosa Che Vorrei, di cui fa parte anche il sindaco uscente Alessandro Valtroni. Massi, insieme a Sara Valtroni, Boreno Bonifazzi, Edmondo Guiducci, Marianna Marcucci, Lara Montoni, Silvia Palazzini, Luca Pascucci, Luca Soghin e Rosa Torrisi compongono questa squadra. Gli elettori in questo caso sono 679 e il quorum da raggiungere era a quota 272. Comune di Fratte Rosa. Eccolo qua, i dati aggiornati fanno vedere che Marzio Massi ha ottenuto 356 preferenze, sezioni 10 su 10, quindi è il sindaco di Fratte Rosa. Ce lo segniamo anche perché così abbiamo tutti in lista, quindi Fratte Rosa ed ha raggiunto insomma questo risultato, quindi complimenti anche al sindaco. E andiamo, abbiamo qualche collegamento, abbiamo qualche candidato che ha voglia di commentare? Chi abbiamo in linea? Prego, Marco. Sì, eccoci, ci siamo spostati nel Palazzo Ducale della Prefettura, siamo in compagnia della dottoressa Emanuela Saveria Greco, il prefetto di Pesaro Urbino. Benvenuta innanzitutto su Fano TV. Le chiediamo, questi giorni di votazioni dal punto di vista organizzativo come sono andati? Buonasera a tutti, abbastanza bene, non abbiamo avuto grossi problemi se non quelli classici di presidente scrutatori che hanno rinunciato, quindi, però sono stati immediatamente sostituiti, quindi è andato tutto molto bene. Ecco, un'ottima risposta. Come dice? Un'ottima risposta dal punto di vista. Sì, assolutamente, sia per gli scrutatori sia per i presidenti, è stata fatta loro per la sostituzione, quindi non c'è stata nessuna problematica particolare. Ecco, nel precedente collegamento abbiamo ricordato che è stato un weekend un po' polemico per quanto riguarda il Valle Foglia e per quanto riguarda anche Pesaro. Su queste due vicende cosa commenta? Allora, per quanto riguarda Valle Foglia abbiamo anche risposto, diciamo, ufficialmente. Per quanto ci riguarda non c'è nessun problema, perché c'era lo spazio necessario per poter esprimere le due preferenze come per tutte le altre liste, quindi per noi non c'è nessun problema. E invece l'altra problematica che lei ha ricordato, lì poi ci sarà eventualmente la magistratura che farà il suo lavoro.
Allora, se non ci sono altre domande, ripeghiamo l'ospite, altrimenti l'ospite... Lasciamo il prefetto al suo lavoro, la ringraziamo per questo collegamento, poi nel corso del telegiornale delle 20.30 vi mostreremo l'intervista, insomma, che Marco ha appena realizzato. Grazie. Grazie, buon lavoro anche a voi. Buon lavoro, grazie mille. Allora, stavo dando uno sguardo agli altri risultati, ma a Urbino ancora non abbiamo nessuna sezione scrutinata, nessun seggio, stesso discorso per Pesaro, a Fano invece abbiamo soltanto uno su 68 e che vede appunto Luca Serfilippi al 50%. Però insomma la partita è ancora tutta da giocare e anche nel centro-sinistra, nella sede, se riusciamo a collegarci con Ester, insomma cerchiamo di capire se c'è qualcuno già che stia controllando insomma anche lì i vari seggi, oppure se sono tutti nei vari seggi per verificare lo scrutinio, quindi cerchiamo anche con Ester di capire che cosa sta succedendo nella sede della coalizione, sempre che sia ancora lì. Intanto andiamo avanti. Acqualagna. Il candidato sindaco per la lista civica Uniti per Acqualagna è Pierluigi Grassi, laureato in sociologia, con alle spalle un importante impegno amministrativo come consigliere e assessore del comune. Vediamo anche qua se Acqualagna ha dei risultati, soltanto il primo su 4, che vede in testa Pierluigi Grassi con 333 voti contro i 203 di Laura Biagiotti. Infatti si sfida appunto con la Biagiotti, che è candidata a sindaco per la lista civica Prospettiva Futuro. Biagiotti, 55 anni, è assistente sanitaria, coordinatrice del lavoro, lavora nell'AST di Pesaro Urbino, nei reparti di diabetologia e endocrinologia. È stata anche per 18 anni dirigente sindacale provinciale e per 17 anni presidente dell'Ordine degli Infermieri di Pesaro e Urbino. Vediamo insomma anche come andrà questa partita, chi sarà il nuovo sindaco di Acqualagna, però insomma ancora devono essere scrutinati, lo scrutinio sta andando avanti. A Pecchio invece l'uscente Vittorio Alberto Nicolucci dovrà vedersela con Maurizio Caselli, che è candidato per A Pecchio Civica. Andiamo a vedere sugli scrutini A Pecchio 3 su 3, ah ecco, qui abbiamo il sindaco, perché... Vediamo Vittorio Alberto Nicolucci, che ha ottenuto 668 preferenze, pari al 57,84% dei voti, 7 seggi si è aggiudicato contro Maurizio Caselli, che ha ottenuto 483 preferenze, pari al 42% circa, e insomma vediamo tutti i seggi che sono stati scrutinati e quindi anche questo comune ha il sindaco, lo segniamo, quindi complimenti anche a Nicolucci che dovrà affrontare insomma 5 anni di governo, quindi importanti. A Cantiano, altro comune che insomma in questi ultimi 5 anni purtroppo ha visto di tutto, ha dovuto far fronte all'alluvione, ai rincari, insomma il sindaco uscente, che poi si è ricandidato, ha affrontato tante emergenze. Dunque, Democratici per Cantiano di Piccini sfida Cantiano Attiva di Luigi Soriani. Vediamo se in questo comune ci sono già i primi risultati. Vediamo a Cantiano 0 su 4, quindi ancora nulla. Carpegna, sindaco uscente Mirko Ruggeri ci riprova con la lista per Carpegna. Sfidarlo sarà Marco Marchini di Siamo Carpegna. Ma anche qui insomma ancora non ci sono sezioni scrutinate, vediamo Cartoceto, ancora non c'è nulla, Fano, rimaniamo fermi alla solita situazione. E Gabicce Mare, a Gabicce, vediamo se ci sono aggiornamenti, anche qui 0 su 6, in questo caso a presentarsi sono due liste civiche, le apriamo tutte e due, eccole qua, e sono Insieme per Gabicce Mare, che vede come candidata Marilla Girolomoni, espressione del centro-sinistra e anche vice sindaco della giunta di Pascuzzi, e poi Mare Gabicce, che invece ha scelto di candidare Michele Bencilvoglia. Andiamo a vedere un altro comune, scendiamo, Macerata Feld, anche qui sono 0 su 3, in questo caso apriamo queste caselle, qui vediamo Massimiliano Gorgolini, che è alla guida della lista Macerata Feltre Aviva, dovrà vedersela con Andrea Sartori di Una Nuova Storia, però ancora non ci sono risultati. E scendiamo, andiamo a vedere un altro comune,
Vediamo se ci sono altre novità, però insomma al momento non ci sono. Un'altra novità, dobbiamo dire, a Monteciccardo, che è un comune incorporato, gli elettori avevano 3 schede, non 2, infatti hanno votato per il sindaco, il Parlamento europeo e il Consiglio e devono eleggere anche il presidente del municipio. Con la 3ª scheda di colore verde hanno potuto scegliere tra i candidati in lista, una lista unica composta da Marica Pierucci, candidata alla carica di presidente, Chiara Nobilini e Rita Alani per Montegaudio, Claudio Bonazzoli, il presidente uscente Enzo Vagnini, Silvia Sigilli e Di Mero Albertini per Monteciccardo Centro, Mirko Vitali per Luigi Cervellieri, Mauro Lani e Simonetta Righi per Villa Betti. Anche qui vediamo come andrà. Di là abbiamo sempre il comune di Apecchio, per quel momento non ci sono aggiornamenti. Andiamo a Montealabate, dove ce ne sono 2 su 6. Vediamo i primi risultati, che sono parziali. Apriamo tutte le finestrelle, quindi in questo caso vediamo la corsa per elezioni amministrative, che vede schierate 3 liste civiche a ricandidarsi. Sindaco uscente Cinzia Ferri con la lista Cinzia Ferri Sindaco, che è sfidata alle urne dalla lista Bene Comune, che sostiene la candidatura di Roberto Rossi, e dalla lista Obiettivo Comune, che ha scelto come candidato sindaco Maurizio Golini. In questo caso vediamo che ha il 44,23% con 418 voti. Rossi al momento è il preferito, seguono Golini e Cinzia Ferri. Torniamo indietro, vediamo dopo Montealabate, ho visto anche poco prima a Montefelcino, riguardiamo insomma Maurizio Marottesi, che è stato appunto eletto con 1231 voti. Quindi ci sono appunto dei sindaci già eletti, ancora qua non ci sono. Andiamo a Pergola. Pergola, un altro comune interessante, non me l'ho aperto, vediamo qua. Apriamo anche qui le tendine. In questo caso il sindaco uscente Simona Guidarelli tenta il bis dopo la vittoria di 5 anni fa. Guidarelli è a capo di Al Centro Pergola, sfida Pergola nel cuore, che attualmente siede all'opposizione. Il candidato sindaco è Diego Sabatucci, giovane classe 1987. Intanto chiedo alla regia se riusciamo a collegarci con Antonio Baldelli, perché Baldelli fa parte appunto di quest'ultima lista ed era della lista di Sabatucci, e quindi cerchiamo di capire anche lui se abbia voglia di commentare con noi questi primi risultati. Anche per Pergola è stato un quinquennio molto complesso, perché Pergola, lo ricordiamo, è stata colpita dall'alluvione, oltre che dalla pandemia, dai contraccolpi della guerra, che hanno riguardato insomma tutta Italia e tutto il nostro territorio. Insomma, vediamo insomma chi avrà la meglio tra Sabatucci e Guidarelli, ma al momento vediamo quante sezioni sono state scrutinate, 7 su 12, per cui siamo poco più del giro di boa. Vediamo Sabatucci, che ha raggiunto il doppio dei voti rispetto a Guidarelli, 947 pari al 69,58. Regia, facciamo vedere anche i cartelli, insomma quello che sto cercando io anche che sto guardando sul sito ufficiale della prefettura. Guidarelli invece 414, 30,42, però insomma, come dicevo, abbiamo ancora diverse sezioni che devono essere scrutinate. Torniamo a vedere se a Fano, perché che ore sono? Sono le 16:25, insomma speriamo che a breve riescano ad arrivare altri risultati, ma ancora siamo fermi a 1. Vediamo Pesaro 0, quindi non ci sono aggiornamenti, Urbino 0 su 20, per sicurezza riaggiorniamo anche la pagina per vedere se ci sono novità, no, invece siamo fermi lì. Dunque, Pesaro invece, andiamo a vedere, dicevamo di Pesaro che ancora non ha novità per quanto riguarda i risultati, però vediamo come accennava anche Marco Lonigro durante i vari collegamenti. Sono 4 gli sfidanti che si contendono oltre 80.000 elettori, quindi in totale abbiamo 38 poltrone e 70 candidati. Il comune ha messo a disposizione pure delle navette gratuite per agevolare i cittadini nei 106 seggi allestiti. In totale gli aventi diritto al voto sono 80.862, di cui 38.000 passa uomini, 42.000 le donne. Il più anziano è una donna di 108 anni. Vediamo i 4 candidati. Vediamo Fabrizio Oliva per Spazi Liberi, poi Marco Lanzi del centro-destra, che è supportato da queste liste, poi Andrea Biancani del centro-sinistra, e anche lui ha diverse liste che lo sostengono, tra cui il Partito Democratico, e poi
Pia Perricci, avvocato, invece supportate la sua lista e Vieni Oltre. Anche qui vediamo come andrà a finire su Pesaro. E altri due comuni molto importanti per la nostra provincia sono San Costanzo e San Lorenzo in Campo. San Costanzo, vediamo una sezione su quattro, in questo caso ci sono tre sindaci, cerchiamo di aprire tutte le tendine. Qui il sindaco uscente Filippo Sorcinelli ha deciso, vi ricordiamo, di non candidarsi al termine del primo mandato. Vi leggo anche un attimo le parole che aveva pronunciato il sindaco. Fare il sindaco, aveva dichiarato Sorcinelli, il lavoro più bello del mondo, ma è un impegno gravoso che ti occupa tutta la settimana e gran parte della giornata. Questo va aggiunto, ha ricordato, che ho un'azienda metalmeccanica con 14 dipendenti. È stata fondata da mio padre 47 anni fa e da oltre 20 anni gestita da me insieme a un socio. Chiaramente gli spazi personali, aveva proseguito, si sono quasi azzerati, e solo il pensiero di non riuscire in futuro a portare avanti questa azienda con la necessaria serenità, anzi questa azienda, non l'azienda ma il futuro da sindaco, mi ha portato a fare questa scelta. Quindi dicevamo che a San Costanzo abbiamo una sfida a tre, quindi alla presenza di tre candidati a sindaco. Vediamo Domenico Carbone con Direzione Futuro, Milena Volpe Uniti per San Costanzo, Davide Bruscia San Costanzo protagonista. Bruscia lo conosciamo anche in veste di imprenditore. Qui i candidati delle tre liste sono supportati ciascuno da 12 candidati al Consiglio Comunale, portando al giudizio degli elettori 39 eleggibili. Vediamo che al momento ci sono 391 voti per Carbone, che è seguito da Milena Volpe con 247 e Bruscia con 45. I seggi scrutinati al momento sono 1 su 4, quindi insomma poche sezioni per poter dare una valutazione definitiva e complessiva. Cerchiamo di capire, appunto, vedo anche i vari messaggi che ci arrivano nella nostra chat di gruppo, se riusciamo a collegarci con Stefania per una nuova intervista, sperando di aver ripristinato il collegamento, perché insomma nella posizione in cui era scoppiettava un po'. Cerchiamo di ricollegarci, se non ce l'abbiamo. Io parlavo di questi due comuni importanti, San Costanzo e anche San Lorenzo, quindi andrei a riprenderla qua, anche se ancora ci sono zero sezioni scrutinate su quattro. Aprendo anche le tendine, fatemi sapere se no io proseguo. Ci fermiamo per la pubblicità. Dobbiamo fermarci, va bene, allora ci rivediamo tra poco. Ci siamo, proseguiamo questa lunga maratona elettorale, andiamo a vedere un attimo quello che ci dà il dato della prefettura di San Costanzo, che vi ho letto poco fa, perché un gancio insomma ci dà un aggiornamento e ci dice che Volpe ha 864 voti, Carbone 1532, quindi sarebbe in testa, come confermato anche lì, però insomma con uno stacco maggiore, Bruscia 225. Questi sono i dati sempre parziali. Abbiamo degli aggiornamenti anche da Pesaro, vediamo se ci siamo collegati con Marco Lunigro. Eccolo qua. Marco, a te, hai novità? Sì. Sì, eccoci Simona, ci siamo tornati nella sala del Consiglio, qui dove è stata allestita la sala stampa, intanto insomma un cospicuo numero di persone qui presente anche alle nostre spalle. Arrivano i primi dati, seggi che raccontano di un Andrea Biancani in questo momento in vantaggio. Vi do velocemente un dato sul seggio 34. Seggio 34 che è la scuola elementare di Gramsci, in via Rossetti, qui a Pesaro, che ci racconta di un centro-sinistra con 338 voti, centrodestra con 75 voti e poi Vieni Oltre di Pia Perricci 13, 9 invece per quanto riguarda Oliva. I primi dati che ci sono stati gentilmente forniti da fonti interne delle varie sedi elettorali ci raccontano comunque di un centro-sinistra qui a Pesaro in vantaggio. Per esempio parliamo anche del seggio numero 50, dove c'è Lanzi con 172, Biancani 274, poi ci spostiamo anche a Colombarone, per esempio Lanzi 118, Biancani 344, insomma il trend lo avete capito. Tra poco, insomma, se non ci sono altre richieste, ci spostiamo nella sede elettorale di Marco Lanzi, vediamo un po' di capire le prime, i primi pensieri, le prime opinioni su questi primi dati. Sì, grazie Marco. Allora ci risentiamo.
risentiamo tra poco per avere appunto qualche commento dei candidati. Vi dobbiamo dare aggiornamenti importanti. Monte Calvo in foglia, in questo caso tutte le sezioni sono state scrutinate. Donatella Paganelli è sindaco, quindi con 1147 voti. Abbiamo un aggiornamento anche per Pian di Meleto, se non abbiamo il cartello lo recupero da qua. Andiamo a vedere nella lista ufficiale perché 3 su 3 sezioni sono state scrutinate e vediamo che in questo caso Nicolò Pierini è stato eletto sindaco con il 52,24% dei voti, invece non ce l'ha fatta Veronica Magnani che era la sua sfidante. Eccola qua, questi sono i dati quindi ufficiali con lo scrutinio concluso. Non so se abbiamo anche altri... No, dovremmo esserci perché questi due sono gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo invece, sempre che Baldelli non sia pronto per la telefonica, su San Lorenzo in Campo. Eravamo rimasti qua perché volevo raccontarvi un po' quello che sta accadendo. Ancora nessuna sezione è stata scrutinata. Andiamo lo stesso nel PC regia così guardiamo insieme, però anch'io li devo recuperare da questa parte. Allora, San Lorenzo in Campo, vediamo che la sfida è tra Davide Dell'Onti e Valeria Bartocci, quindi al voto con una sfida a due tra il primo cittadino uscente che è Dell'Onti, che corre per il terzo mandato alla guida della lista civica Rinascita Laurentina, e poi Valeria Bartocci, avvocatessa laurentina, capo della lista Uniti verso il futuro. La squadra di Dell'Onti vede in campo 6 donne, altrettanti uomini, oltre al sindaco 3 volti nuovi. Idee chiare per il futuro, aveva dichiarato: vogliamo proseguire nella riqualificazione del capoluogo con la sistemazione di Piazza Verdi, la conclusione dell'edificio che stiamo realizzando al posto delle vecchie scuole medie, però insomma tanti sono gli obiettivi. Dunque, vediamo se riusciamo a collegarci invece con Esther, che dovrebbe trovarsi ancora nella sede della coalizione del centrodestra a Fano. Anche Stefania ci dice che ha degli aggiornamenti, quindi cerchiamo di collegarci con loro. Vedo anche Di Tommaso. Esther, mi senti? A te la parola. Sì, Simona, ben trovata. Ci è appena venuto a trovare Enzo Di Tommaso, coordinatore di Forza Italia. È in cuffia, quindi se ci sono domande anche della regia, Enzo può sentirle. Enzo, buonasera. Un humor, un'emozione a caldo per questa giornata? Ma io sono fiducioso. Questo penso che l'abbiamo sempre detto, speriamo bene. Io quello che vi posso dire in questo momento è che noi non siamo pienamente soddisfatti del risultato nazionale di Forza Italia, però che abbiamo conseguito qui a Fano, ma comunque in presenza di due candidati forti come Carloni e come l'ex sindaco uscente Seri, qualcosa insomma ci ha portato a perdere qualche voto. Però tutto questo è importante, ci accontentiamo, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo fare di più. Dobbiamo cercare di ottimizzare questo risultato, che anche seppur a livello nazionale è molto buono, perché oggi mi sono arrivate proprio adesso delle proiezioni al 10,2%, quindi da Roma. Per cui Forza Italia sta crescendo, dobbiamo lavorare anche a Fano per farla crescere e speriamo che con i dati che arriveranno stasera di avere un buon risultato anche nelle elezioni del sindaco. Enzo, scusami, intanto per ricordare anche i nostri telespettatori che Forza Italia, Noi Moderati, l'Europea Fano ha ottenuto 1828 voti e Antonio Tajani è risultato insomma primo di questa classifica con 551 preferenze. Sì. Un altro dato che abbiamo sottolineato, mi confermerai anche tu nel corso di questa diretta, è un po' la disaffezione alla politica. Tu che di campagne elettorali e di elezioni ne hai viste tante. Tante. Secondo te che cosa ha portato questo risultato? Io ne ho viste tante perché è 20 anni che giro in questo mondo. Il problema è che c'è una disaffezione, ma la disaffezione è, secondo me, dovuta al fatto che la politica promette ma non fa, quindi la gente poi dopo d'un po', come in tutte le cose, si disamora, perché ecco, la gente vuole il concreto, vuole il rapporto con l'eletto, vuole il rapporto col quartiere, vuole il rapporto, i giovani vogliono un rapporto con le persone che stanno davanti, che si possono occupare delle loro situazioni, del loro disagio che trovano magari nei quartieri, un po' dappertutto, anche in generale, ma soprattutto nel mondo del lavoro. Oggi i giovani hanno bisogno di occupazione e l'occupazione la dobbiamo trovare qui
dalle nostre parti e dobbiamo trovare il modo con gli imprenditori valorizzare quello che la regione ci mette a disposizione, ovvero le borse lavoro, le start-up, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante. Tutto questo, piano piano, riportano anche gli elettori alle urne. Ecco, se l'elettore vede che non c'è questo discorso costruttivo nei confronti della società, l'elettore al seggio non ci va, perché ormai più tanto sono tutti uguali, è inutile che vada a perdere tempo. Ecco. C'è anche invece da dire che un po' così. La politica si è anche avvicinata al mondo dei social, no? Oggi è molto sulle pagine Facebook, Instagram, eccetera. D'altra parte però sono nati tanti leoni da tastiera, lo dobbiamo dire, che criticano puntualmente tutto quello che le varie amministrazioni fanno. Anche questo forse può portare a questa disaffezione di cui parlavamo poc'anzi. Sì, hai perfettamente ragione, Loretta, che in quanto molti di questi usano appunto i social come denigrazione, e questo non va bene. Cioè, non possiamo sempre criticare, la critica deve essere costruttiva, io l'ho sempre vista sotto questo punto di vista. Giustissimo. E penso che sia un po' per tutti una cosa generale. Cioè, tu prima di criticare dici: io penso di fare così, se ti va bene, questo è il mio pensiero. Quindi secondo me la politica deve confrontarsi, come abbiamo fatto noi nel programma della coalizione di centrodestra, di confrontarsi con i cittadini, andare nei vari circoli di quartiere, istituire i circoli di quartiere, parlare con i giovani, parlare con le persone, affrontare quelle che sono le problematiche, la viabilità, i servizi sociali, tutto ciò che concerne la vita quotidiana della persona direttamente con i cittadini. Perché se fai questo, allora la politica, allora il cittadino dice: beh, allora adesso cominciamo a ragionare, possiamo ritornare a pensare bene della politica. Tant'è che in tutti e tre i programmi elettorali quest'anno, se non mi sbaglio, ma in tutti e tre dovrebbe esserci la riapertura dei consigli di quartiere, proprio per riavvicinare appunto tutti i vari cittadini, giovani compresi. È così, Enzo? Sì. Sì, dunque io non è che voglio fare polemica, perché non sono proprio abituato, però noi nel nostro programma, nei primi 100 giorni abbiamo, se vinceremo le elezioni, come mi auguro, di mettere in moto i nuovi consigli di quartiere. Quindi questo secondo noi è importante ed è un modo per dialogare con i cittadini, con tutti i cittadini, le associazioni, con tutti quelli che sono che vivono nella società tutti i giorni, confrontarci su quelli che sono i problemi, a partire dalla viabilità, a partire dal lavoro, a partire dalla sanità, a partire dalla sicurezza anche, e dalla sicurezza. Polemiche, no? Ma anzi, una di quelle cose costruttive di cui accennavi. Certo, lo so, però ho capito qui quando si parla no, di questi hanno avuto 10 anni di tempo, 10 anni che lo dicono e non li hanno mai fatti, quindi dopo è sempre una polemica. Invece io le polemiche non le voglio, dico quello che noi, se vinciamo le elezioni, faremo a breve, insomma, ecco, come nei primi 100 giorni, come metteremo subito mano alla viabilità, per lo studio di fattibilità di una nuova viabilità, perché fanno comunque bisogno. E vedremo anche quello che si trova dentro il comune, se vinciamo, perché oggi noi non lo sappiamo, qui non c'è più un soldo, e quindi se non ci sono i soldi non è che si può fare tante cose. Certo. Speriamo bene, dai. Io sono ottimista. Torino Guerra diceva sempre che l'ottimismo è il sale della vita, quindi così va bene. Esser, ci sono anche altri candidati lì in zona? No, al momento nessuno, Simona. Ok, Enzo, che cosa ti aspetti invece per quanto riguarda appunto il risultato di Forza Italia a Fano? Dicevi sei fiducioso, insomma speri che io possa sono fiducioso, ho visto alcune proiezioni, però io in questo momento non ti posso dire niente, perché sono tutte proiezioni su foglietti di carta che lasciano un po', sono interpretabili ma non sono definitivi. Prima di rilasciare a dire altre cose aspetto la definizione. Aspettiamo più i risultati, tardi, magari ci riaggiorniamo più tardi. Aspettiamo i risultati, sì, io non sono abituato né a dare i numeri, ma neanche dire sì, faremo, diremo. Esatto, sì. Va bene, grazie. Bene. Grazie Simone della... Grazie a te. Sì, io sono qui intorno, Esther lo sa che sono qui intorno. Ottimo. Ok?
chiederemo magari un altro intervento a Enzo e poi nel proseguo della giornata, Simona, se c'ho altri interventi, altre interviste. Io credo che sono le 16:52, ci lasciamo un'altra mezz'oretta e poi chiederò sicuramente il collegamento per altre presenze qui in sede, sempre dal centrodestra. Va benissimo, grazie ancora ad entrambi. Dicevamo del Comune di Fano, ma ancora qui abbiamo sempre 1 su 68 le sezioni, quindi c'è uno stallo, non abbiamo aggiornamenti. Vediamo per sicurezza, carichiamo la pagina, ma niente, non l'abbiamo. Insomma, comunque dicevamo che Acqualagna già il suo sindaco, facciamo un attimo un riepilogo, ed è Pierluigi Grassi con 1.393 voti, in questo caso a sfidarlo era Laura Biagiotti che ne ha ottenuti 948, qui 4 su 4 per cui la situazione è complessiva. Ne abbiamo 3 su 3 ad Apecchio e quindi anche qua lo scrutinio si è concluso e vede vincere Vittorio Alberto Nicolucci di Futuro Insieme con 668, il suo competitor era Maurizio Caselli che ne ha ottenuti 487. Andiamo a vedere altre situazioni simili, a Belforte Alisauro, qui soltanto una sezione, Federica Battazzi che è di Per un paese in comune, il nuovo sindaco con 293. Andiamo avanti ancora per vedere altri comuni, a Cagli 10 su 12 per il momento abbiamo Alberto Alessandri che ha ottenuto 2031 preferenze pari al 59,53%, Alberto Mazzacra invece ancora fermo 1381. Da Cagli passiamo a Cantiano, no, perché ancora ne ha 0 su 4, Carpegna 2 su 2, in questo caso Mirko Ruggeri per Carpegna è sindaco di questo comune, si è sfidato con Marco Marchini che ne ha invece 413, eccolo qua, abbiamo anche il cartello con, fatto insomma dalla nostra grafica, e da Carpegna andiamo avanti, vediamo Cartoceto che è ancora ferma, quindi nessuna sezione. I dati definitivi non ci sono, Fratte Rosa 2 su 2 e quindi qui abbiamo il sindaco che è Marzio Massi, correva in solitaria, ha ottenuto 356 voti ed è riuscito a ottenere sia quel famoso 40% più 1 ma anche il 50% delle schede valide. Andiamo avanti con, quindi abbiamo Fratte Rosa Frontone 2 su 2, Daniele Tagnani 718 voti e quindi Tagnani, sindaco di Frontone. Frontone, poi abbiamo Gabice, beh Gabice sono 5 su 6, quindi potrebbe già darci una situazione non definitiva ma quasi, e vede Michele Bencivenga con 1152 voti, beh oddio però sono poche le differenze perché vediamo Marilla Girolomoni a 1113, per cui aspettiamo un attimo, vediamo anche l'ultimo scrutinio, vediamo la conclusione per capire chi viene decretato sindaco. Da Gabice che erano 5 su 6, Lunano ha già decretato il suo sindaco che è Maurizio Dini, ha ottenuto 582 voti. Da Lunano cambiamo comune, andiamo a Macerata Feltre, hanno ancora, non abbiamo nessun risultato, invece Mercatello su Metauro ha il sindaco, c'era una sfida a due, vediamo Alfiero Marchetti contro Fernanda Sacchi in 50,74%, quindi pochissimi voti di differenza, guardate 443 contro 430, quindi qui proprio per un pugno di voti. Andiamo avanti, guardiamo anche altri comuni, vediamo Macerata Feltre, no, Mercatello su Metauro l'abbiamo detto, Monbaroccio ancora 0 su 2, anche qui speriamo insomma, che ci possa raggiungere il sindaco uscente Petrucci che corre in solitaria, quindi aveva raggiunto il quorum, però cerchiamo di capire adesso anche la validità delle schede. Monte Cerignone invece 1 su 1, qui soltanto un seggio che vede Davide Giorgio Giorgini sindaco con 309 voti e quindi anche qui i seggi si sono conclusi. Davide Giorgini, vediamo anche la foto che abbiamo preparato, che ha preparato Filippo nella nostra grafica, e ancora da Monte Cerignone ci spostiamo a Montegrimano Terme perché anche qui Elia Rossi correva in solitaria, Noi per un futuro migliore è il nome della sua lista, 542 voti invece. Dunque
Intanto riguardiamo, facciamo vedere anche, ah sì, ce l'abbiamo, Elia Rossi, quindi da Monte Grimano Terme. Andiamo avanti, ci spostiamo a Monte Porzio che ancora non ha sezioni, Monte Calvo in foglia 3 su 3, quindi ha eletto il sindaco che è Donatella Paganelli, una donna che ha ottenuto 1147 voti e quindi questo insomma, dato è già quello definitivo. Da Monte Calvo in foglia ci spostiamo ancora a Monte Felcino, dove lo scrutinio si è concluso, Maurizio Marottesi insieme per Montefelcino ha ottenuto 1231 voti. E in questo caso erano i tre le sezioni da scrutinare. Questo è quello che accade a Montefelcino, vediamo che Montelabatte è ancora ferma 5 su 6, Peglio ha il sindaco che è Livio Talozzi, che ha ottenuto 375 preferenze, quindi insomma già alcuni dati definitivi, anzi direi parecchi, ne abbiamo. A Pergola siamo 11 su 12, vediamo che cosa succede. Qui abbiamo il sindaco uscente Simona Guidarelli che sfida Diego Sabatucci, Guidarelli però è a 954 voti contro i 1974 di Sabatucci, e quindi che lo vede in vantaggio con il 67,42%, manca soltanto una sezione, a meno che non sia insomma, la più importante, direi che qui il gioco è fatto. Quindi da Pergola ci spostiamo nuovamente e andiamo a Pesaro, ne abbiamo 16 su 106. Qualche dato è arrivato e che vede in testa Biancani con 3.987 voti. Al secondo posto Lanzi del centrodestra, Pia Perricci e poi Fabrizio Oliva. Quindi la situazione è logicamente molto parziale perché 16 su 106 sono veramente poche. Allora ritorniamo, Baldelli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ritorno a prendere i dati su Pergola che ho letto proprio poco fa e che vedono già 11 sezioni su 12. Dicevamo che lei si è candidato anche nella lista di Sabatucci per sì, cercare di ritornare alla guida del comune, perché lo eravate fino a 5 anni fa. Quindi adesso vi siete rimessi in gioco, intanto visto che abbiamo insomma, questa prima previsione che non è ancora definitiva, perché dicevo manca una sezione, però non so, l'ostacolo, la differenza è significativa, qual è il suo commento a caldo? Bene, io le posso dare anche i dati definitivi con un 67% contro 3%, Pergola nel cuore torna ad amministrare la città dei Bronzi Dorati. Quindi è sicuro? Sì. È un dato definitivo? Definitivo. Siamo contenti per voi, quindi intanto ci sarà tempo poi anche per confrontarci per tutto quello che sarà il futuro di Sabatucci e anche di Pergola, che emozioni si respirano, un cambio insomma importante nella vostra città. Una grande soddisfazione, una grande gioia, possiamo riprendere quei progetti, quella visione della città che è stata lasciata 5 anni fa. Che cosa vi ha premiati? Ci ha premiato la costanza, la passione per la nostra città e la competenza. Vorrei commentare con lei anche i dati inerenti alle europee, perché Fratelli d'Italia si conferma al primo partito sferrando il 29%. Da noi Fano, Pesaro, Urbino il Partito Democratico ha avuto la meglio, però insomma, i dati complessivi confermano insomma, anche il lavoro portato avanti in questi 21 mesi di governo da Giorgia Meloni. Sì. Beh, nel voto per le europee, nelle Marche, Fratelli d'Italia è primo partito e supera addirittura il dato nazionale di 4 punti percentuali. Segnali che oltre alla politica del governo, i marchigiani apprezzano la giunta Acquaroli e la filiera istituzionale che per l'appunto parte dalla nostra Premier Giorgia Meloni e arriva fino al nostro presidente Francesco Acquaroli, passando per noi parlamentari marchigiani. Quindi nonostante anche le critiche che si sentono spesso sulla sanità, stanno premiando il lavoro anche di costruzione verso risultati e obiettivi importanti che ha anche di recente annunciato, non solo ma le infrastrutture, insomma ci sono tanti argomenti che riguardano il nostro territorio. Sì. Sull'infrastruttura, grande lavoro svolto dalla giunta, credo sia sotto gli occhi di tutti, penso alla riapertura dei lavori della
Galleria della Guinza, ma penso anche all'oltre mezzo miliardo di euro finanziato dal governo Meloni, ottenuto dalla Regione Marche con il patto di coesione firmato nel novembre scorso ad Acqualagna. Ma penso anche che in tema di sanità i marchigiani abbiano capito come il Presidente Acquaroli e la Giunta regionale si siano trovati a dover amministrare e governare una situazione disastrosa, e si attenda con grande, veramente, speranza l'attuazione del nuovo piano sanitario, che ha cancellato la visione degli ospedali unici per finalmente una visione di sanità diffusa sul territorio. D'altronde, se oggi mancano i medici, sono quei medici che non sono stati programmati, sono stati formati nel corso degli anni. Sì. E oggi qualcuno vorrebbe attribuire la responsabilità a Francesco Acquaroli e alla Giunta Acquaroli, che sono gli stessi che hanno purtroppo causato questa triste storia. E invece ritorniamo un attimo su Pergola. Quali sono le priorità? Che cosa dovrà fare la nuova amministrazione? Ripartire persino dalla manutenzione ordinaria della viabilità, dalla cura della città, del decoro della città, che ha mancato in questi 5 anni, e poi ripartire con quei progetti come la realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri, progetto che era stato cancellato dall'attuale giunta. Purtroppo ho potuto accertare presso la Presidenza del Consiglio che questa amministrazione che esce è riuscita a perdere anche 1.350.000 euro di fondi dal progetto Bellezza, che la precedente giunta di Pergola nel Cuore era riuscita ad ottenere dal governo. Ci sono tante cose da riprendere. Dalle piccole alle più grandi. Grazie onorevole per questo collegamento. Insomma, immagino che questa sera e poi, andrete se a festeggiare. Mi permette, prego. Se mi permette, Simone, vorrei anche rivendicare quel 45% alle elezioni europee che abbiamo ottenuto a Pergola, la percentuale più alta credo dell'intera regione Marche per il partito della Premier Giorgia Meloni. Ecco, beh, ha fatto bene a sottolinearlo, vuol dire che insomma è un risultato significativo che insomma, fa anche riflettere. Sì. Grazie onorevole per questo Grazie collegamento. Buona Grazie serata a voi in bocca per avermi dato questa possibilità di parlare con i vostri telespettatori. Grazie mille, buon proseguimento. A presto. Buon proseguimento a voi, buon lavoro. Allora, andiamo un attimo su Fano, perché ci sono dunque alcune sezioni, vediamo 4 su 68, Luca Serfilippi in questo momento è in vantaggio con 555 voti, 322 per Fanesi, 216 per Stefano Marchegiani. Fatemi sapere sempre se ci sono delle novità, soprattutto dei collegamenti, perché pare insomma che Stefania li abbia. Cerchiamo di insomma ripristinare quantomeno anche con Luciano. La vedo già pronta. Se ci siamo, Stefania, mi senti? Hai dei numeri, hai dei dati sì, da poterci dare? Sì, Simona, ci siamo. Ho dei dati, allora abbiamo ancora il 25% dei seggi, quindi diciamo che non sono dati proprio attendibili, però possiamo dire che i primi dati sono Fanesi 32,24, Marchegiani 16,99 e Serfilippi 50,77, quindi siamo ancora chiaramente in attesa dei dati definitivi, dei primi dati definitivi che ancora devono uscire, e rimaniamo qui. Però se vuoi abbiamo subito Cora Fattori pronta ad essere intervistata. Assolutamente sì, un secondo solo perché volevo far vedere a casa, noi adesso parlavamo di 4 sezioni su 68, invece nonostante loro abbiano dei seggi scrutinati in più, insomma le percentuali più o meno rimangono queste. Buon pomeriggio Cora. Esatto, aspetta che le passo l'auricolare. Ok, vai pure. Ecco, ti ha salutato la Simo. A te la Ciao, parola Simona. Stefania, buon pomeriggio. Allora, grazie. Come percepisci l'atmosfera? Beh, è indubbiamente un'atmosfera tesa, siamo tutti in attesa di vedere i risultati finali, se ci sarà il ballottaggio sarà il photo finish, adesso vediamo, di certo noi ci speriamo perché l'impegno e la passione ce l'abbiamo messa tante e speriamo che un vento nazionale non sia troppo decisivo sulla città di Fano, però la democrazia è anche questo e quindi noi ne prendiamo, qualsiasi sia il risultato lo accetteremo come giusto che sia.
pandemia, ma speriamo bene. Tra l'altro iniziamo a vedere del movimento in città che fino a poco fa non c'era, invece tutti passano, si fermano davanti, in questo momento siamo davanti alla sede proprio di Christian Fanesi e le persone iniziano a chiedere, insomma c'è comunque, c'è aspettativa, ecco. E com'è all'interno l'aria? Beh, siamo tutti, stiamo ragionando, guardando i numeri e calcolando, fa piacere ricevere tanti messaggi di supporto da amici, persone che sono vicine, anche persone che si sono conosciute in questa bellissima esperienza e quindi vedremo, siamo in attesa come tutti voi. Simo, hai qualcosa da chiedere in particolare? Sì, vorrei ricordare ai nostri telespettatori che Cora Fattori si era messa in gioco anche per le primarie. Ora che i giochi sono stati fatti, io vorrei complimentarmi con lei perché ha fatto una campagna elettorale innovativa, quindi molto particolare e anche diversa da quelle che siamo sempre stati abituati a vedere. E oggi, purtroppo dopo questa piccola delusione per le primarie, ma c'è da dire che il risultato comunque è stato importante, come aveva sottolineato lei al termine del secondo turno, oggi prende insomma un po' più di serenità questi risultati? Ma in realtà li ho presi con serenità anche da subito, perché chi un pochino conosce la politica e la sa leggere, infatti tu lo hai capito subito, è stato un ottimo risultato alle primarie per una forza completamente nuova, completamente indipendente, fatto anche di giovani, modo anche di tanti di comunicare giovani diverso. Sì, molto, senza fare del giovanilismo per forza e fine a se stesso, certo. Ma abbiamo cercato di fare una campagna elettorale che rispecchiasse me e anche chi mi sta vicina. La politica ti riempie tanto, ti occupa tanto della tua vita e quindi è giusto poi prenderla con... Non con qualcosa di già fatto, ma rispecchiando la persona che uno è nel bene e nel male. Comunque abbiamo cercato di dare leggerezza, alleggerire, ma non semplificare, perché assieme a un modo magari divertente, un po' simpatico, un po' diverso, abbiamo unito sempre anche temi, numeri e analisi, a volte dicendo anche cose scomode. Vedremo, comunque la cosa bella è che quando si ha un risultato e lo si fa senza diventare qualcun altro, ma restando se stessi, poi sia che si vinca che si perda, si è se stessi e quindi si sta bene. Ecco, noi ci siamo divertiti molto, io personalmente, ma anche il gruppo, ho imparato tanto ed è l'inizio di un percorso, perché comunque vada, noi non è che ci fermiamo, no, la città che abbiamo in cui abbiamo scelto di abitare è questa, quindi... Beh, dobbiamo anche dire che lei ha fatto parte di questa giunta serie. Vediamo cosa succede. Lei ha fatto parte di questa giunta Seri più o meno alla fine, all'ultimo anno e mezzo di amministrazione, però insomma è riuscita a portare avanti diversi progetti, tra cui quello inerente all'efficientamento energetico. Su questo in particolare c'è ancora tanto da fare. Sì, c'è ancora tanto, ma la cosa che più mi rende orgogliosa è che tutto quello che abbiamo fatto non sono stati dei progetti fini a se stessi, ma sono stati dei passi strutturali dentro l'amministrazione. Il progetto di efficientamento inizia a camminare da solo, perché abbiamo fatto un passo strutturale, così anche all'interno del museo e con la cultura. Tanto ancora c'è da fare, però quando si fa un qualcosa che diventa strutturale nell'amministrazione, poi ne gode tutta la città, perché finito il progetto non finisce tutto, ma anzi continua. È un passo solido, è quello su cui mi piace insistere. Meglio 10 cose di meno, ma quella cosa che fai che resti per i prossimi 20 anni, in senso positivo ovviamente. Lei ha avuto anche la delega di questo alla... sono molto orgogliosa e sì, un bel ricordo. Lei ha avuto anche la delega alla cultura, anche qui insomma c'è tanto da fare, e cos'altro ancora? C'è tanto da fare, perché Fano è una città che sulla cultura impiega molte energie economiche, ma soprattutto umane. Questo grazie alle tante associazioni e appassionati che ci sono. Mi sono sempre definita un tecnico prestato alla cultura e come tale ho cercato di creare dei servizi che potessero agevolare chi nella nostra città lavora con la cultura. E, insomma, gli addetti ai lavori mi hanno detto che hanno apprezzato questo, e l'ho fatto perché sono convinta che per vivere meglio nella nostra città, e io vivo in questa città, quindi il mio interesse è quello, si debba appunto lavorare in questo modo. E comunque Fano è una città che rispetto ad altre sta volando alto.
molte volte non ce ne rendiamo conto, perché quando viviamo in un posto diamo per scontato dei valori aggiunti e dei successi che ci sembrano scontati, ma così non sono. E quindi comunque vada, io ho fatto già un post di ringraziamento giorni fa, perché per me è stata una bellissima esperienza, per i ragazzi, e comunque vada, noi il nostro risultato importante di risultati l'abbiamo ottenuto, e adesso lavoreremo o per il ballottaggio o per il futuro sindaco oppure in opposizione, ma comunque lavoreremo per la città. E a proposito, a che ora pensi che arriveranno i primi dati definitivi? Spero prima possibile, perché devo tornare a casa che va via la babysitter, però scherzi a parte, no, dovrebbero, io penso. Beh, la ricordiamo che anche le conferenze stampa con la sua bimba, insomma, anche quello tutto. È stato un esempio da donna, al lavoro con i figli. Assolutamente. Anche per forza, ma come me, cioè io sono solo una di quelle tantissime donne che devono fare così, non ho nessun merito aggiunto, ma semplicemente ho scelto una strada che è anche quella di una famiglia, e quindi poi la ci sono tante cose importanti, però quelle che secondo me sono al primo posto sono la famiglia, gli affetti, e poi viene il resto. Beh, sono pienamente d'accordo. Simona? Sì. Noi adesso pensavamo di raggiungere altri seggi per vedere che aria tira in città, quindi se per te va bene ti restituisco la linea e ci risentiamo prestissimo. Va bene, grazie anche a Cora per questo intervento. E noi tra poco invece ci spostiamo, grazie a voi. Ci spostiamo tra poco a Pesaro, perché insomma abbiamo anche degli aggiornamenti e un'intervista che farà tra poco Marco Lonigro. Ditemi voi quando siamo pronti, visto che abbiamo parlato di primarie. Vi ricordo brevemente che al primo turno, sempre nel 2024, aveva ottenuto più voti Samuele Mascarin di In Comune con 937 preferenze, secondo l'attuale vice sindaco Cristian Fanesi con 890, terzo Lucarelli con 765. Quarta Cora Fattori con 459, alle urne poco più di 3.000 elettori. A secondo turno invece poi aveva vinto Fanesi al fotofinish, l'aveva spuntata sullo sfidante Mascarin per soli 3 voti, quindi eravamo a 1.007 contro i 1.004. Vedo Marco Lonigro pronto, se Marco mi senti possiamo anche collegarci con te per insomma, sentire anche le opinioni del tuo ospite. Sì, ci siamo spostati di qualche metro, di qualche chilometro, insomma, dalla sala del Consiglio qui al Comune di Pesaro. Ci siamo spostati nella sede di Marco Lanzi, il candidato del centrodestra, in piazzale Matteotti. Innanzitutto, benvenuto su Fano TV. Le chiedo, abbiamo raccontato i primi risultati che sono arrivati da questi seggi. Le chiedo una primissima reazione. No, è chiaro che non andremo neanche al ballottaggio, che è evidente che purtroppo i dati indicano che il centro-sinistra ha ottenuto più del 60% dei consensi, quindi sicuramente una tendenza che è impossibile da invertire. È chiaro che siamo delusi, perché ci siamo impegnati tantissimo in questa campagna elettorale, adesso aspettiamo risultati definitivi, un passo avanti in avanti rispetto al 2019 c'è stato, dove il centro-sinistra aveva ottenuto il 70%, però prima di fare anche questo tipo di valutazioni aspettiamo i dati finali. Ecco, ne parlavamo anche a microfoni spenti, c'erano altre aspettative per alcuni seggi? No, più che aspettative, per esempio mi sorprende aver visto che a Soria comunque tanti cittadini, nonostante tutto quello che questa amministrazione ha fatto contro il loro quartiere, che avevano raccolto anche più di 1.000 firme di protesta, molti cittadini hanno continuato a votare questo centro-sinistra. Questa è un qualcosa che è veramente difficile da capire e da comprendere. E poi un'altra cosa che ho toccato con mano, girando tutti i quartieri, tantissima insoddisfazione, tantissime lamentele di tutti i cittadini, però si vede che un conto è lamentarsi, un conto poi è andare all'urna e decidere di cambiare.
Ecco, prima di restituirvi la linea facciamo un piccolo aggiornamento perché iniziano ad arrivare anche insomma, i dati sulle piattaforme che tutti noi conosciamo. Il Partito Democratico con il 28,9%, poi ci spostiamo con Marco Lanzi attualmente al 33,19%, il primo partito è Fratelli d'Italia con il 14,03% e poi Pia Perricci attualmente al 2,28% per quanto riguarda la lista Civica Vieni Oltre, Fabrizio Oliva per quanto riguarda Spazi Liberi attualmente all'1,5%, ho il tempo dei bilanci perché comunque c'è ancora alcune ore presto, di attesa, però le chiedo brevemente com'è andata questa campagna elettorale, la sua prima esperienza in politica, più volte in volta, questa svolta però a quanto pare non ci sarà. Non ci sarà, ci lavoreremo nei prossimi 5 anni perché come ho promesso io sarò a capo dell'opposizione, ce la metterò tutta per cercare di insomma, fare una opposizione leale, onesta, corretta, questi sono i valori che ho sempre difeso, quindi io ci credo tantissimo e vediamo, ce la metteremo veramente tutta, cercherò di costruire nei prossimi 5 anni una squadra intorno a persone che credono, ripeto, in una svolta, speriamo ci sia fra 5 anni, vedremo. Marco, noi l'abbiamo intervistato. Se non ci sono domande, liberiamo l'ospite. Sì, noi l'abbiamo intervistato più volte per quanto riguarda il SIULP, il sindacato di polizia, e quindi insomma abbiamo avuto modo di mandare in onda già diverse interviste di Lanzi. Oggi interviene in veste di candidato sindaco, però a parte la sicurezza, insomma, quali sono le tematiche sulle quali punta? Da studio la direttrice Simona Zanghetti chiede quali sono le vostre tematiche del vostro programma. Sono tantissime, poi vedremo cosa riuscirà anche a realizzare il centro-sinistra. È chiaro che le nostre tematiche che abbiamo detto, quelle più importanti, dell'ambiente, la priorità sul sociale, cercheremo veramente in qualche modo di far sì che comunque chi governa la città tenga conto di tutte le associazioni che vogliono dare un contributo nel mondo del sociale, vedremo cosa succederà. È chiaro che poi uno dei nostri programmi, altre cose che abbiamo detto più volte, noi avremmo avuto intenzione di creare un assessorato alla abbiamo visto i quartieri, avremmo voluto rendere una nostra città una città turistica 360 anni, faremo benissimo che la nostra troppo vive di turismo soltanto durante il periodo estivo, quindi massimo per 3 mesi, anzi forse sicuramente anche per meno. Avevamo tanti progetti, vediamo, però ripeto, ci lavoreremo in maniera concreta, soprattutto creando una squadra, come ho detto sempre, che, di persone competenti, che abbiano le capacità professionali anche di poter affrontare certi temi, che squadra da altri anni. Purtroppo al governo della città avremo assessori che non hanno le competenze specifiche per poter governare quell'assessorato, come è sempre successo fino a... Grazie. Prego. Noi, Simona, restiamo qui, attendiamo anche altre voci e poi insomma continueremo il nostro giro in Grazie Marco, grazie a te anche Lanzi, stiamo perdendo la linea, intanto vi faccio vedere quello che sono i dati invece ufficiali della prefettura. Andrea, ricordandovi sempre che comunque i nostri inviati li hanno prima perché le sezioni scrutinate insomma arrivano prima logicamente alle varie sedi delle coalizioni, poi in prefettura. Biancani lo vediamo al primo posto con 6.561 voti, secondo Lanzi con 3.457, Perricci 238 e Fabrizio Oliva a 161. Possiamo anche cercare di dare uno sguardo agli altri comuni per vedere se ci sono degli aggiornamenti, molti come vi dicevamo prima, insomma, hanno già il loro sindaco, in 16 correvano in solitaria e più o meno la situazione diciamo è standard. Oh, ecco, è arrivato Monbaroccio, le due sezioni, Emanuele Petrucci, 1191 voti e quindi è stato confermato sindaco di Monbaroccio. Proviamo a contattarlo, regia, per cercare di capire se riesce a raggiungerci qui in studio, altrimenti lo raggiungiamo noi telefonicamente perché insomma vorrei fare anche con lui una chiacchierata dopo l'intervista che avevamo fatto nei giorni scorsi nel nostro telegiornale, sia con lui sia con Enrico Rossi, perché insomma c'era la paura che altri cittadini potessero insomma convincere i concittadini di Petrucci e anche di Rossi a non votare oppure andare a votare ma lasciare la scheda bianca, insomma, e quindi questo avrebbe comportato il commissariamento del comune con tutto quello che comporta, insomma.
seguire soltanto l'ordinario. Quindi Petrucci di ancora più avanti è stato confermato sindaco, andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti anche più giù. Vediamo Vallefoglia 7 su 14, prendiamo la situazione di questo comune che è insomma anche importante dal punto di vista degli abitanti, ve li leggo qua, ce ne ha 14.917 e quindi verranno assegnati 16 consiglieri. Allora, per quanto riguarda Vallefoglia, vediamo qua, questi sono i dati delle europee, eccoli. Vediamo Palmiro Occhielli che è in questo momento al primo posto, secondo Andrea Torcoletti. Vediamo Carla Nicolini e anche Sieva Squazzafava. Apriamo tutte le tendine per leggere anche le loro liste, quindi quattro liste in gara. Dopo 10 anni di amministrazione di Occhielli, il sindaco uscente ha scelto di ricandidarsi alla guida del comune con la lista Democratici e Civici per Vallefoglia. Quindi Occhielli è in corsa per il terzo mandato, essendo la città del fare al di sotto di 15.000 abitanti, quindi dal 2024 la legge ha consentito anche il terzo mandato. Nel 2019 aveva sfidato due competitor e aveva anche vinto con il 59,9% dei voti. Oggi sono 16 i candidati della squadra di Palmiro Occhielli sindaco, Democratici e Civici per Vallefoglia. I suoi sfidanti appunto Carla Nicolini, che vediamo al terzo posto con la lista Centrodestra per Vallefoglia, Carla Nicolini sindaco, Andrea Torcoletti che è secondo con Vallefoglia Cambia, al momento ha 951 voti, e poi Squazzafava che è del Movimento 5 Stelle che ne ha 174, quindi la lista Movimento 5 Stelle 2050. Vediamo anche con Occhielli insomma se più tardi riusciamo a collegarci, attendiamo comunque perché siamo soltanto alla metà, quindi attendiamo ancora qualche risultato in più. Torniamo indietro, cerchiamo di vedere anche Urbino. Urbino ancora non abbiamo nessun dato ufficiale, probabilmente la sua avranno quelli ufficiosi. A Urbania 6 su 6. Vediamo subito Urbania. Marco Ciccolini è stato confermato sindaco, si sfidava con Jacopo Celi di Urbania Alternativa 2024. La lista di Ciccolini, eccola qua, viviamo Urbania 2815 contro i 967. Andiamo a vedere altri scrutini, vediamo, questo l'avevamo già controllato prima, Pesaro 29 su 106, però insomma la situazione, anche se ce n'è qualcuno in più, dovrebbe essere all'incirca la stessa. Biancani al primo posto con 7.317 voti. Torniamo indietro per vedere altri comuni, Pergola siamo ancora 11 su 12, però abbiamo sentito poco fa l'onorevole Baldelli che è candidato anche con la lista, non ricordo il nome, vediamo un attimo, Sabatucci, con Pergola nel cuore, insomma lo darebbe per vincente. Andiamo a verificare anche altri comuni, 2 su 2 a Piobbico, lo stesso qua, vediamo gli scrutini, Alessandro Urbini che è stato eletto sindaco con 900 voti. Scendiamo ancora, Urbania l'abbiamo vista, Tavuglia 8 su 8, qui vediamo Patrizio Federici che ha ottenuto 2.904 voti, Patrizio è il sindaco di Tavuglia, vediamo se abbiamo anche qua qualche informazione in più, vediamo con Patrizio insieme per Tavuglia, questa è la lista che lo appoggia, che lo sostiene. Ma a Tavuglia avevo anche una curiosità, adesso vediamo se riesco a rirecuperarla. Qua non c'è, Vallefoglia, ho perso forse il foglio. Eccolo qui. Tavuglia, che è appunto il paese che ha visto crescere anche Valentino Rossi. E questa esatto, è la prima volta nella storia di Tavuglia che si presenta soltanto una lista, appunto Insieme per Tavuglia, che sostiene la candidatura di Federici, appunto eletto sindaco. Ed era il vice, era vice sindaco. Andiamo avanti con gli scrutini, vediamo se ci sono delle novità. Peglio eletto suo sindaco, insomma direi che la situazione è già abbastanza definita, delineata nella gran parte dei comuni che hanno eletto. Qua manca Macerata Feltre, ancora non abbiamo nessun dato. Gamice Mare fermo 5 su 6, insomma però vediamo che la situazione più o meno è quasi quella definitiva. A Fano ce ne sono 7 su 68. Se è aggiornato il banner, vediamo sotto, Serfilippi con il 51 e 84.
Vi ricordiamo insomma che se non dovesse riuscire Ser Filippi si andrà al ballottaggio tra i due più votati, è necessario avere il 50% più uno dei voti validi, in questo momento al 51,84, Fanesi con 31,52, Stefano Marchegiani 16,64. Intanto chiedo alla regia se abbiamo dei collegamenti o delle telefonate pronte, altrimenti andiamo avanti e verifichiamo anche... San Costanzo mi dicono eletto Domenico Carbone del centrodestra. Andiamo subito a vedere, l'abbiamo letti prima della telefonata e vediamo qua San Costanzo. Qui abbiamo le sezioni 1 su 4, però insomma dal messaggio che ci arriva da un nostro gancio pare che le sezioni siano state tutte scrutinate e che Domenico Carbone sia il nuovo sindaco di San Costanzo. 391 voti, però questo è il dato parziale che abbiamo insomma, dai dati ufficiali, invece quelli ufficiosi sicuramente gliene danno già molti di più. In questo caso 57,25%, i suoi competitor Milena Volpe e Davide Bruscia. Insomma, grazie anche ai nostri telespettatori così attenti che ci danno insomma, tutte le news, quindi grazie e complimenti anche a Carbone, Domenico Carbone. Vediamo se poi volesse mettersi in contatto con noi, ne siamo felici, così facciamo due chiacchiere con lui. Vediamo un attimo, dunque, San Costanzo, volevo leggere qualcosa anche inerente a lui, li abbiamo qua tutti i vari comuni, San Costanzo. Lo abbiamo detto prima, comunque lo ricordo anche per chi si fosse sintonizzato da poco, ha guidato in comune Filippo Sorcinelli, che ha deciso di non ricandidarsi anche per cercare di concentrarsi sul suo lavoro, sulla sua azienda, e quindi poi insomma combaciare e far bene entrambe le cose è sicuramente non semplice, quindi ha deciso di insomma prendere questa scelta di non ricandidarsi. A questo punto insomma sono subentrati, per quanto riguarda le candidature, Milena Volpe, Carbone e Davide Bruscia. Però insomma Carbone della lista Direzione Futuro è risultato il più votato e quindi guiderà il comune insieme ai suoi candidati e consiglieri. Insomma, vediamo San Costanzo quanti ne legge, perché vanno anche in base alla popolazione. San Costanzo ne legge 12, sono 4.554 gli abitanti in base ai dati che ci ha fornito direttamente la prefettura. Abbiamo novità, regia? Allora, scrutini, andiamo a vedere anche San Lorenzo in campo, vediamo se ce li aggiorna, riprendiamole da qua, amministrative, oppure abbiamo qualche problema di linea, può essere? Ditemi anche voi di là se avete problemi di linea, se no provo a recuperarlo dall'altra parte. Intanto, sembra di no, quindi forse c'è qualche problema in particolare in questo sito. È impossibile raggiungere il sito, quindi ricarichiamo, vediamo se ci sono problemi qua oppure ci sono problemi di connessione. No, infatti è sicuramente quello, è il sito della prefettura. Eccoli, adesso me le ridà, amministrative, andiamo su scrutini. Allora, andiamo a Sasso Corvaro Uditore, ancora non ci sono quelli ufficiali, però possiamo parlarvi anche di questo comune, 4.908 abitanti a Sasso Corvaro Uditore, i cittadini hanno scelto, vediamo tra poco i risultati, tra Daniele Grossi, che è il sindaco uscente, Uniti Verso il Futuro, Silvia Venerucci, di Condivisione e Partecipazione, e Livio Mercatelli di Insieme per un Futuro Migliore. Quindi insomma ci sono in totale 34 candidati, di cui 12 Grossi e Venerucci, quindi 12 per entrambi, 10 per Mercatelli, in totale arrivano 37 eleggibili, però ancora non abbiamo dei dati né ufficiali né ufficiosi. Vediamo che Tavuglia, l'abbiamo detto poc'anzi, ha già il suo sindaco. Sant'Ippolito, oh benissimo, proviamo a raggiungere anche Marchetti. Marchetti 3 su 3, quindi è stato confermato sindaco di Sant'Ippolito, ha ottenuto 794 voti. E Sant'Ippolito
lui correva da solo, come vedete in questo cartello, sindaco uscente con la lista Uniti per Sant'Ippolito, e Sant'Ippolito ha 1.233 aventi diritto, quindi servivano 494 votanti per raggiungere il quorum, è stato raggiunto e evidentemente anche tutte le schede sono state verificate ed è confermato sindaco di Sant'Ippolito. Quindi proviamo a sentire anche lui se ha voglia di commentare con noi questi dati. Vedo che c'è Marco Lonigro pronto o andiamo da Stefania, cosa preferite? Ditemi voi, chi abbiamo di pronto? Abbiamo Marco. Marco, a te la parola. Sì, eccoci, ci ha raggiunti qui in postazione Emanuele Gambini della Lega, che ovviamente era a sostegno di Marco Lanzi, il candidato del centrodestra. Anche con lei innanzitutto benvenuto su Fano TV, le chiedo una reazione a questi dati che insomma più o meno parlano chiaro. Grazie, buongiorno a voi. I dati parlano chiaro, sono inequivocabili, è inutile stare qui a nasconderci, il calo dei nostri partiti è evidente, abbiamo lavorato il più possibile in questi mesi, la città se non ha risposto vuol dire che va bene alla città questo tipo di governo, quindi auguro il meglio a chi governerà questa città, faccio i miei complimenti ad Andrea Biancani e alla giunta che formerà e i miei complimenti personali a Matteo Ricci che ha ottenuto un risultato straordinario. Abbiamo qualche problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Direi, quindi faccio i miei complimenti, speriamo ancora siamo... si alzi un po' il nostro partito, anche della Lega. Sono entrato del resto in questo partito con un apporto e un aiuto a Mirko Carloni, ai quali i miei complimenti per il risultato fatto e che ha raggiunto. Ecco, ha parlato di un calo, secondo motivo? Il motivo in questa città, comunque è evidente anche a livello nazionale, il calo della Lega, secondo che c'è stato ed è cambiato comunque anche il governo, li sta interpretando quello che è a livello nazionale, anche i voti su Pesaro stanno interpretando quello che è il governo nazionale, quindi mi aspettavo un calo, ecco, certo se la Lega raggiungesse almeno 6%, 6,5% sarei molto felice. Ecco, in questi anni ha lavorato nel Consiglio Comunale come opposizione al sindaco Matteo Ricci che vola come europarlamentare a Bruxelles, le chiedo anche un commento su questo. Come ho detto prima, faccio i miei personali complimenti a Matteo Ricci perché sicuramente è un uomo preparato e comunque è un uomo di Pesaro e quindi fa piacere che qualcuno della rappresentanza della città sia addirittura in Europa, quindi gli auguro tutto il meglio e un buon lavoro per il futuro. Simona, se non ci sono domande liberiamo l'ospite. No, ti saluto, grazie, perché abbiamo anche altri candidati da ascoltare qua su Fano, quindi ci riaggiorniamo tra poco. Grazie. Chiedo voi, alla regia, sei pronta Stefania? Altrimenti, visto che è stato citato Matteo Ricci con l'importantissimo risultato che ha raggiunto, possiamo anche riproporre ai nostri telespettatori che si fossero sintonizzati non proprio all'inizio di questa diretta le prime dichiarazioni dell'ex sindaco di Pesaro, oggi europarlamentare del PD. Ce l'abbiamo? Abbiamo Stefania, come non detto, quindi andiamo da lei e poi ci riaggiorniamo più tardi, ve la facciamo ascoltare dopo. Stefania, a te. Simona, grazie del collegamento, siamo con Erika Maggi, candidata del PD, e giovanissima che ha tantissimi progetti appunto proprio per i giovani. Come sono le emozioni, come ti senti? Sono molto emozionata perché è la mia prima volta, quindi stiamo respirando aria così, siamo energici, speriamo che vada bene, siamo un bel team, ci sono tanti altri giovani, quindi siamo pronti, siamo carichi. Tra l'altro Erika mi ha già raccontato che in caso di vittoria ha tantissimi progetti appunto per i giovani, a partire dalla salute mentale. Raccontiamo ai nostri telespettatori di che cosa si tratta. Sì, assolutamente. Noi giovani abbiamo questo tema che ci sta particolarmente a cuore, quindi pensiamo sia necessario investire fondi e risorse appunto su questo tema per cercare di supportare tutte quelle persone fragili, ma non solo giovani, ma chiunque abbia bisogno e quindi sosteniamo sia proprio fondamentale. Poi oltre a questo sicuramente l'aspetto dell'istruzione, del lavoro, quindi pensiamo anche a noi giovani che spesso ci ritroviamo senza lavoro, quindi è necessario avere un lavoro dignitoso, ma anche maggiori spazi di condivisione in cui appunto ci si possa relazionare tra di noi, e quindi diciamo che i progetti sono tanti, speriamo di poterli concretizzare con queste elezioni insomma. Ma entriamo nel vivo della diretta, che qua vogliono sapere, sono tutti in fibrillazione per sapere come stanno andando le cose, com'è l'aria dentro la sede del PD
Siamo ancora speranzosi perché alla fine non si sa ancora, i seggi scrutinati sono ancora pochi. E siamo al 25% circa, no? Speriamo di arrivare al ballottaggio. Cosa pensi? Fiduciosa? Sì, dai, non perdiamo la speranza. In caso di ballottaggio, a che ora pensi che si finirà stasera? Festeggiamenti andranno avanti fino a tardi? Probabilmente sì, però va bene, speriamo bene. Va benissimo, Simona, noi per ora ti ridiamo il collegamento e ci dirigiamo verso la sede del PSI per andare a capire qualche novità anche appunto dalle altre sedi. Attendiamo, allora prima di rimandare l'intervista di Ricci vi faccio vedere i dati ufficiali per quanto riguarda il comune di Fanno. Luca Serfilippi del centrodestra 1212, Fanesi 737, Marchegiani 389. Rigè, se ce l'abbiamo facciamo riascoltare, come anticipavo poco fa, le dichiarazioni rilasciate dall'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che insomma ha raggiunto questo importantissimo risultato. Straordinario, stanno arrivando gli ultimi seggi da Roma e arriveremo intorno alle 100.000 preferenze. Davvero un risultato storico, impensabile. Sono stati mesi difficilissimi, davvero abbiamo scalato l'Everest, come ho detto, 25.000 chilometri, e voglio ringraziare davvero tutti coloro che mi hanno aiutato. Sono tantissime le persone in tutte e quattro le regioni del Centro Italia che mi hanno sostenuto, mi hanno dato la carica, mi hanno supportato, e davvero voglio ringraziare ognuno di loro, anzi vorrei abbracciare uno a uno. E adesso davvero parte la riscossa in Europa, dove passano gran parte dei nostri destini, parte la riscossa per le Marche, perché solo nelle Marche 52.000 preferenze, un risultato impensabile, e parte anche la discorsa dei democratici in Italia e in Europa, perché da queste elezioni esce un risultato incoraggiante e adesso dobbiamo davvero mettercela tutta. Grazie, grazie, grazie. Queste le dichiarazioni di Ricci, noi ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo in diretta per aggiornarvi in tempo reale. Ci siamo, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, un dato ufficioso, pare che Serfilippi sia al 51,3% con 44 sezioni scrutinate, questo è sempre un dato ufficioso perché invece in base a quelli pubblicati, non andiamo nel sito della prefettura ma in quello del comune di Fanno, quelle scrutinate sono soltanto 11 e in questo caso danno Serfilippi sempre in vantaggio. Dunque, adesso vediamo, abbiamo Enrico Rossi al telefono, giusto? Sì, oh, riconfermato, sindaco, è stato scongiurato il commissariamento del comune. Vorrei intanto, prima di lasciarle la parola, far vedere dal sito ufficiale le percentuali, l'affluenza 61,83. Abbiamo sentito le sue parole nei giorni scorsi su Occhio alla Notizia, preoccupate perché insomma alcune persone stavano cercando di convincere i propri concittadini a non andare a votare oppure lasciare scheda bianca. Invece il risultato dell'affluenza possiamo dire che è più che positivo per il comune di Cartoceto e i cittadini l'hanno premiata. Ma io credo che forse mai come questa volta in realtà non è il successo del progetto politico-amministrativo che si è presentato a questa tornata elettorale, ma è la vittoria dei cittadini che hanno risposto con grande senso di responsabilità nel primario ed esclusivo interesse di tutta la comunità e di tutto il territorio. Questo è sicuramente, credo, il dato e la nota più importante in questa tornata. Ricordiamo che la lista civica adesso ancora avanti è stata l'unica a scendere in campo appunto per queste amministrative. Mi può anticipare brevemente i progetti che secondo lei si riveleranno strategici per il futuro? Ma guardi, intanto se mi consente cercherei anche di evidenziare un altro dato molto importante, perché ha accennato al fatto che appunto la lista civica adesso ancora avanti era l'unica in campo. Nonostante il leggero decremento delle percentuali di affluenza rispetto a 5 anni fa, ovvero dal 69 al 61% circa, abbiamo praticamente confermato lo stesso dato del 2019, cioè circa il 73-74% a favore in questo caso della lista civica adesso ancora avanti. E quindi questo dà anche il senso e il tenore, certo, a quello che dicevo prima, cioè il senso di responsabilità dimostrato da parte dei cittadini. Quali progetti? Beh, quelli che più volte abbiamo ripetuto in questi ultimi periodi di campagna elettorale, cioè inserire tutti quei servizi
all'interno di quei contenitori, di quei grandi investimenti infrastrutturali a cui abbiamo instancabilmente lavorato per 10 anni, e quindi ci riferiamo ovviamente al centro civico, a tutto ciò che abbiamo creato all'interno del borgo storico di Cartoceto, all'interno delle due officine, quella di Lucrezia e quella del capoluogo, così come tutto ciò che riguarda l'ambito scolastico e l'ambito sportivo. Ora è necessario assolutamente implementare ulteriormente i servizi all'interno di questi investimenti infrastrutturali che credo meritino ormai il territorio di Cartoceto tutto nella sua interezza. Ci sarà tempo per valutare gli assessorati anche in base alle preferenze e alle competenze, ma che squadra l'ha appoggiata? Ma è sicuramente una squadra composita, perché c'è una bella parte dell'amministrazione uscente che mi ha accompagnato negli ultimi 10 anni, e quindi una parte fatta di esperienza, di conoscenze, di competenze, e quindi che conosce ormai in modo abbastanza rodato la macchina amministrativa. E poi devo dire che c'è anche tanto entusiasmo, tanta passione da parte invece dei nuovi innesti, tante capacità attitudinali che credo potranno essere spesi in diversi ambiti, e quindi, come si dice in questi casi, il giusto mix che credo, insomma, spero nell'interesse della comunità saprà rispondere alle diverse aspettative. Sindaco, in chiusura possiamo, sì, sicuramente sarà soddisfatto, ma che emozioni sta provando? È felice, insomma, avrà tanti altri anni davanti a sé per prendersi cura del suo territorio. Insomma, poi lei era stato eletto la prima volta giovanissimo, per cui lo sta vedendo crescere. Guardi, diciamo questo, io sono già 15 anni che faccio l'amministratore qua a Cartoceto, perché ancor prima dei due mandati da sindaco ho avuto anche l'onore di ricoprire il ruolo di assessore. Sì. Quindi ormai sono un'esperienza sicuramente consolidata, eppure non le nego che ogni volta è un'emozione diversa, che ovviamente poggia su tutto quello che è l'esperienza, ma di certo non si può dire che l'emozione di oggi non è inferiore rispetto a quella provata 10 anni fa. È un'emozione diversa, ma sicuramente per certi versi lo è in maniera anche più forte, perché anche più consapevole, poggia, certo, esattamente tutta quella che è la consapevolezza di ciò che è stato fatto, di quello che non è stato fatto, degli errori, delle mancanze e di tutto ciò soprattutto che ti aspetta. Grazie mille sindaco, grazie e complimenti. Di nuovo grazie a voi. Grazie per questo collegamento da Cartoceto. Andiamo a Pergola, perché c'è il dato definitivo che ci aveva anche anticipato l'onorevole Baldelli. Vediamo che è stato eletto sindaco Diego Sabatucci con 2.257 voti, pare al 67,01%, quindi Simona Guidarelli, sindaco uscente, non è stata premiata nuovamente dai suoi cittadini, si è fermata a 1.111 voti, pare al 32,99%. Dovremmo avere anche un collegamento, perché abbiamo adesso tantissimi ospiti che hanno il piacere di insomma darci anche il loro commento. Vediamo se è pronta. Andiamo da Stefania, vediamo al suo fianco il candidato sindaco Stefano Marchegiani, quindi già insomma si esprime. Siamo pronti, Simona. Prego. Stefano, le prime impressioni? Ma le prime impressioni sono di un voto che dà un consenso molto ampio e quasi di sicurezza a Luca Serfilippi, che adesso vediamo con il proseguo degli scrutini di altri seggi, però al momento mi pare di capire che potrebbe vincere al primo turno, e se così fosse ha già i miei auguri di buon lavoro. Noi ci siamo impegnati molto, siamo relativamente soddisfatti, speravamo di stare un pochino sopra il 20, che sembra la percentuale accreditata in queste ore, speravamo in qualcosa di più probabilmente, e speravamo ovviamente di arrivare al margine del ballottaggio, cosa che se fosse sarebbe sul filo di lana, immagino. Quindi adesso attendiamo ancora forse un'ora e mezza per sapere l'esito definitivo di tutti i seggi. Ancora c'è speranza, però. Scusate, qui al PSI tra l'altro. Ma la speranza è l'ultima a morire, però resta un dato politico, no? Una forte percentuale di consenso a chi ha fatto opposizione a questa amministrazione. Noi abbiamo tentato di alzare l'asticella per tempo, di fare proposte, di allargare il campo, ma insomma qualche responsabilità c'è stata a non accettare questa proposta di includersi nelle primarie degli assessori, e credo che questo sia stato il vulnus principale. Qui al PSI c'è molta fibrillazione, sono ancora in attesa, ovviamente nella speranza di novità positive, e come ha appena detto Stefano Marchegiani ci vorranno ancora 1-2 ore per avere i dati un pochino più definitivi, quindi tutti in attesa dei dati, ecco, più precisi. Ecco Stefano, comunque com'è, sì, una cosa inevitabile. Com'è andata questa generale campagna elettorale complessivamente?
Ma bene, la campagna elettorale è andata bene anche grazie a voi che ci avete ospitato tante volte, quindi siamo arrivati nelle case anche per chi non aveva le possibilità di seguirla on the road, come si dice. Poi siamo stati sempre in mezzo alla gente, nei quartieri, nelle sezioni, quindi per quanto non basta mai, penso che sia stata una campagna elettorale molto intensa, almeno dal mio punto di vista è stata una buona campagna elettorale. Bene, grazie. Allora, Simona, se vuoi possiamo continuare col... Sì. Ah, visto che ci noi siamo, siamo pronti, abbiamo vai, qui prosegui, facciamo un viaggio persone. All'interno della sì, sede del PSI. Abbiamo già Marta Ruggeri, se vuoi. Assolutamente sì. Sì, facciamo, perfetto, grazie Stefano. Grazie allora, ancora. Con Marta Ruggeri facciamo intanto qui una panoramica nella sede del PSI e chiaramente sono tutti appunto, come puoi immaginare, tesissimi. Candidati simpatizzanti, insomma, che si alternano. Di forte tensione. Certo, certo. Marta, buon pomeriggio. Buonasera Simona, buonasera. Ormai sì. Sì, 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 stavamo dicendo appunto che ancora comunque c'è aria di tensione perché insomma ancora dobbiamo aspettare i risultati definitivi. Certo, dobbiamo aspettare questi risultati definitivi anche se un trend purtroppo dal nostro punto di vista si sta già delineando, cioè un centrodestra come era prevedibile molto forte, siamo vicini al 50%, poco sopra, poco sotto, poco importa perché il divario nei confronti del centrosinistra non è che sia di pochi punti. Questo sta a testimoniare che bisognava assolutamente lavorare molto di più per creare quel famoso campo largo che noi amiamo chiamare campo giusto, che sarebbe stato l'unica soluzione per frenare la deriva del centrodestra. Io questo l'ho sempre sostenuto, l'ho sempre detto pubblicamente, l'ho detto anche privatamente quando mi è stato possibile ai vari segretari di partito locale. Detto questo, i numeri adesso ci danno conferma, insomma Pesaro un Biancani che vola con un centro-sinistra allargato, compreso il Movimento 5 Stelle, uno Scaramucci Urbino che si sta giocando il testa a testa con Gambini che è candidato al suo terzo mandato, quindi dove il campo giusto è stato creato con un progetto serio, i risultati ci sono, Fano purtroppo non è stata fatta questa scelta e ne stiamo tristemente pagando le conseguenze tutti. Beh, ancora c'è tempo perché si può sempre fare una grande alleanza. Aspetta. Si può sempre, insomma, allargare. Sì. Siete pronti? Sì, caso sì, sì, ci si penserà seriamente perché per noi prima viene il progetto e poi le poltrone. Per qualcun altro non è così, quindi fino adesso ha pesato questo approccio diverso alla politica e quindi bisogna vedere innanzitutto parlare con le urne chiuse, i risultati definitivi e poi verificare se c'è a questo punto l'apertura degli occhi su una situazione politica che è veramente cambiata e il Movimento 5 Stelle ci aveva visto giusto, insomma. Simona, possiamo fare ancora una panoramica? Un attimo solo, ho un'altra domanda per Marta, visto, linea. Ho un'altra domanda per Marta, visto che ci siamo, perché sì, per quanto riguarda sì, i progressisti, il Movimento 5 Stelle, sì, come immaginavamo, è il primo partito. È stato un po' deludente anche il dato a livello nazionale, abbiamo sentito le parole di Di Maio, per quanto riguarda le europee, quelle come ce le commenta? Di Di Maio? Conte, di scusi, Di Maio scusi. O di Conte? Conte, Conte, sì sì. Ah, che ha parlato di risultati no, deludenti. Di Maio ormai l'abbiamo archiviato. Sì. Sì, certamente sì, sì, sicuramente condivido col nostro presidente che il risultato alle elezioni europee è stato deludente, mentre parlando della situazione politica attuale abbiamo anche qui perso dei punti rispetto alle scorse elezioni, però è anche vero che è la prima volta che ci presentiamo in coalizione, che il nostro elettorato si deve abituare a questa nuova situazione. Avevamo già messo in conto che probabilmente avremmo perso dei voti di lista, ma l'abbiamo fatto con generosità, pensando che invece creando comunque un'alleanza sarebbe stato più facile arrivare al ballottaggio. Quindi, come è successo a Pesaro, è successo a Urbino, ripeto, a Osimo e in altre città delle Marche dove questa alleanza è stata fatta, il Movimento 5 Stelle ha perso dei punti suoi di lista, però ha investito per un progetto della città. Le questioni invece che riguardano le europee le lascio insomma a qualche organo superiore rispetto a me. Grazie Marta Ruggeri, buon proseguimento, ci riaggiorniamo più tardi. Invece Stefania, se vuoi continuare, se hai anche... Ci riaggiorniamo più tardi o possiamo andare avanti con le interviste? Potete sì, andare guarda, avanti. Quindi ho subito un candidato con me, sempre Daniele Di Tota del PSI. E quali sono le sue aspettative?
Ah, c'è poco da avere aspettative, diciamo che i voti che arrivano in questo momento, quindi i risultati parziali, non sono incoraggianti, no? Quindi adesso aspetteremo i risultati definitivi, ma per il momento insomma sembra che il messaggio che volevamo trasmettere non è stato capito e quindi tendenzialmente insomma siamo in attesa in questo momento. Vediamo, andiamo avanti con l'attesa dei risultati definitivi, vi restituisco la linea e grazie. Ci riaggiorniamo dopo. Noi andiamo un attimo invece nella sede del centrodestra, se riusciamo a spostarci, insomma ci colleghiamo con Ester e poi anche con Pesaro, perché pure là abbiamo degli aggiornamenti. Nel frattempo vediamo un attimo come stanno andando. Ah, ce l'abbiamo già, perfetto, con Maria Flora. Prego. Ester, a te la linea. Sì, Simona, ecco, collegandoci un attimo sul sito del Comune di Fano, le sezioni scrutinate alle 17.58 sono 15 su 68 con un 54,81% per la coalizione del centrodestra. E ci ha raggiunto Maria Flora Giammarioli, candidata per Fratelli d'Italia, con la sua bici volante direttamente da Carrara. Raccontaci un po'. Beh, oggi è stata un'avventura perché sono andata in bicicletta, vado in bicicletta a Carrara e niente, all'una con 30 gradi, dopo pranzo, dopo Rosciano, ho detto io non ce la posso fare, vabbè ce l'ho fatta. È arrivata qui. Com'è stata questa campagna elettorale? Un po' sui generis, molto molto folcloristica e teatrale. Beh, diciamo che me la sono cucita addosso, sicuramente non è stata per me divertente, anche intensa, perché ho invitato tante persone nella mia casa, ho aperto la mia casa, ovviamente in quell'occasione non ho mai parlato di politica, questo sia chiaro, e poi insomma questa macchina particolare, insomma ho cercato di fare delle cose, ho coinvolto mio papà, ho cercato di fare delle cose che fossero mie, ecco, non è che volessi stupire per forza, ma io sono così e non per niente per 8 anni sono stata un po' vulona, quindi però ecco, è stato comunque un'esperienza molto carina. Bene, è sicuramente manifesta la tua passione per il teatro, per tutto ciò che concerne le attività insomma artistiche della città di Fano, e mi è duopo Flora di farti questa domanda: in caso di vittoria piacerebbe essere la direttrice del Teatro della Fortuna di Fano? Guarda, mi piacerebbero tante cose, ovviamente sarà Luca a decidere quello che si riterrà, in base alle mie competenze, si riterrà di affidarmi un ruolo, se sarà così lo farò, con tutta la passione e la competenza che mi contraddistingue, ovviamente per quello che riguarda la cultura e i grandi eventi, questo è il mio campo, quindi non mi azzardo ad andare dove, in campi che non conosco logicamente. Allora, a prescindere dalle preferenze e dalle votazioni, insomma, poi vedremo più tardi i risultati definitivi, ma secondo lei, a proposito di cultura, eccetera, di che cosa ha bisogno Fano? Cultura, eventi che poi vanno di pari passo. Diciamo che Fano ha tanto, perché come si diceva è naturalmente culturale, secondo me questo va sfruttato, cioè non è che ci dobbiamo inventare chissà cosa nel 2024, sicuramente dobbiamo mettere in sicurezza le manifestazioni e dare spessore a tutta la cultura che abbiamo, dalla romanità, abbiamo, voglio dire, le mura più importanti dopo Roma d'Italia se non d'Europa, ma non lo sa nessuno, quindi grandi, piccoli, le cose che ci mettano sicuramente in sicurezza. Poi, detto questo, se ci sono altre occasioni per attirare su Fano attenzioni importanti, beh, ovviamente ben vengano. C'è la questione dell'ISIPO, tutta da studiare, lì ci possiamo giocare veramente tanto. Assolutamente. Sì. Avendo, se ci sarà una filiera di Fano al centrodestra, la regione al centrodestra, il governo al centrodestra, probabilmente sarà tutto più semplice, ecco, anche se ovviamente una cosa come l'ISIPO è logico che trasversale, però sicuramente sarà più semplice arrivarci. Insomma, ci sono tante cose da poter fare, ma ecco, adesso non è che mi voglio sbilanciare, perché non è che adesso dobbiamo spoilerare il programma, perché è anche sciocco, inopportuno adesso. Però insomma, ci sono tante cose da fare e quindi se sarà possibile le faremo, ecco, su quello non c'è dubbio. Devo dire che dopo 8 anni di carnevale a me non spaventa nulla. Infatti glielo stavo per dire. Sappiamo bene, conosciamo nulla. Molto questo, bene quella macchina.
insomma, quindi così importante. Grazie, grazie per questo collegamento. Ricordiamo il seggio di provenienza, era Carrara, Maria Flora? Sì, il seggio 54. Qualche indiscrezione, come è andata? Beh, devo dire, no, è andato tutto molto liscio. Una cosa carina che posso raccontare è che una scheda era firmata, nel senso il signore ha dato la sua preferenza e poi ci ha tenuto a firmarla. Si è autografato, sono insomma. Proprio io. Si è autografato, sì. Va bene, grazie mille. A proposito di curiosità, ci aggiorniamo dopo se non hai altri dati ufficiosi? Sì, sì, ci aggiorniamo e stanno lavorando di là, sono tutti un po' ermetici, abbiamo un po' di tensione, quindi sicuramente richiederò la linea a breve perché sento che qualcosa sta bollendo in pentola. Grazie mille, a dopo. Chiedo alla regia invece se possiamo raccontare anche della coppia di nuovo sposi alle urne oppure se abbiamo già Marco Lunigro in collegamento da Pesaro. Ditemi voi. Ok, allora intanto vi racconto che cosa è successo ieri, l'abbiamo letto anche nei quotidiani questa mattina, ma noi c'eravamo. A Fano una coppia di sposi il giorno del matrimonio che ha coinciso appunto con il giorno delle votazioni, dopo aver pronunciato il fatidico sì in chiesa Fano 2, si sono recati al seggio, questa, insomma, marito e moglie, nel seggio di Centinarola, e quindi è stato un voto in abito nuziale. Loro sono Nicola Sbrega di 31 anni e Laura Morelli di 29. Sentiamo le loro brevi dichiarazioni una volta usciti dalle urne. Che emozioni provate in questo giorno così importante? Beh, sicuramente tante. Sì. Descriverle, allora, gioia sicuramente. Sì, un sacco di affetto e siamo veramente pieni di gioia e di affetto. Adrenalina, e di amore. Adrenalina anche. Sì, sì, sì. È un po' di coraggio che ci vuole anche in questi casi. Da quanto tempo state insieme? Quasi 4 anni. Quasi 4 anni, ci siamo conosciuti nel 2020. Per caso, grazie ai nostri amici. Perché avete deciso di votare nonostante i festeggiamenti? Perché sicuramente è importante, è un dovere civile e anche un diritto civile, quindi sicuramente anche nel giorno del nostro matrimonio è capitato così, quindi perché no? Soprattutto per visto tutte le persone che hanno sacrificato anche la loro vita per darci questo diritto, quindi mi sembrava il minimo oggi venire qua. Come prosegue la vostra giornata? Allora, andiamo a fare altre 2 foto sicuramente. Sì. E poi andiamo verso il cibo. Esatto, e poi a far festa, che dove ci raggiungiamo, aspettano. Raggiungiamo i nostri invitati, le nostre famiglie, i nostri amici. E festeggiamo per continuare fino a stasera. Sì. Esatto. Il nostro Luciano che ha intervistato questa coppia di spose all'uscita del seggio di Centinarola, insomma, anche un bel esempio che hanno dato a tutti noi, a tutte quelle persone che non sono andate a votare, che come dicevamo in apertura, insomma, è un italiano su 2, non poco. Se abbiamo il collegamento da Pesaro, se no andiamo a verificare un attimo tutti i dati che comunque per quanto riguarda Fano vedete sempre in grafica. Vi consiglio di prendere i dati del Comune, non della Prefettura, perché abbiamo un aggiornamento un po' più veloce, infatti sul Comune da 16 su 68 per quanto riguarda le sezioni scrutinate, e vediamo che Fanesi al 26,71%, Marchegiani al 18,4%, Luca Serfilippi al 55,25%, quindi qualche seggio in più rispetto a quelli che noi stiamo mandando in grafica. Vi ricordo anche che se non dovessimo avere una vittoria schiacciante da parte del centrodestra si andrà al ballottaggio tra 2 settimane. Ma andiamo a verificare anche se ci sono aggiornamenti negli altri comuni. Mi hanno anche anticipato che ci sta per raggiungere il sindaco di Monbaroccio Petrucci, che è stato riconfermato, e lui era correva in solitaria, però i cittadini lo hanno premiato e quindi avrà un secondo mandato da affrontare. Vediamo Cartoceto, abbiamo sentito poco fa il sindaco Enrico Rossi, anche lui è stato riconfermato primo cittadino, ma più o meno possiamo dire che hanno tutti già il loro sindaco. Possiamo fare anche velocemente un riepilogo, vediamo che ad Acqualagna è stato eletto sindaco Pierluigi Grassi di Uniti per Acqualagna. E poi andiamo avanti con gli scrutini ad Apecchio, 3 su 3, lo stesso. Qui abbiamo Vittorio Alberto Nicolucci che vince con 668 voti, pari al 57,8%.
e poi Belforte Alisauro 1-1, qui avevamo Federica Battazzi che correva in solitaria ed è stata confermata con la lista per un paese in comune con 293, ma vi faccio rivedere quello che ho annunciato poco fa, perché se andiamo a Monbaroccio vediamo che ci sono due sezioni. Ah, qui siamo però ai dati dell'affluenza, scusatemi un attimo, ritorniamo agli scrutini e andiamo su Monbaroccio, dove vediamo l'unico candidato, Emanuele Petrucci, di ancora più avanti, che ha ottenuto 1091 voti e quindi è stato riconfermato sindaco di Monbaroccio. Emanuele Petrucci, che noi abbiamo, grazie per essere, per averci raggiunto nei nostri studi, siamo molto contenti della sua presenza, l'abbiamo intervistata pochi giorni fa anche nel corso del nostro telegiornale, i cittadini l'hanno premiata e quindi il comune non verrà commissariato. Una grande soddisfazione anche per la decisione che poi hanno preso i suoi concittadini. Assolutamente, dottoressa Zunghetti. Intanto grazie per l'invito. Grazie a lei. Esco adesso dalla consacrazione, finalmente, dopo una bella cavalcata, perché anche se eravamo una sola lista non era così scontato. Monbaroccio per la prima volta andava con una sola lista. Per la prima volta dopo un quarto di secolo ha un'amministrazione che può stare in carica per 10 anni. E per la prima volta abbiamo trovato una comunità che si è stretta intorno a un'unica lista, anche perché guardando i numeri, quei 1091 votanti corrispondono al 91,5% delle schede presentate, con un 72% di affluenza. Ci sono dei dati, è stata più grande l'affluenza per le comunali rispetto alle europee, cosa che sembrava dovesse essere il contrario. In quanto dicevano, sindaco, stai tranquillo perché le europee saranno traino anche per le comunali laddove c'è una sola lista. Invece così non è stato. Non è stato così neanche nei comuni limitrofi, dove l'affluenza è stata tra il 35 e il 40% per europee. Ciò non ci avrebbe consentito di raggiungere il primo dei due quorum, perché il secondo quorum era quello del 50% delle schede valide. È già raggiunto nel primo pomeriggio di ieri, quindi insomma... Bravissima. Ieri nell'orario di pranzo, ero a messa, dico la verità, alle 11.35 mi è arrivato il messaggio perché c'erano le comunioni e quindi durante le comunioni mi è arrivato il messaggio con il coro della chiesa che è partito subito dopo, quasi fosse stata una consacrazione anche a livello... Fantastico. È stata sì, una cerimonia religiosa doppiamente bella. E quindi c'è stata però, ci sono dei dati rilevanti che vengono fuori, noi abbiamo portato a votare 1200 persone, parimenti a quante erano state nelle precedenti elezioni del 2019, quando contro le liste andarono a votare sempre 1200 persone. Ah, e abbiamo preso quei voti parimenti a quante le tre liste presero allora. Quindi si è contornato un territorio intorno a un'unica lista. Questo è segno di aggregazione, segno di una vicinanza, è un segno anche di un lavoro fatto e che la cittadinanza ha capito che debba essere continuato. E ringrazio coloro che hanno collaborato in questi 5 anni con me, ringrazio coloro che si sono messi a disposizione per i prossimi 5 anni per portare a termine quanto c'è da portare a termine, nonché portare a compimento tanti altri obiettivi che abbiamo messo sul piatto nel nostro percorso programmatico. Chiaro è che questo voto sancisce ancora un aspetto ancora più importante, quello per cui nel 2016 ci siamo lottati, che oggi è stato secondo me veramente consacrato. Le realtà dei piccoli enti sono quelle realtà che sono vicine ai cittadini, quelle realtà che permettono di portare quei valori costituzionali, repubblicani e democratici del nostro Paese a contatto con la cittadinanza. Quella cittadinanza che ha bisogno di un confronto, che ha bisogno di un'istituzione, che ha bisogno di una politica che parli con quei cittadini che hanno il fabbisogno e il bisogno. Cosa che sarebbe mancata nel caso di commissariamento del Comune e peggio ancora nel caso di incorporazione con Pesaro. Bravissima. Laddove vedo e ho visto le varie fusioni per incorporazione o d'altro, vedo un maggiore sfilacciamento fra l'istituzione e il territorio, fra l'istituzione e il cittadino. Questo porta ad allontanare il cittadino dal voto. E quei flussi, chiaro che sono tanti gli aspetti da mettere sul piatto, perché l'allontanamento e la disaffezione sulla politica porta su tanti fattori, ma quello secondo me è un fattore principale e il voto di oggi lo dimostra, perché abbiamo portato a votare il 72% delle persone, quando le europee portano a votare fra un 30 e un 40%. Sì, infatti è un dato veramente che fa riflettere questo, un dato significativo. Ha già incontrato quindi nella giornata di oggi i suoi concittadini?
Assolutamente sì, abbiamo aspettato la proclamazione, poi ci siamo ritrovati insieme, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo brindato. Questa sera si festeggia. Ah, avete già brindato? Sì, abbiamo cominciato, poi questa sera si continua. Giustamente. Senta, ma invece per quanto riguarda il territorio, come l'ha trovato, visto che adesso si stanno delineando un po' anche le altre figure, quindi sindaci, amministrazioni, c'è stata una sinergia con almeno quelli limitrofi o si potrebbe fare di più? Si può fare sempre di più. Sono tanti aspetti da mettere in rete, noi abbiamo un comune che guarda da una parte la Vallata del Foglio e dall'altra quella del Metauro. Abbiamo il Beato Sante che fa da spartiacque e confina per metà con Colli al Metauro e metà con naturalmente Pesaro. Abbiamo due vescovi, perché su Montegiano abbiamo il vescovo di Fano, nonché il vescovo di Pesaro sull'altro versante. Abbiamo due ambiti territoriali con cui ci confrontiamo. Chiaro che il territorio va visto a 360 gradi, almeno per la mia piccola realtà. Io ho trovato fortissima sinergia col Comune di Fano, questo sicuramente lo posso dire perché abbiamo fatto dei percorsi anche strutturali molto importanti, ma soprattutto con Colli al Metauro e con Cartoceto, dove abbiamo collaborato su tantissimi aspetti. Siamo dentro Pian del Bruscolo, dove c'è tanto da migliorare, e quindi il territorio, se non vive di sinergie, se non vive di confronto, se non vive di piani regolatori che parlino gli uni con gli altri, se non vive di un piano strategico ambientale, nonché di energia alternativa che parli l'uno con l'altro, farà sempre grandi difficoltà, però credo che ci siano le condizioni per poter dialogare con tutti. Ne sono convinta anch'io. Lei mi ha fornito nei giorni scorsi per il TG il vostro programma elettorale, è di 64 facciate, per cui per non creare ulteriormente caos non l'abbiamo stampato, però devo dire che è molto corposo, molto di più rispetto anche ad altre realtà più importanti. Ricordo di aver letto insomma tutti i vari candidati che l'hanno appoggiata, tutte le opere ultimate, ma anche quelle che devono essere avviate, oltre ai vari finanziamenti. C'è tanto da fare anche in un comune così piccolo? Assolutamente, assolutamente. Io ho sempre detto che per me Monbaroccio è come Roma, quindi va amministrata con la stessa passione, dedizione e obiettivi da porre sul piatto. Io credo che le piccole realtà, nel momento in cui hanno degli obiettivi, hanno una strategia, hanno un orizzonte temporale su cui poter lavorare, e con degli obiettivi su quell'orizzonte temporale, possono creare quei servizi che permettono a quei borghi di riaprire le porte a tante altre figure che volessero vivere nel nostro borgo. Penso solo ai nido, penso alle scuole d'infanzia, penso ai nuovi servizi di mobilità sostenibile, penso al nuovo ospedale di comunità, tante strutture che vanno nell'ottica di creare piccole realtà vive, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale. E quindi a quel punto si creano sinergie, si conosce la cittadinanza, si vive, si collabora con la cittadinanza, perché puoi mettere in quel programma anche 100 pagine, ma se poi costantemente non ti confronti con i cittadini per far sì che quello che stai facendo vada nell'ottica della giusta direzione, e questo avviene tramite il confronto, puoi fare anche 1000 pagine di enciclopedia, ma non troverai mai la strada giusta. C'è un progetto fatto da realizzare a cui tiene particolarmente? Beh, dal punto di vista sanitario sicuramente l'ospedale di comunità a cui chiedo... E lì si è battuto tanto. E lì ci siamo battuti tanto. La scuola d'infanzia con la piazza sul tetto, che diventa un punto culturale e sociale fondamentale per una realtà che come quella di Villa Grande, la frazione più grande senza piazza. Una scuola nuova, una scuola che vede anche il nido, una scuola che vede un nuovo centro civico dedicato ai giovani e ai meno giovani. Ma soprattutto quello che vorrei mettere sul piatto e che vorrei costruire e riaprire quelle porte ai ragazzi quelli tra i 18 e i 25 anni, quell'astensionismo forte del 15% che ha visto nelle precedenti elezioni votare solo 15 ragazzi su 100 di quella fascia d'età, cioè ragazzi che escono dal liceo, ragazzi che sono nel mondo universitario e che sono una risorsa per i nostri territori e che abbiamo bisogno di convogliare e coinvolgere, perché poi da lì può scaturire tanto. Perché sono il nostro futuro. Sono il nostro futuro, ma sono già devono anche il nostro... avere comunque dei loro spazi, devono... Brava. Avere la possibilità di crescere anche per evitare lo spopolamento, no? Uno, assolutamente, devono capire che sono parte integrante della vita istituzionale di un ente, perché da lì si sembra quasi banale dirlo, ma c'è un motore pulsante di idee, di innovazione che per quanto ci possiamo mettere di voglia, di intento, di conoscenze noi, c'è una velocità, un modo di pensare, un modo di creare diverso che può creare una prospettiva nei prossimi 30 anni di uno sviluppo veramente importante, su quelli bisogna lavorare, perché credo che possano dare tanto, ma altrettanto è vero che purtroppo sono poco coinvolti. E questo come istituzioni pubbliche non ce lo possiamo concedere. Lo avevo detto anche durante il nostro programma Primo Cittadino, ma probabilmente oggi abbiamo anche un pubblico diverso e più ampio, mi auguro. Lei, ogni volta che un suo giovane concittadino compie 18 anni, lo va a trovare, ha un piccolo riconoscimento, però è un segnale
proprio da lanciare ai giovani per quanto riguarda quello che diceva poc'anzi. Esatto. Il mio passaggio... Basta poco a volte, ma il messaggio poco. È forte e chiaro in quel caso. Vero, vero dottoressa, perché si sentono coinvolti, si sentono partecipativi. Ho visto tanti giovani a votare, cosa che insomma vorrei vederli poi i numeri e un po' sviscerarli, perché un po' mi piace tanto, ma capire quanti più giovani sono venuti questa volta rispetto anche al passato, cosa che secondo me diventa anche un motivo di studio, di parametrazione, ma soprattutto gli faccio capire e devono capire che a prescindere da dove saranno, in qualsiasi parte lo studio, il lavoro, il mondo li porterà, con i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso, noi come amministrazione siamo a disposizione. Loro devono coinvolgere noi e noi dobbiamo coinvolgere loro, perché solo così possiamo dare una speranza al futuro, perché Petrucci c'è questa volta, c'è spero fra 5 anni se non mi sfiduceranno prima, però è giusto che ci sia anche qualcuno che venga dopo e che magari venga dal mondo dei più giovani. E magari appunto sia proprio uno di quelli che lei ha incontrato per regalare la pergamena. Grazie sindaco per essere stato con noi, grazie. Buon lavoro, avremo a questo punto modo di chiacchierare anche in modo un po' più approfondito durante il primo cittadino che riprenderà insomma dopo la stagione estiva. Molto grazie volentieri. Per averci raggiunto e buon festeggiamento. Grazie dottoressa, buon lavoro, grazie per l'invito. Un saluto anche a tutti i mombaroccesi, grazie di nuovo a lei. Noi cerchiamo di capire invece se abbiamo Marco in collegamento, perché dovrebbe avere degli aggiornamenti così come Ester e sono importanti. No, ancora no, però insomma dice che può avere un'intervista e pare che insomma la percentuale che riguarda i Ser Filippi sia ancora più alta. Adesso proviamo a riaggiornare intanto le pagine con i dati ufficiali, non ufficiosi, della prefettura e del comune di Fano. Quello del comune di Fano ci dà Ser Filippi al 53,4%, 18% per Marchigiani, 28,25% per Cristian Fanesi, che quindi è secondo rispetto come coalizione. In questo caso sono 20 quelle scrutinate su 68. Andiamo a vedere invece nello scrutinio della prefettura, ma dove ecco sono 17, infatti insomma arrivano sempre un po' più tardi. Rifacciamo anche un attimo un girovolante in tutti gli altri comuni, non ricordo dove eravamo arrivati prima. Allora, Ester chiede la linea, adesso è il tempo di collegarci con lei. E, andiamo su Pesaro, dove quelle ufficiali sono 44 su 106, quelle scrutinate. Vediamo Biancani che è al primo posto con il 61,29%, per cui non si andrebbe al ballottaggio neanche in questo caso, ma insomma ce ne sono ancora tante altre da scrutinare in base però a quanto insomma ci diceva anche l'Onigro. Pare che questo trend ormai sia confermato. Vedo Ester con Brandoni, per cui Ester, se mi senti, a te la linea. Sì. Sì, Simona, ti sento. Prego, Alessandro. Sì, ci ha raggiunto anche il segretario della Lega di Fano, Alessandro Brandoni. Alessandro, come sta andando? Qual è la tensione? C'è molta tensione, ma insomma i dati ufficiosi ci danno già qualche insomma videata di maggioranza. Ma sì, la tensione è ovviamente altissima, perché siamo veramente vicini a un risultato storico, però ancora non è sicuramente scontato. Stiamo esaminando i dati che arrivano da tutte le sezioni, dai nostri rappresentanti di lista, e c'è molta fiducia, però ancora incrociamo le dita, manca poco, ma dobbiamo ancora aspettare qualche minuto, spero pochi minuti. Ovviamente una campagna elettorale molto sentita, molto attiva. Sì, assolutamente, io credo che il risultato che è stato molto buono della Lega alle elezioni europee, dove il comune di Fano si è contraddistinto per il miglior risultato dei comuni in Italia sopra i 50.000 abitanti, si è in qualche modo replicato anche, perlomeno per i dati che abbiamo, replicato anche alle comunali, e quindi questo ci dà grande soddisfazione. Vedo un andamento comunque buono di tutti i partiti del centrodestra, delle liste, quindi poi vedremo alla fine. Simona, c'è qualche domanda dallo studio per Alessandro Bordoni? Di verificare anche altri dati per quanto riguarda il comune di Fano, però insomma ancora c'è un po' da attendere, giustamente come dicevate, quindi aspettiamo un'oretta due. Quali sono le proiezioni, Brandoni, entro quando si potrà avere secondo lei il dato definitivo? Definitivo quantomeno, insomma, sicuro? Allora, il dato ufficiale credo che bisognerà aspettare ancora qualche ora. I rumors sono positivi. Ripeto, noi stiamo raccogliendo tutti i dati delle sezioni dei rappresentanti di lista, ancora non abbiamo un dato che può essere considerato ufficioso, ma appena lo avremo credo che lo comunicheremo. Simona, abbiamo... Sì.
Dimmi pure. Sì? Sì, alle 18:18 l'aggiornamento delle sezioni scrutinate sono 20 su 68 con una percentuale del 53,4. Sì. Ecco, Brandoni, andato... possiamo anche dire che in realtà se non dovesse vincere il centrodestra al primo turno comunque andrete al ballottaggio e quindi una sfida che durerà ancora 2 settimane. Assolutamente. Insomma, sì, ma c'è. Noi speriamo, la speranza c'è. Ok, grazie, ci riaggiorniamo più tardi, grazie, appunto grazie quando abbiamo dati ufficiali e anche insomma sezioni scrutinate maggiori. Esther, se non hai altri dati o altro da aggiungere, ci ricolleghiamo più tardi. No, vedo che ci ha raggiunto in sede anche Stefano Guzzi, quindi magari vi richiedo la linea a breve. Volentieri, così commentiamo con lui anche i dati europei. Grazie Esther, ci sentiamo dopo, grazie anche a Brandoni per questo collegamento. Vorrei intanto parlare delle amministrative del 2019, siamo andati a recuperare qualche dato. 5 anni fa gli elettori fanesi erano tornati alle urne il 9 giugno ma per il ballottaggio tra Massimo Seri e Lucia Tarsi, lo ricorderete. Al primo turno il candidato del centro-sinistra Massimo Seri aveva ottenuto il 47,35% delle preferenze, Tarsi del centrodestra il 33,3%. Marta Ruggeri, qui parliamo sempre del primo turno, del Movimento 5 Stelle che abbiamo visto anche prima durante l'intervista fatta dalla Schiaroli, il 18,07 delle preferenze pari a 5.984 voti. Poi c'era Teodosio Auspici della sinistra Perfano che aveva ottenuto l'1,27%. Al ballottaggio poi Seri aveva vinto con il 63,1 delle preferenze e 16.736 voti, Tarsi invece il 36,9. Per quanto riguarda invece l'affluenza, al primo turno avevamo raggiunto il 66%, al secondo turno il 52,97%. Abbiamo un sindaco di Sant'Ippolito al telefono, Marco Marchetti, grazie per questo collegamento e benvenuto. Buonasera Simona, buonasera a lei, grazie per l'invito. Vorrei intanto andare a recuperare anche le sue amministrative, sicuramente sono di qua, per far vedere l'affluenza anche ai nostri telespettatori, quelli che riguardano la provincia. Andiamo nel suo comune che è quello di Sant'Ippolito, vediamo se lo recuperiamo, eccolo qua, vediamo il 72,60%. Ha portato lei insomma la sua lista, la sua squadra, tanta gente a votare? Guardi, a differenza anche del dato nazionale e regionale, provinciale. Sì, la correggo perché il dato definitivo poi è 75% di affluenza. Quindi è diverso perché... rispetto a quello della prefettura, ancora di più, sì, mi dice lei. Ancora di più, me l'hanno comunicato i seggi poco fa e sono orgoglioso perché mi pare che sia il dato di affluenza più alto, il terzo o il quarto dato di affluenza più alto di tutta la provincia, per cui sono molto orgoglioso e molto... contento del segno di stima che hanno dato i santipolitesi a questa lista e a questo progetto nuovo che abbiamo creato. Insomma, lei ha un trascorso politico importante perché da Roma è ritornato a Fano, dove appunto è stato eletto sindaco, quindi ha governato per 5 anni la sua città, ora viene riconfermato, quindi insomma avrà tanto altro lavoro da fare per Sant'Ippolito. Sì, c'è un grande senso di responsabilità, ma come dico sempre, è vero che sono stato a Roma, ma questo è l'impegno più bello che abbia mai assunto in politica. Fare il sindaco di un comune, essere a contatto quotidianamente con il sudore, con i problemi delle persone, con anche le gioie delle persone. Per cui non rimpiango i miei trascorsi, perché questa è l'esperienza più bella che poteva capitarmi. E i prossimi 5 anni saranno, penso, più impegnativi, perché questa... segnale di fiducia mi obbliga a un grande senso di responsabilità, a me e a tutta la mia squadra, che chiaramente ringrazio perché questo è un risultato non individuale, ma è un risultato di una squadra molto forte che ha lavorato molto bene in questi... Ci sono dei volti nuovi, ci sono invece persone nella sua squadra che magari l'hanno affiancata nel ruolo di assessore? Allora, è una squadra che al 50% portava l'esperienza degli ultimi 5 anni, al 50% sono invece new entry, con grandi competenze, è una squadra che ha il 50% uomini e 50% donne, è una squadra che rappresenta tutte le frazioni di Sant'Ippolito, per cui è veramente un nuovo progetto. Abbiamo deciso di lasciare da parte le nostre provenienze politiche o culturali, ma per fare un progetto di unità e di
forte coesione per Sant'Ippolito. Il dato che viene dalle urne dimostra che questo... È caduta la linea, cerchiamo di recuperarlo perché avrei ancora qualche domanda da fare al sindaco Marco Marchetti, che appunto potrà fare questo secondo mandato, insomma, perché i suoi cittadini lo hanno premiato. Tra l'altro, regia, vi chiedo anche l'aiuto per quanto riguarda gli schermi di fronte a me, perché devono essere riavviati. E se riusciamo ad averla quasi subito, attendiamo qualche secondo, perché se riusciamo, insomma, con questa chiacchierata con il sindaco rieletto di Sant'Ippolito, ne sarei felice, vorrei insomma sapere anche di qualche progetto. Poi devo dire che in questo anno, in questi ultimi due anni, abbiamo rapporto con... dicevo, abbiamo recuperato, insomma, abbiamo stretto una maggior sinergia con il comune di Sant'Ippolito, e di questo io ne sono molto orgogliosa, quindi sicuramente continueremo anche verso questa direzione. Fatemi sapere, aggiornatemi. Dovrebbe essere in linea. Ok. Marco, mi sente? Sì, sono. No, dicevo, sono orgogliosa perché comunque in quest'ultimo periodo Fanu TV e Sant'Ippolito hanno collaborato maggiormente, quindi di questi rapporti, insomma, ne andiamo orgogliosi, e quindi sono convinta che poi proseguirà anche, visto che è stato rieletto sindaco, mi auguro anche nel corso dei prossimi anni. Volevo chiederle però che quali progetti lei ha per il comune di Sant'Ippolito? Allora, intanto noi abbiamo 4 milioni di lavoro, di lavori già in corso, che stanno per partire, quindi abbiamo già i primi 2 o 3 anni impegnati. Poi chiaramente ci saranno tutte le opportunità future. Mi permette, se vuole, lo diceva lei, lo ribadisco. Vorrei ringraziare Fanu TV per la collaborazione di questi anni. Siete stati molto importanti per valorizzare anche il lavoro che si svolge nei piccoli comuni, e non è scontato, siete un punto di riferimento e ci avete aiutato tanto. Spero che anche i prossimi anni sarà questa la collaborazione che avremo insieme, facendo i complimenti a lei e a tutta la redazione, chiaramente. Sono io a ringraziare lei e tutta la sua squadra, sindaco, poi avremo modo anche di riconfrontarci nei prossimi mesi, anche durante il primo cittadino, racconteremo tutto quello che si farà e quello che si è fatto a Sant'Ippolito. La ringrazio per questo collegamento. Una domanda, aveva paura del commissariamento? No, perché mi fidavo dei miei concittadini, però non mi aspettavo però un ritorno dalle urne di queste dimensioni, però ho sempre fidato dei miei cittadini, della loro intelligenza e dell'amore che hanno per Sant'Ippolito, per cui non ho mai avuto paura del commissariamento. Grazie, e a questo punto anche lei buona serata, immagino andrà a festeggiare. Sì, stasera cena con la lista, buon lavoro a tutti voi e buon proseguimento. Grazie ancora, sindaco rieletto di Sant'Ippolito Marco Marchetti, grazie veramente. Regia, ancora una seconda richiesta, se mi venite a ripristinare anche i computer e i televisori di fronte a me, io riesco ad andare avanti. E se mi fate sapere anche dei collegamenti, perché adesso andiamo a aggiornarci. Ok, perché non riesco a regolarmi così, Esser, che dovrebbe avere Stefano Guzzi. Eccolo, ora lo vedo. Esser. Eccoci. Ci siamo. Sì, Simona, ci ha raggiunto anche Stefano Guzzi, assessore regionale di Forza Italia. Stefano, che non dire? Non sapevo che dovevo stare così vicino. Comunque, volentieri. Cosa dire? Dire che è una grande soddisfazione. Oltretutto mi pare che gli ultimi seggi che stanno arrivando uno dietro l'altro, lui continua a essere sempre comunque sopra il 50%. Allora è chiaro che non possiamo azzardare il fatto che vinca sicuramente al primo turno, però mi pare che si sta estradando proprio bene in questo senso. E comunque sia, si piazzerà molto bene anche dovesse esserci un eventuale ballottaggio. Ma secondo me a questo punto potrebbe probabilmente vincere al primo turno. È una grande soddisfazione, anche perché, guardate, a Fano c'erano 3 candidati, non c'era il candidato di nicchia del 3%, c'erano 3 candidati tutti e 3 quotati, tutti e 3 sostenuti da molti partiti, quindi potenzialmente, matematicamente parlando, non era facile prevedere che uno dei 3 prevalesse al primo turno. Anche se nell'ultima settimana, sinceramente, proprio girando per la campagna elettorale, parlando con le persone, io sentivo molto la presenza di Luca Sanfilippi, l'ho detto a molti amici e credo anche a lui personalmente. Secondo me ce la potresti fare al primo turno. E questo mi pare che sta emergendo in queste ore. Quindi grande soddisfazione, questa città ne aveva bisogno. La coalizione ha lavorato molto seriamente, in maniera unita, da molti mesi, da molto tempo. Io stesso
quando si parlava di potenziali candidati, lo stava discutendo, appena ho saputo i mesi scorsi che il potenziale candidato poteva essere Luca Serfilippi, mi sono immediatamente fermato, ho fatto un passo indietro perché ritenevo utile un rinnovamento in questa città anche dal punto di vista proprio generazionale, di un giovane che potesse ridare slancio, voglia di fare, buona volontà ad una città che sonnecchiava. In questi anni ha sonnecchiato molto questa città, ecco. Credo che Luca darà quella giusta scossa per far sì che Fano possa riprendere a correre ed a portare avanti le sue peculiarità nel miglior modo possibile, come un giovane sa fare. Stefano, qualche settimana fa ci ha raggiunto anche Antonio Tajani proprio per dare la sua vicinanza a Luca Serfilippi. Sì, guardate, io su questo sono anche molto onesto. Il risultato di Forza Italia in questa città, sia alle europee e non so adesso con esattezza alle comunali, non sta brillando. Diciamoci la verità, perché poi non è che dobbiamo dirci sempre però, le cose, però, no? Forza Italia ha dichiarato che in realtà Forza Prego. Italia è cresciuto rispetto alle ultime elezioni. No, guardate, io parlavo in questo senso. Allora, Forza Italia è cresciuta a livello nazionale esatto. di molto ed è uno dei partiti che cresce di più. È andato benino anche in questa regione, anche se non in maniera eclatante. E devo dire la verità, ripeto, su Fano, io, se dovete dirmi sei molto soddisfatto del risultato di Forza Italia, non sono particolarmente soddisfatto. Abbiamo avuto un 6% ieri alle europee e non so alle comunali, credo che non ci discosteremo molto da quel dato. Uh-huh. Però dobbiamo dirci la verità anche in altro senso. Qui c'erano tre candidati locali. C'era Ricci nel PD, che ovviamente ha preso un sacco di voti e di preferenze. C'era Mirko Carloni, che sappiamo tutti, essendo una macchina da guerra, solitamente prende tendenzialmente molti voci. C'era Massimo Seri, che è il sindaco, che era candidato con Azione, che l'ha portata all'8%. È chiaro che gli altri partiti venivano un po' fagocitati. Quindi sì. Il fatto che Forza Italia non sia andata benissimo, io ne sono consapevole, ma posso anche dire una cosa, che Forza Italia in questa città proveniva da un momento dove non aveva consiglieri comunali, non aveva una rappresentatività in consiglio comunale, non era proprio presente in consiglio, aveva avuto il 2,5% alle ultime comunali di 5 anni fa. Bene, il fatto che abbiamo preso il 6 e vedremo cosa prendiamo adesso alle comunali, io posso solo ringraziare tutti i candidati che hanno corso, che hanno fatto il loro meglio, io gli ho dato una mano, quello che sarà il risultato sarà comunque un risultato soddisfacente e l'importante è che coalizione tutte insieme ha lavorato per far vincere Luca Serfilippi. Bene, Simona, se ci sono altre domande dallo studio, io saluto Stefano Guzzi che sicuramente rimarrà. Ci riaggiorniamo più tardi anche con Stefano con Guzzi, se Bene. Ha piacere. Arrivederci a tutti, buon proseguimento, Fano TV. Grazie, se dovesse rimanere lì magari ci ricolleghiamo con lui anche nel corso del telegiornale dopo le 20:30, perché insomma assessore regionale di riferimento anche per il suo partito qua a livello locale, stava appunto per candidarsi lui a sindaco, ricordiamo anche dell'esperienza di De Leo che poi ha deciso di ritirare la sua candidatura. È andato avanti Serfilippi, però insomma sono dei commenti che ci fanno piacere per cercare di capire un po' meglio insieme a questi esponenti politici il quadro della situazione a livello nazionale e a livello locale. Esser, se non hai altro ci colleghiamo più tardi. A più tardi, grazie Simona. Grazie a te. Vorrei capire invece con Pesaro se ci sono degli aggiornamenti. Vedo pronta Stefania con un altro candidato sindaco, per cui Stefania ci ricolleghiamo con te. Eccoci qua, sì, eccoci. Ci siamo. Ti sento per la parola. Grazie per il collegamento, siamo con il candidato sindaco Cristian Fanesi e l'aria è pesante. Posso mettere la cuffia. L'area è pesante perché realisticamente il divario, anche se di misura molto limitata, ormai è incolmabile, quindi probabilmente, se i dati sono giusti e corretti, quelli arrivati presso il nostro centro, diciamo, in sede lungo il corso a Fano, i dati ci dicono che la vittoria, seppur di misura, al primo turno è di Luca Serfilippi e quindi complimenti a Luca Serfilippi, che sarà il prossimo sindaco di Fano. Gli faccio davvero un in bocca al lupo, non posso celare il mio rammarico per questo risultato, però faccio l'in bocca al lupo e rispetto come dire, la volontà popolare e dunque questo mi sembra sufficiente per il momento. Mi piacerebbe anche ricordare insomma, che alla fine lasciamo questa città una città con tanti, molto meglio di come l'abbiamo trovata 10 anni fa, con tanti progetti in corso, con un bilancio che è adeguato.
in ordine. Abbiamo davvero fatto il possibile per fare questa città più bella e più accogliente. E dunque questo comunque è un risultato che rivendico e rivendichiamo con orgoglio. Dopodiché siamo qui, la consegniamo in mano al centrodestra se i dati dovessero essere confermati. Mi dispiace molto, ovviamente ci tenevo tantissimo, ero l'unico che poteva battere Ser Filippi. Mi dispiace anche per la strategia che hanno messo in campo gli amici del Fronte Progressista, che nelle ultime tre settimane hanno fatto una campagna elettorale molto aggressiva nei confronti miei, personale, quasi come se il nemico da battere fossi io. Invece, con questa strategia anche un po' stupida, hanno permesso di far vincere il centrodestra al primo turno. Me ne dispiace, però ringrazio tutti coloro i quali mi hanno sostenuto sin dall'inizio, ringrazio davvero le liste che hanno fatto parte della mia coalizione. In particolar modo vorrei menzionare la lista Fanesi Sindaco, che ha avuto anche un buon, sta avendo anche un buon risultato, e dunque adesso si riparte dai giovani, e credo che sia necessario affinché tutti quanti possiamo dare il nostro contributo in questa città. Faremo un'opposizione, ovviamente io sarò sempre, sempre sono stato, all'opposto della destra populista che rischia di governare questa città, e quindi sarò sempre là, coerentemente con le mie idee, con la mia storia e con la mia, diciamo, modo di fare. E quindi questo è un risultato che comunque è importante, perché vincere al primo turno dopo un'amministrazione uscente è un dato politico molto importante. La divisione della sinistra non ha aiutato, parlare male del candidato sindaco che più forte rispetto agli altri poteva combattere il candidato di destra è stato un errore, e dunque siamo qua a dover dire che si riparte, e si riparte dai giovani. Ecco, appunto, lei l'ha detto prima, parlava di questa aggressività nella campagna elettorale da parte dei progressisti, però credo effettivamente che il problema principale sia stata proprio questa spaccatura all'interno della sinistra, quindi progressisti e centrosinistra, se sin dall'inizio fossero riusciti ad unirsi, insomma, il risultato sarebbe stato diverso. Sì, vediamo anche perché su Pesaro, il gradimento, i dati che avevamo del gradimento rispetto all'amministrazione uscente erano alti, e poi questa campagna elettorale ha definitivamente creato una spaccatura all'interno della sinistra. Me ne dispiace molto, però questo è un dato politico, quasi fosse stato, come dire, deciso a tavolino con Fratelli d'Italia e la Lega. Aspettiamo allora i dati definitivi. Fanesi, lei quanti seggi scrutinati ha? Sì. Tanti, per cui dice che potrebbe essere quello non definitivo. C'è possibilità di recuperare, probabilmente di poco, ma probabilmente il candidato sindaco di centrodestra è sopra. D'altra parte, come sa, sono l'ingegnere, ormai i numeri li conosco, non li recuperiamo più. Intanto grazie per questo collegamento, insomma, è apprezzabile il fatto che abbia avuto voglia comunque di parlarne insieme a voi e di commentare il voto. Grazie. Stefania, dunque ci riaggiorniamo dopo. Intanto vediamo un attimo se su Pesaro ci sono delle novità, altrimenti possiamo anche fermarci per dare il tempo ai montatori di preparare tutte le varie interviste, i collegamenti, le immagini e invece alle truppe di proseguire con le interviste. Tutto questo materiale poi ve lo riproporremo durante la diretta che faremo questa sera alle 20:30 nel corso del telegiornale. Diamo un attimo uno sguardo generale complessivo ai vari comuni, facciamo una carrellata, ripartiamo dagli scrutini e vediamo anche, per dire, su Pesaro abbiamo i 61 seggi che sono stati scrutinati, vedono ancora Andrea Biancani in testa con il 60,90%, per cui probabilmente anche a Pesaro non si andrà al ballottaggio ma si ha
insomma, Biancani, dopo Ricci, Biancani sindaco di Pesaro. Andiamo a vedere Urbino, qui sono 6 su 20 quelle scrutinate, vediamo Maurizio Gambini con 834, Scaramucci 784, mentre Maria Francesca Crespini 122, però in questo caso dal sito della prefettura risultano soltanto 6 seggi scrutinati su 20, per cui non siamo nemmeno alla metà, dobbiamo attendere. E vediamo su, queste sono le percentuali dell'affluenza al voto, per cui dobbiamo ritornare agli scrutini. Fanno 16 su 68, però insomma dicevamo qua adesso con Fanesi che la situazione, il quadro è ben diverso rispetto a quello che viene prospettato qua. Tutti gli altri, diciamo di sì, tutti gli altri comuni dovrebbero avere eletto il loro sindaco. Ok, vediamo se invece Marco riesce ad avere dei dati un po' più aggiornati per quanto riguarda il comune di Pesaro. Vediamo, ancora non ce l'abbiamo in collegamento, vediamo. Ah, lo abbiamo al telefono, Marco. Sì, stiamo attendendo Andrea Biancani che okay. In questo sforzo di rito, quindi veramente manca pochissimo e poi lo avremo ai nostri microfoni. Va bene, allora attendiamo, faccio una carrellata con i risultati che sono arrivati sino ad ora. Vi ricordiamo che lo spoglio è iniziato da oggi alle ore 14, per cui grazie, ci riaggiorniamo tra poco, chiedetemi la linea appena volete. Pietra Rubbia, che ancora non l'abbiamo letto, guardiamoli insieme. In questo caso Pietra Rubbia è un piccolo borgo di 581 abitanti sulla valle del torrente Apsa e vince il record della partecipazione alle candidature. Infatti ha lanciato alla corsa elettorale circa un candidato ogni 30 residenti. Questa è una curiosità. A Pietrarubbia risiedono 851 persone e per guidare il comune sono scesi in campo questi tre candidati a sindaco. Apriamo anche qui le varie tendine e vediamo Riassunta Paolini che è per la lista Uniti per Pietrarubbia, al momento ha 237 voti, anzi una sezione unica per cui è stata eletta sindaco. Claudio D'Angeli, Noi Siamo Pietrarubbia con 90 e Lucio De Salvatore 10, sovranisti per l'Italia Civiche e quindi insomma avevano in campo 25 eleggibili, in questo caso Maria Assunta Paolini è stata eletta sindaco di Pietrarubbia. Andiamo a vedere anche qualche altro comune, anche più piccoli, per esempio Pian di Meleto, abbiamo lo stesso qua, lo scrutinio che si è concluso, vediamo Nicolò Pierini con 582 voti che è stato eletto. Ok, sindaco, invece insomma ha perso Veronica Magnani di Avanti Insieme per pochissimi voti, però Pierini è sindaco di Pian di Meleto. Marco, ti vedo, diamo il benvenuto anche a Biancani, insomma il dato è schiacciante. Sì, siamo in compagnia di Andrea Biancani, possiamo dirlo ormai, quasi il nuovo sindaco di Pesaro. Speriamo che ancora lo spoglio non è finito, però diciamo che promette bene, diciamo che promette bene. Allora, partiamo dal principio, che campagna elettorale è stata la vostra? È stata una campagna elettorale alla Biancani, cioè una campagna elettorale vissuta e fatta sempre in mezzo alle persone. Io sono un amministratore che è sempre stato, al di là della campagna elettorale, in mezzo alla gente, andando ad ascoltare, prendendo appuntamenti, cercavano di risolvere quelle che erano le tematiche sia che erano di mia competenza ma spesso anche quelle non di mia competenza. Ho cercato di sempre di mettere a disposizione le mie capacità, le mie competenze, ma la concretezza per riuscire appunto a risolvere le questioni. Adesso in questi 2 mesi abbiamo raccontato quella che era la visione di città, cioè una città sempre più bella, una città sicura, una città inclusiva, una città che deve avere la forza di migliorare ulteriormente la capacità di poter spendere tutte le risorse che abbiamo. Tra le priorità ho detto che mi occuperò sia dei quartieri sia della manutenzione della città, ma dall'altra parte dobbiamo essere bravi anche a far sì che non dobbiamo lasciare indietro nessuno. I bisogni delle persone sono aumentati per quello che potremo, ovviamente anche insieme allo Stato, insieme alla Regione, ma anche come Comune stesso cercheremo di stare vicino a tutti. Ho sempre ritenuto importante investire su alloggi popolari,
sono decine di alloggi popolari che andremo a completare nel corso dei prossimi anni, e anche questo penso che sia un valore aggiunto. L'ambiente è un tema centrale di cui dobbiamo occuparci, ma soprattutto cercheremo di fare squadra con tutto il territorio, perché il tema dell'acqua e il tema dei rifiuti sono tematiche che dovremo affrontare in collaborazione con tutti gli altri enti. Abbiamo visto una stretta di mano con l'ANZI, si aspettava un distacco così? Beh, io devo dire che sentivo comunque che stavamo andando bene, che comunque le persone erano contente di questa candidatura. Siamo riusciti a tenere insieme sette liste, i candidati molti erano veramente motivati, e quindi il risultato, mi aspettavo comunque un buon risultato. Ho anche detto che sin da subito cercheremo comunque di lavorare tutti insieme, coinvolgendo anche l'opposizione, perché il mio carattere comunque non è un carattere conflittuale. Ovviamente se poi l'opposizione vorrà cogliere questa opportunità la coglierà, se non la vuole cogliere ovviamente non posso farci nulla, però cercheremo nell'interesse di tutti i cittadini di occuparci delle cose principali insieme. Abbiamo cantieri importanti come quello del nuovo ospedale, le opere di autostrade che devono essere completate, tutti i lavori del porto che devono ancora iniziare, i 150 milioni di euro di competenza comunale che devono partire. Ho sempre detto che cercherò di portare avanti anche un progetto diverso per valorizzare veramente i mosaici del Duomo, ovviamente in collaborazione anche con il seguito di un confronto insieme alla Curia. Quindi le cose di casa al fuoco se ne parecchia, e cercheremo di portare avanti un po' alla volta tutti i temi che abbiamo detto in campagna elettorale. Grazie. Grazie a voi. Biancani riesce un attimo a rimanere per qualche secondo, vediamo se riusciamo a fermarlo. Vorrei farle, vediamo un attimo se riesce a dedicarci ancora qualche altro secondo in più oppure no. Non so se ci sente, se vuoi riportare tu questa domanda. Onestamente, si aspettava la vittoria oppure i suoi competitor un po' lo hanno destabilizzato in queste ultime settimane? Era un po' preoccupato? No, io devo dire che mi aspettavo la vittoria, ovviamente non voglio neanche apparire supponente o particolarmente sicuro di me. Mi aspettavo la vittoria perché comunque il polso della città ce l'ho, ma soprattutto secondo me i miei avversari hanno raccontato una Pesaro che non c'era, hanno raccontato una Pesaro come se era una città dove non c'erano i servizi, dove i quartieri erano comunque abbandonati in situazioni, non dico di quale tipo, e quindi secondo me hanno sbagliato a raccontare una città che non era reale. Io soprattutto poi non ho voluto il conflitto con i miei avversari, ho sempre cercato solamente di raccontare quella che era la nostra visione di città, cioè di una città che puntava ad essere ancora più bella, ancora più sicura, ancora più accogliente e ancora più, come dire, più bella da essere vissuta, con l'obiettivo ovviamente di garantire anche ai giovani la voglia di rimanere a Pesaro attraverso un allargamento di quelli che sono i corsi universitari, attraverso i servizi legati alle politiche educative e attraverso il sostegno alle imprese che poi danno lavoro ai cittadini e ai giovani. L'ultimissima, come si può fare meglio di Matteo Ricci? Beh, diciamo che ognuno porta a se stesso. Matteo Ricci è stato un buon sindaco, anzi un ottimo sindaco, il risultato delle elezioni europee lo dimostrano, gli faccio anche i miei complimenti. Io porto il mio modo di essere, una persona più che sarà sicuramente più presente, nel senso che non ho velleità di livello nazionale, sarò un sindaco competente, concreto, presente, che ascolterà i propri cittadini, che poi farà quelle scelte che sono necessarie per migliorare appunto la qualità della vita di tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Simona, noi ci stacchiamo per qualche istante perché, come hai potuto vedere, c'è abbastanza confusione. Ci risentiamo tra pochissimo con altri sì. dati. Ci abbiamo riaggiorniamo anche tra poco perché dobbiamo correre a Fano. Corre virtualmente. Grazie Marco, grazie davvero anche a Biancani perché, ecco, vediamo intanto, lasciamo qualche immagine se Stefano ce ne regala ancora, vediamo le foto di Rito che stanno facendo insieme al Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro. Dicevo, tra poco andiamo a Fano per collegarci con Esser perché dovrebbe essere arrivato Luca Serfilippi, candidato sindaco di Fano, però insomma, stando ai dati e anche ai vari seggi, ai risultati di seggi che stanno arrivando in questo momento alle sedi, insomma pare che sia
sindaco di Fano e quindi non si vada al ballottaggio. Ditemi voi, se Esther non è pronta, insomma, aspettiamo con Perugini, perché vedo che ci sono tanti papabili candidati da intervistare, quindi fatemi sapere voi, per me non ci sono problemi. Vedo anche Esther collegata, ma ancora non abbiamo Ser Filippi, giusto? Esatto. Ma non è arrivato, o perché sennò rimaniamo su Pesaro? Pare che non sia arrivato. Riusciamo a ricollegarci con Pesaro allora? No, non riusciamo perché si stavano spostando, vedevo insomma anche Perugini che faceva le foto con Ricci, ero curiosa di avere anche una sua opinione. Allora cerchiamo di insomma riagganciarci con Fano quando Luca se la sentirà, insomma, di dire non so come mai già voglia rilasciare dichiarazioni, evidentemente hanno proprio il dato certo, perché insomma guardando quello che abbiamo noi qua direttamente dal sito del comune, che dicevamo è un po' più aggiornato rispetto ai dati che arrivano dalla prefettura, vediamo che Ser Filippi è al 52,21%, però le sezioni scrutinate qua sono soltanto 34 su 68, Fanesi invece al 28,72%, Marchigiani invece al 19,07%, come diceva poco fa Cristian Fanesi. Intanto avviso la sala montaggio che queste interviste possiamo riproporle anche nel corso della diretta serale, quella di Fanesi ma anche quella di Marchigiani, così come quella che andremo a fare a Ser Filippi e quella di Biancani a Pesaro, insomma molto, molto interessanti. Dicevamo qui le sezioni scrutinate sono 34, però Fanesi diceva di avere ormai fatto il punto della situazione con tutti i vari seggi scrutinati e quindi pare che Luca Ser Filippi ce l'abbia fatta al primo turno. Staremo a vedere, ormai la partita possiamo dire che è fatta in tantissimi altri comuni, che sono 38 in totale della provincia di Pesaro Urbino. E vediamo invece la situazione di Pesaro, possiamo dire che ormai è definita, sono curiosa di vedere quella di Urbino, che qua è ancora ferma a 6 sezioni su 20, e quindi siamo fermi a Maurizio Gambini con 834 voti, pari al 47,93%. Se dovesse continuare questo trend si andrà al ballottaggio con Federico Scaramucci, però insomma 6 sezioni su 20 non ci danno un dato reale per poter trarre le conclusioni, quindi insomma proclamare il sindaco di Urbino. Dovremo attendere ancora un po'. Quelli su Fano ancora sono indietro, gli altri diciamo che hanno tutti proclamato il loro sindaco, in molti comuni anche riconfermato, Serra Sant'Abbogno, lo stesso qui invece non ne abbiamo zero, non abbiamo zero, no, abbiamo ancora zero sezioni scrutinate, per cui devono arrivarci i dati ufficiali. Vallefoglia siamo fermi, ancora 7 su 14, vedono in testa Palmiro Ucchielli al momento. Abbiamo una dichiarazione di Ciccioli, però dobbiamo un attimo sistemarla. Però riesco a farla vedere, mi dite? Sì. Ah, una nota stampa, ok, pensavo una dichiarazione. Vediamo subito, allora. Ciccioli di Fratelli d'Italia, con la mia elezione al Parlamento europeo un eccezionale risultato per le Marche, merito del modello che governa la regione d'Italia, lo ricordiamo, Ciccioli insieme a Matteo Ricci è europarlamentare, in questo caso di Fratelli d'Italia, leggiamo la sua dichiarazione che è arrivata via mail, un successo strepitoso per Fratelli d'Italia e le Marche, ha dichiarato 216.000 voti e il 33% dei consensi, la conferma che il modello Marche è pronto ad arrivare ai vertici delle istituzioni europee, dopo che da quasi 2 anni sta governando al meglio l'Italia grazie al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tutti noi, aggiunto, abbiamo sostenuto la sua candidatura e nelle Marche sono state oltre 76.000 le sue preferenze, un dato eccezionale al quale si è affiancato il mio ottimo risultato, 25.878 preferenze in tutta la regione, orgoglioso delle quasi 10.000 voti nella mia provincia, un esito eccezionale che si accompagna all'apporto del partito in tutte le province marchigiane, che evidenzia compattezza e unità di intenti, caratteristiche che ci hanno contraddistinti fin dall'inizio in questa campagna elettorale. Ottimi risultati, aggiunto, anche in Umbria e nel Lazio, con altri 25.000 voti di preferenza ottenuti. Voglio ringraziare pubblicamente il mio partito, Fratelli d'Italia, che ho contribuito a fondare oltre 10 anni fa, e tutti voi, a partire dal Presidente
non hanno mai fatto mancare il loro appoggio e sostegno. Inizio questa nuova fase della mia attività politica, certo che riuscirò a dare il mio contributo al Parlamento europeo con impegno, coerenza ed esperienza. Ecco, queste dicevamo le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli, eletto nella circoscrizione Italia Centrale al Parlamento europeo. Se riusciamo, io adesso aspettiamo Ser Filippi, però vorrei anche fare una chiacchierata con Renato Claudio Minardi, perché visto che Biancani, che è un consigliere regionale, diventerà, anzi è già diventato sindaco di Pesaro, il suo posto in regione lo prenderà Renato Claudio Minardi, per cui un nuovo incarico politico, un ritorno in regione per Minardi, perché è già stato consigliere e anche vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche 5 anni fa, anzi un po' meno, perché insomma 5 anni precedenti alla giunta Acquaroli. Vogliamo far vedere le immagini intanto, perché io le vedo, vorrei far vedere anche a casa. Vediamo diversi giornalisti che sono pronti nel centro storico di Fano ad attendere Luca Ser Filippi, che potrebbe rilasciare a breve delle dichiarazioni, visti i dati che lo attestano in prima posizione, e quindi avrebbe battuto i suoi avversari marchegiani e Cristian Fanesi. Sentiamo già gli applausi e vediamo l'arrivo di Ser Filippi. Ascoltiamo insieme. Arriva Luca. Sì, siamo in collegamento, quindi sentiamo e vediamo anche le immagini. Esulta. Esulta Luca, gli abbracci con i suoi, con tutta la sua squadra, tutti i vari candidati delle liste. In tarda serata o domani riusciremo ad avere anche tutte le preferenze dei singoli candidati, in base a quelle, in base alle competenze, poi dovrà assegnare gli assessorati. Vediamo gli esponenti delle varie liste che lo hanno appoggiato ad abbracciarlo, insomma a festeggiare insieme a lui. Ce lo portate qui per favore? Vediamo anche alcuni attuali consiglieri. Portatecelo qui per le interviste. Dai, portiamocelo lì per le interviste. Momo. Ragazzi, diciamo alla nostra troupe che siamo collegati con loro e che quindi appena possibile possiamo anche... Vi lasciamo direttamente la parola e l'audio. Andiamo di là, dai. Andiamo di là, posizioniamoci. Ragazzi, avvisiamo la troupe. Anche via messaggio, insomma, però almeno sanno che vediamo Brandoni, vediamo Pollegioni, vediamo altri esponenti e simpatizzanti. Vediamo Giorgio Pucci, vediamo Francesca Cecchini, insomma altri giornalisti, tutti pronti per attendere, per avere queste dichiarazioni di Luca. Emozione grandissima, oggi scrive una storia storica per la città di Fano. E devo dire grazie a tutti i fanesi che ci hanno votato, hanno scelto un cambiamento forte al primo turno, quindi senza ballottaggio. Io ringrazio comunque i miei competitor, che hanno fatto sicuramente la loro campagna elettorale, ma i fanesi avevano voglia di cambiare. E la coalizione di centrodestra, allargata alla lista civica Fano Cambia Passo, penso che abbia dimostrato in questi mesi di parlare con tutti i cittadini, tutti i quartieri. Abbiamo presentato un programma, siamo stati i primi ad averlo presentato in maniera chiara, sincera e leale. E oggi c'è sicuramente la gioia di questo momento, fatto anche di comunque tanti sacrifici di questi mesi, però c'è anche una grande responsabilità, questo è quello che mi sento in questo momento, perché sappiamo benissimo che da domani ci sarà tanto da fare per questa città, è una grande responsabilità, ma sono sicuro che a fianco a me ci sono e ci saranno, come ci sono sempre state, tante donne e uomini che in questi mesi hanno fatto una grande campagna elettorale, quindi i tanti candidati, i partiti che mi sostengono. E quindi sappiamo bene che c'è veramente tanto da fare. A chi va dedicato questo discorso? Io lo dedico, se devo trovare una persona,
a mio nonno che non c'è più, che è morto con il Covid, che avrebbe sicuramente esultato, il primo che avrebbe esultato sicuramente sarebbe stato lui. Non ho visto ancora i dati, sappiamo che tutte le liste hanno fatto un grandissimo lavoro con qualche novità, ma l'importante come sempre è che vinca la squadra e oggi abbiamo vinto noi. Qual è stato il momento che ha decretato la vittoria? Il momento che ha decretato la vittoria è stata una maratona in cui sono sempre stato davanti, ma a qualche seggio arrivava dove non avevo ancora il 50%, quindi è chiaro che abbiamo aspettato fino ad oggi a quest'ora per questo motivo. Quindi adesso che abbiamo la certezza dai dati ufficiosi che siamo sopra a tutti gli altri al 50%, abbiamo esultato. Prima cosa che farete al sindaco? Beh, il programma è chiaro, nei primi 100 giorni abbiamo l'incarico per il nuovo piano urbano del traffico e i consigli di quartiere. Però c'è tanto da fare e non ci fermeremo sicuramente a queste due situazioni. La prima preoccupazione è per i cantieri che ci sono fermi o che stanno ultimando in piena stagione estiva. Questa sicuramente sarà la prima grana che dovremo risolvere. Nella giunta preferenze, competenze, tutti insieme. Ancora pensiamo a vedere quali saranno i risultati e poi lavoriamo sulla giunta. Sta arrivando a Quaroli, sì. Sta arrivando anche a Quaroli, sì. È un grande risultato per il centrodestra, perché la terza città delle Marche dopo 10 anni torna al centrodestra, centrodestra che governa bene Regione Marche, centrodestra che sta governando bene anche al governo nazionale. Sono sicuro che avremo un massimo supporto sia dalla Regione che dal governo, perché non è mai mancato in questi anni nonostante il colore diverso, ma a maggior ragione oggi che avremo tutto l'ordine diciamo ben disposto. Quale sarà la prima cosa che farà il sindaco di fare? Beh, adesso vediamo, domani mattina sicuramente andrò a trovare i pescatori che usciranno in mare. Beh, questo è sicuramente un buon punto. Perché la pesca è un settore importante per la nostra città e hanno delle grosse problematiche legate ad esempio al dragaggio del porto e abbiamo una marineria importante che deve essere tutelata, per la quale mi batterò come ci siamo sempre battuti in questi anni per valorizzarla. Cos'è che ha decretato la vittoria? Perché la gente ha scelto lei? Beh, sicuramente c'era voglia di cambiamento, dopodiché sicuramente è stato premiato il mio impegno in questi anni, perché ho visto tante persone che hanno scritto addirittura Luca, quindi la gente voleva Luca. Quindi sicuramente questo è un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità, perché c'è tanta aspettativa da parte dei fanesi. Però subito i complimenti di fanesi e marchigiani. Sì, io li ringrazio, li ho già ringraziati prima. Non parlo della campagna elettorale perché i fanesi hanno decretato la storia loro e quindi è chiaro che li ringrazio, perché comunque c'è stata una buona campagna elettorale, anche se i temi trattati probabilmente riguardavano più la regione rispetto che la città di Fano. Però in maniera molto sincera e trasparente abbiamo sempre risposto ai vari attacchi e devo dire che comunque c'è stato anche un bel dibattito tranquillo diciamo in questi giorni, quindi devo dire che c'è stata grande correttezza da parte dei competitor, nonostante comunque è stata una campagna elettorale. Quindi. Hai pensato quando non eri convinto di accettare questa candidatura? Onestamente no, perché dal momento che ho accettato non vedevo l'ora che fosse questo momento, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo al primo turno e di questo sono molto felice. Grazie. Complimenti. Ovviamente c'è una gran festa di festeggiamenti in attesa del presidente Acquaroli, che si verrà a congratulare di persona con il candidato sindaco Luca Serfilippi. Continuiamo a vedere le immagini, quindi chiedi a Luciano Momo, vediamo, non so chi è con te in questo momento, di continuare a riprendere. Anche i saluti. Sì, ovviamente tanta gente è accorsa qui alla sede della coalizione del centrodestra, quindi ci sono tante persone che sono venute a congratulare con il nuovo sindaco. Che è in via De Pilli, giusto, Esther? Via De Pilli, sì, numero 65. Quindi la via per... Sta piovendo, quindi possiamo dire che... la fontana della fortuna. Come qualcuno ha suggerito, vittoria bagnata, vittoria fortunata. Ah, perché sta piovendo in questo momento? Sta piovendo in questo momento, sì. Ha cominciato a pioviginare, è appena arrivato Luca. Quindi sì, mi suggeriscono sindaco bagnato, sindaco fortunato. Ecco, dunque,
Luca Serfilippi è pronto a scrivere una nuova pagina della storia della città di Fano. Vediamo ecco altri candidati, Luciano Cecchini, insomma poi vedremo anche nelle prossime ore quelle che saranno le preferenze. I fanesi avevano voglia di cambiare, ha dichiarato Serfilippi, che nei primi 100 giorni della nuova amministrazione si occuperà di piano urbano del traffico e dei consigli di quartiere che insomma tanti cittadini hanno richiesto in questi 5-10, non ricordo più, 10 sicuramente, però insomma sono tanti anni che non ci sono più questi consigli di quartiere, ma erano un gancio importante, un contatto importante tra il singolo cittadino e l'amministrazione comunale, quello che forse è un po' mancato e quello che è anche il significato di Primo Cittadino, che è il nostro programma, quello di mettere in diretto contatto i singoli cittadini con gli amministratori, perché evidentemente avevamo tantissime richieste, tanti messaggi, forse è mancata un po' questa connessione con i vari cittadini. Immagino che adesso Luca continui a fare festa, insomma a incontrare tutti i vari candidati e simpatizzanti. Sì. Vediamo anche un sindaco emozionato. Molto emozionato, è vero. Ha dedicato questa vittoria a suo nonno che non c'è più, che ha perso durante il Covid, e la prima cosa che farà domani mattina è uscirà ad andare a salutare i pescatori, quindi ecco anche un altro focus dal suo programma di ripartenza, la pesca. Vediamo un attimo, rinquadriamo la sede elettorale per capire se c'è qualche movimento da poter raccontare, ancora applausi che continuano per Luca Serfilippi. Vorrei anche leggervi la biografia di Luca, vediamo se riesco a recuperarla. Luca Serfilippi, 36 anni, fidanzato con Francesca, è babbo di un bimbo di un anno, ha conseguito una laurea in economia e management ed è dipendente dell'azienda Profiglas in aspettativa, appoggiano la sua candidatura Fratelli d'Italia, Fano Cambia Passo, Forza Italia, Civici Fano e Lega, 5 liste per 119 candidati consiglieri. Luca è stato, perché era in aspettativa? Perché è ancora, ormai dovrà lasciare questo suo incarico, consigliere della Regione Marche, oltre che consigliere del Comune di Fano, consigliere di opposizione. Vediamo adesso che cosa succederà, anche chi prenderà il suo posto in Regione. Infatti dal 2012 il suo percorso civico lo ha visto ricoprire ruoli chiave nella sua città, tra cui assessore con deleghe all'ambiente e alle politiche giovanili e poi consigliere comunale, sostenuto da oltre 1000 concittadini. A 23 anni, a suo tempo consigliere comunale della lista civica La Tua Fano, fu il più giovane assessore della seconda giunta Aguzzi che abbiamo visto infatti prima lì insieme a lui. Nel 2020 la sua elezione in Consiglio regionale ha segnato poi un punto di svolta, culminando nel ruolo di presidente della terza commissione urbanistica, dove ha guidato la redazione del nuovo PRG regionale. E quindi insomma questa è un po' la biografia anche politica di Luca Serfilippi. Luca è un amante della natura e dello sport, ha trasformato la sua passione per il calcio diventando un arbitro di calcio a 5 in Serie A. E la sua squadra, diciamo così, così come il programma e tutto quello che è successo nella campagna elettorale, gli ha permesso di vincere al primo turno. Rimaniamo ancora a vedere qua, poi torniamo un attimo su Pesaro per capire se ci sono aggiornamenti e eventualmente possiamo anche intervistare Tellucarelli, visto che Stefania si sta dirigendo invece nella sede del centro-sinistra. Sì, anche perché poi insomma dobbiamo un attimo per questioni tecniche fermarci per preparare l'edizione del telegiornale che faremo in diretta alle 20:30, quindi vediamo Luca al telefono, sarà inondato da messaggi, da telefonate e forse anche da quella di Acquaroli, il governatore delle Marche, che lo sta raggiungendo nella sede di Via dei Pilli del centro storico di Fano. Anche no, questa però magari la facciamo vedere più tardi. E visto che Fanesi ha dichiarato durante
l'intervista che ha raccolto prima Stefania Schiaroli, che i progressisti avrebbero fatto una campagna elettorale aggressiva, pare che ci sia Pannaroni dei 5 Stelle o quantomeno la coalizione che vorrebbero giustamente replicare a quanto detto da Cristian Fanesi. Vediamo se riusciamo nel corso di questa diretta, altrimenti lo faremo dalle 20:30 in poi. Vediamo altri Mattioli, vediamo anche Alberto Santorelli, insomma altri candidati. Santorelli, vediamo, ecco, sì sì, tutto il gruppo, qualcuno di Fano cambia passo, vediamo l'ottico. Non vedo Di Spalli, mi sembrava Elisabetta Foschi, ma non vorrei dire una castroneria. Continuano insomma gli abbracci per Luca e Filippi per questa forse anche inaspettata vittoria al primo turno, devo dire, perché il sentore era quello del ballottaggio, di andare al ballottaggio tra due settimane. Abbiamo Pierpaoli, una bottiglia pronta per essere stappata, e insomma i festeggiamenti immagino che proseguiranno per tutta la serata. Attendiamo anche Francesco Acquaroli, cerchiamo di essere pronti per raccogliere anche la sua intervista, sperando di non essere proprio in quel momento in collegamento con Stefania o con Stefano, però mi raccomando, richiedici la linea. Vediamo le telecamere. Continuiamo a vedere, può darsi che stappano la bottiglia per passare al Brindisi ufficiale. Eccola qua. Luca Serfilippi, che ha trionfato in queste elezioni del Comune di Fano. Le percentuali che vedete sotto ancora sono quelle ufficiali della prefettura, però insomma sappiamo che i risultati sono diversi rispetto a quelle. Luca dovrebbe attestarsi sul 51, però vediamo a sezioni scrutinate, e sono 68 in totale per il Comune di Fano. Però la vittoria è ormai certa, quindi niente ballottaggio, nemmeno a Pesaro, perché Biancani, anche lui, ha vinto al primo turno, quindi abbiamo centro-sinistra a Pesaro, centro-destra a Fano. Andiamo a vedere invece intanto quello che succede a Urbino, se ci sono degli aggiornamenti da potervi dare. Sono 10 sezioni su 20, quindi si è andato avanti di poco, ed è in testa sempre Maurizio Gambini con 1740 voti. Tra poco facciamo vedere anche gli aggiornamenti sul Comune di Urbino con i dati per tutti e tre i candidati a sindaco. Vediamo che continuano i festeggiamenti nella sede della coalizione del centrodestra, capitanata da Luca Serfilippi, che guiderà il Comune di Fano per i prossimi 5 anni. Se Marco è pronto, noi possiamo anche dargli la parola, perché comunque dovremmo aspettare ancora un po' per Acquaroli. Continuano i festeggiamenti. Marco, ti lascio la parola, perché poi così ritorniamo in centro storico, a Fano. Sì, ci siamo un attimo fermati per commentare i risultati, perché Andrea Biancani ormai gira al 61,7%, 22.000 voti, poi Marco Lanzi con 12.000 voti, 34,72%, e poi le due liste civiche con Piaperrici viene oltre 967 voti e 2,59%. Infine Fabrizio Oliva di Spazi Liberi, anche lui una lista civica, 608 voti, 1,63%. Lo vedete, alle nostre spalle parlerà Andrea Biancani, il nuovo sindaco di Pesaro. Insomma, ora in questo momento però siamo in attesa, non c'è un orario ben preciso, però insomma siamo in attesa. Se volete, nei prossimi collegamenti possiamo ascoltare Fabrizio Oliva e anche il segretario del PD Pesaro, Giampiero Bellucci, che ha commentato il risultato delle europee, quindi di Matteo Ricci, e poi ha commentato il risultato di Andrea Biancani, che appunto sta per diventare e diventerà il nuovo sindaco di Pesaro. Quindi Simona, attendo tue indicazioni. Sì, sento un attimo la sala montaggio, perché se abbiamo una di queste dichiarazioni pronte la possiamo mandare, altrimenti aspettiamo un po'.
tanto vi racconto che comunque... Ok, ok, la preparano, quindi la rimandiamo, la mandiamo più tardi, ma ci ricolleghiamo tra poco. Noi da Pesaro ritorniamo a Fano, nel centro storico, dove continuano i festeggiamenti, gli abbracci, anche i brindisi per Luca Serfilippi, per festeggiare il nuovo sindaco della città di Fano, che dal centro-sinistra torna alla destra. Vediamo qua... Ecco anche Loretta Manocchi, vediamo tanti personaggi che abbiamo anche avuto modo di intervistare nel corso di queste settimane che hanno supportato Luca Serfilippi. Beh, ci sarà un bevai di persone, immagino, per tutta la serata. Vediamo anche Maria Flora Giammarioli che abbiamo sentito nel corso di questa diretta. Ma se non abbiamo, mi fate sapere invece per Stefania se riusciamo ad intervistare Lucarelli oppure anche i 5 Stelle che volevano replicare a Marchegiani, scusate, a Fanesi? Ok, allora Stefania, eccoti, vedo che sei insieme a te Lucarelli, quindi commentiamo insomma purtroppo questa sconfitta per il... Sì, Simona, passo subito la parola a Etienne. Assolutamente. Ma io devo fare sicuramente i complimenti a Luca Serfilippi e al suo gruppo per il lavoro svolto, ma devo dire che altrettanto lo voglio fare a tutti i ragazzi che si sono impegnati in questa campagna elettorale, perché sicuramente tutti abbiamo portato progetti per la città e anche il nostro gruppo Noi Civi che ha fatto delle grandi proposte. Forse veramente siamo stati i primi a segnare un progetto in un sito con un programma elettorale vero che voleva portare avanti la città. E faremo sempre questo, siamo pronti, come abbiamo sempre fatto, a lavorare per la città, a portare attenzione, a portare nuovi progetti, a fare attenzione anche a chi, fare in modo che chi sarà il governo della città faccia le cose come devono essere fatte, perché noi abbiamo sempre puntato a volere il bene della città. È chiaro che ci sono stati degli errori da parte del centrosinistra, è altrettanto chiaro che questo gruppo si pone l'obiettivo di innovare questo centro-sinistra e di guardare al futuro, perché sappiamo che servono nuove forze, sappiamo che serve anche una nuova mentalità a sinistra, perché forse troppi errori sono stati fatti e noi siamo pronti a fare questo. Quindi siete pronti per l'opposizione? Vi devo fermare un attimo, chiudiamo velocemente perché dovrebbe essere arrivato anche Francesco Acquaroli, quindi ditemi se sono pronti loro di là per l'intervista. Sì, l'ascoltiamo un attimo e poi torniamo da voi. Sì, Fano è una città che per le dinamiche economiche, per le dinamiche anche infrastrutturali che riguarderanno l'apertura della galleria della Quinza, il proseguimento della Fano Grosseto, è una città che potrà avere un forte sviluppo e credo che l'importanza di questa vittoria è un'importanza anche di prospettiva. L'emozione e la gioia per Luca Serfilippi che è lì dietro sorridente. Beh, con Luca e con tanti altri amici abbiamo riflettuto tanto su questa esperienza, su questa candidatura, e però ecco, una vittoria molto, come dicevo, molto importante, perché ci dà anche la possibilità di riuscire a organizzare una visione complessiva del territorio che passa sui servizi, che parte dal potenziamento delle infrastrutture, il rilancio del turistico, economico, la questione dei servizi della sanità. Ecco, sono tante le sfide che stiamo cercando di affrontare con serietà e anche con il giusto approccio. E queste vittorie sono il riconoscimento anche di una politica che cerca di guardare alle cose concrete, pragmatica, e che credo insomma trova in Luca Serfilippi un ottimo interprete. Voglio ringraziare tutta la squadra, perché la vittoria di Fano, come le tante vittorie che abbiamo avuto su questo territorio, è anche proprio è anche la testimonianza di un grande lavoro svolto da Stefano Aguzzi, da Francesco Baldelli che sono con me in giunta, dal Presidente della Commissione Agricoltura, Mirko Carloni, insomma una squadra che lavora tantissimo e che insomma oggi sta festeggiando traguardi importanti. Allora la Nazione, poi la Regione Marche, Ancona, adesso Fano, insomma sembra un'onda inarrestabile. No, non parliamo di onda, è un progetto, una visione che sta innanzitutto cercando di aggregare il più possibile, ma soprattutto sta dando delle risposte che la nostra regione aspettava da decenni, che non arrivavano mai. Quindi la vittoria di Luca Serfilippi e le vittorie che abbiamo registrato oggi ad Ascoli Piceno, Marco Fioravanti vince praticamente sfiorando l'80% in un capoluogo di provincia, è una vittoria che credo poche volte si sia vista, è anche una testimonianza anche in quel caso del buon governo,
ma sono tante le vittorie che stiamo registrando in comuni piccoli e medi che certificano il buon operato e il buon governo del centro-destra della nostra regione. Consiglio si sente di dare al vincitore? Ma Luca Sefilippi ha bisogno di consigli, perché è una persona che è equilibrata, è una persona che ha grande esperienza, è una ad ode amministrativa, ha grande passione e soprattutto conosce la politica, non la fa per se stesso, la fa per la propria comunità, e sono convinto che lo dimostrerà alla grande. Presidente, Fratelli d'Italia elegge anche un europarlamentare, insomma, e ha tenuto bene in Regione Marche. Fratelli d'Italia ha ottenuto un risultato molto importante nella nostra regione, di molto sopra la media nazionale, di molto anche sopra la media del Collegio del Centro Italia. Abbiamo avuto un record di preferenze, ricordiamoci, il presidente Giorgia Meloni è la più votata nella nostra regione con oltre 75.000 preferenze, questo è molto importante perché certifica e denota anche una crescita, però ecco, l'importante per me è il gioco di squadra, la vittoria di squadra, ci fa felici tantissimo anche per, chiaramente per senso di appartenenza, la vittoria dei Fratelli d'Italia, ma la vittoria del centrodestra e il fatto che il centrodestra, gli europei e anni amministrative sia una coalizione molto vincente ci conforta rispetto anche al lavoro che abbiamo svolto, e non sono stati anni facili perché ci siamo trovati sulle spalle gli effetti immediati della gestione della pandemia, subito dopo la gestione della pandemia gli effetti economici, gli effetti sulla sanità e poi l'alluvione e poi i rincari per tutte quelle che conosciamo, sono state le vicende delle guerre ma anche del sisma bonus che hanno portato i costi di costruzione che sono schizzati, a bloccare anche la ricostruzione post sismica, cioè tante variabili che hanno inciso in maniera complessa, e nonostante questo ci fa piacere che la comunità marchigiana stia ampiamente confermando il sostegno a questa coalizione. Ripeto, la nostra è una coalizione prima alle elezioni europee e soprattutto praticamente lasciando quasi immutato il risultato delle elezioni regionali, ma anche prima in tante elezioni amministrative. Questo significa che la squadra funziona. E con Carlo Ciccioli adesso a Strasburgo? E con Carlo Ciccioli avremo un rappresentante di questa nostra filiera anche nel Parlamento europeo. Questo è importante. So che stanno scrutinando le ultime sezioni romane, ma c'è un margine ampio che credo lasci il Carlo Ciccioli tranquillo. Grazie Presidente, grazie. Le parole del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che è venuto a festeggiare Luca Sefilippi. Tra l'altro vi ricordo che 5 anni fa, durante le elezioni amministrative, sempre per il Comune di Fano, Sefilippi era risultato il più votato, aveva ottenuto 1015 voti, 1015 sì, era il più votato di tutti i candidati. Adesso ritorniamo, se sono pronti, da Stefania Schiaroli, era con l'assessore uscente Etienne Lucarelli. Eccoci qua, commentavamo Etienne questo risultato, che cosa vi ha penalizzati? Ah, io l'ho detto prima, secondo me ci ha penalizzato un progetto, una lentezza nella macchina, bisogna dirla, nella macchina del centro-sinistra, che probabilmente ha lasciato un'immagine non corretta, perché noi abbiamo lavorato tanto in questi anni, abbiamo portato tanti progetti e oggi controlleremo che questi progetti vedano la loro conclusione, perché veramente sono tante le cose che abbiamo portato nella città che nei prossimi anni, nei prossimi mesi devono essere realizzate nella nostra città. Sono finanziamenti che abbiamo portato in questi anni. Ecco, sono tante le cose da fare, abbiamo un'idea, avevamo un'idea di città, ora è giusto che le cose le porti avanti il centrodestra che in un qualche modo ha portato una proposta sicuramente più dinamica, la città ha fatto una scelta chiara, ha voluto il cambiamento e noi come sempre saremo lì a lavorare per la nostra città e in questo caso a stare attenti che tutte le cose vengano realizzate, perché permettetemi di dire, in questi 4 anni di governo di centrodestra su i concetti chiave, sui progetti chiave come quello della sanità, obiettivamente, personalmente, non è che ero contento dei progetti precedenti, ma non ho visto tante cose realizzate, per cui noi saremo attenti a questo e lavoreremo e continueremo a lavorare per la nostra città. E come ho detto, credo che ci sia anche bisogno veramente oggi di pensare ad un progetto del centro-sinistra che sia
nuovo, innovativo, lungimirante, che possa guardare al futuro della città. Beh, mi auguro anche che possano essere portati avanti i progetti da lei ideati, Fanno Gastronomica, Fanno Marinara, lei insieme insomma a tutti gli enti, associazioni di categoria coinvolti, quelli sicuramente fanno bene alla città della fortuna. Ma abbiamo insieme al tavolo economico portato all'attenzione tanti progetti. Credo che sia stata la prima volta negli ultimi 20 anni che si è lavorato veramente in un progetto turistico, in una strategia turistica di quel livello, in una visione importante. Prima non l'aveva mai fatto nessuno. L'idea era dare continuità a tutto questo perché abbiamo bisogno di portare investimenti nella nostra città. Ecco, questo percorso non va terminato. Sappiamo quelli che sono i luoghi finanziati, sappiamo che abbiamo una fabbrica del Carnevale che deve essere realizzata, sappiamo che è già finanziato un progetto riguardante Vitruvio, sappiamo che è già finanziato un progetto riguardante l'Ecomuseo del Mare, sappiamo che ci sono strategie importanti messe in campo. Ecco, oggi non possiamo permettere che la nostra città faccia un passo indietro, deve farlo in avanti. Sta al centrodestra a farlo e noi saremo lì attenti a far sì che queste cose vengano realizzate. E nel contempo cercheremo di far capire alla città che serve un progetto come quello che abbiamo portato all'attenzione, il centrosinistra, un progetto nuovo che in futuro possa tornare a governare la città. Grazie a te Lucarelli. Stefania, volevo chiederti se avevi sì. Con te anche 5 Stelle che volevano replicare a... Esattamente, li stiamo... Sì, li stiamo raggiungendo alla sede del PSI, adesso qui è iniziato a fare anche qualche goccia di pioggia e il tempo di arrivare alla sede, ti restituisco la linea e poi nel tempo 5 minuti riprendiamo la linea. Torniamo, va bene? Allora da te tra pochissimo, Simona. Perché abbiamo in linea Domenico Carbone che è il neo sindaco del comune di San Costanzo. Domenico, grazie per averci contattati. Grazie, no, grazie a voi. Noi ancora siamo qui a festeggiare un risultato per noi molto importante. E immagino, ricordiamo intanto a casa, adesso non so se sono i voti che sono arrivati anche lei, io leggo quelli della prefettura, lei è stato premiato da 1532 cittadini e sono insomma quasi il doppio dei voti ottenuti da Milena Volpe, ancora di più rispetto a quelli di Davide Bruscia, eccoli, li vediamo insieme. Un risultato importante, forse anche schiacciante. Come ha preso di questa vittoria? Ci racconti le sue sensazioni? E anche di quello che sta accadendo, appunto, dei festeggiamenti. Cosa vi ha premiati? Per noi è un risultato epocale perché riusciamo a cambiare l'amministrazione dopo tantissimo e quindi è veramente importante. E l'ho vissuto i seggi perché prima ero a Cerasa e dopo, quando abbiamo visto che i risultati erano buoni, ci siamo spostati nel capoluogo e niente, appunto, abbiamo visto i risultati che man mano che passava il tempo miglioravano e di certo è stata una grande emozione. Immagino. Nella lista Direzione Futuro chi c'è? Sì. Chi fa parte di questo gruppo? Fanno parte di questo gruppo giovani, gente, meno giovani, professionisti, gente nuova, politici. Gente nuova, che, no, gente, diciamo che è un progetto che è partito da me e dal consigliere comunale che alle scorse elezioni appunto era con me in consiglio comunale e poi si sono aggiunti molti giovani, persone più grandi, però ecco, una squadra nuova che vuole amministrare il paese in maniera diversa. Io la ringrazio per questo collegamento, la lascio con una domanda: qual è la prima cosa che farà per San Costanzo? Innanzitutto dedicare tutto il tempo possibile perché San Costanzo ha bisogno di un sindaco presente, ha bisogno appunto di impegno e io ce la metto tutta. Quindi attendiamo la nuova giunta e poi forse già da domani insomma inizia il lavoro. No, comincia già da domani perché già ha ricevuto... Stasera si pensa ai festeggiamenti, come giusto che sia. Stasera si festeggia, però da domani si lavora. E lei che non è mai stato qua nei nostri studi, le dico che da settembre, quando ripartirà primo cittadino, poi dovrà venire spesso, insomma, anche per raccontarci i suoi progetti, quello che farà per San Costanzo, per cui l'attendiamo.
Volentieri, va bene. Grazie per questa chiacchierata, buona serata. Grazie mille, a grazie voi. Grazie a lei a e voi. Congratulazioni. Allora, mi dicono che abbiamo pronta l'intervista di Marco Bellucci, segretario del PD, e nel frattempo, insomma, attendiamo anche che Stefania raggiunga la sede tra 5 minuti, ok, e raggiunga anche Pannaroni per la replica a Cristian Fanesi. Quindi vediamo intanto l'intervista che ha realizzato l'Unigro a Bellucci, segretario del PD di Pesaro. Oggi per Pesaro, per il PD qui a Pesaro, una giornata importante, prima Matteo Ricci, adesso Andrea Biancani. Sì, grande soddisfazione, abbiamo valorizzato e confermato due personaggi politici, tra loro anche diversi, vuol dire che il partito riesce a fare una selezione e riusciamo a presentarci alla città in maniera completa e coerente. Avere Matteo a Bruxelles è una grande risorsa, Biancani sicuramente darà concretezza a questa città, a questa amministrazione che già governava bene. Ecco, ecco, c'era un po' di timore nei giorni scorsi a livello locale, questa sfida con Marco Lanzi. Sì, però secondo me più che altro c'era un'aria di tranquillità, di normalità. La dimostrazione sono le tante preferenze dei candidati che appoggiavano Andrea, le varie liste, dove tante persone raccolgono consenso. La dimostrazione che in queste settimane si è lavorato a fianco di Andrea. Andrea ha tirato il gruppo e ognuno ha cercato di fare la sua parte nella tranquillità, nel racconto della buona amministrazione, senza urli, senza strepiti, senza scandali, ma puntando al sodo. Ecco, ecco dunque queste le parole del segretario del PD di Pesaro. E adesso insomma cerchiamo di capire se Stefania è pronta. Mentre vediamo le immagini di Luca Serfilippi, volevo anche ricordarvi le preferenze ottenute nel 2019 dagli assessori uscenti ma anche dagli attuali candidati sindaco. Cristian Fanesi aveva ottenuto 466 preferenze, Samuele Mascarin 519, Barbara Brunori 272, Sara Cucchiarini 322, Cora Fattori 220, Lucarelli 440, Dimitri Tinti 322, Carla Cecchetelli 326, poi Serfilippi che era risultato il più votato 1015, Stefano Marchegiani 257. Questo accadeva nel 2019. Nelle prossime ore, al massimo domani, si sapranno anche con precisione tutte le varie preferenze che hanno ottenuto insomma, in queste due giornate di votazioni tutti i candidati di Luca Serfilippi, che vedo in questo momento con Essere, per cui se riusciamo a ricollegarci con lei. Sì, sì. Puoi passare anche un tuo auricolare a Luca, così riesco anche a interloquire direttamente con lui, soprattutto per congratularmi per questo risultato. Luca, dicevo poco fa, congratulazioni per questo risultato. Devo essere sincera, non so se come tanti altri fanesi mi aspettavo già la vittoria al primo turno, perché insomma si prospettava anche un eventuale ballottaggio. Invece, insomma, i dati, i risultati sì, parlano chiaro, i fanesi hanno deciso di premiarvi e, come dicevi tu prima, proprio di cambiare, di dare una svolta. Sì, il segnale è chiaro. Devo dire che il ballottaggio era un'ipotesi molto realistica, perché essendo due candidati era difficile raggiungere questo grande obiettivo. Però la coalizione unita e il programma chiaro e anche sicuramente il fatto che i fanesi volessero cambiare testimoniano il fatto che siamo riusciti in questa impresa, diciamo, difficile, che abbiamo raggiunto. Giusto per far capire a casa, che cosa succederà nei prossimi giorni? Questa sera è il tempo di festeggiamenti, però ad esempio c'è una data entro la quale la giunta deve essere composta? Commissione segne. Poi abbiamo perso le prime parole per un problema di segnale.
Dicevo che domani ci sarà sicuramente la commissione che validerà i dati. Okay. Poi mercoledì ci sarà il passaggio di consegne e dopodiché è chiaro che prima possibile, però giustamente bisognerà fare tutti gli adempimenti necessari perché ho intenzione di fare una squadra forte, competente e che veramente ribalta questa città. I fanesi ce l'hanno chiesto e ho una grande responsabilità addosso. Abbiamo una grande responsabilità. Lei era ottimista della vittoria al primo turno? Benissimo. Se l'aspettava? Aveva due insomma competitori importanti. Onestamente vedendo i dati alla fine ci fosse stato il botto di ieri sera e anche della lista civica fanno cambia passo e mi hanno fatto dedurre che mano a mano che si scrutinava che ce l'avessimo fatta al primo turno, che riuscivamo in questa impresa al primo turno e poi così è stato. Devo dire Simona che io sono sempre stata qui nella sede della coalizione del centrodestra e c'era un ermetismo, ma sentivo ecco che qualcosa di positivo bolliva in pentola dietro, insomma, con tutta la segreteria e tutti i collaboratori che stavano lavorando per dare dei dati per aspettare insomma l'arrivo di Luca Serfilippi. E così è stato. Adesso siamo curiosi anche di sapere le preferenze date ai singoli candidati per insomma comporre poi la giunta. Lei si soffermerà soltanto sulle preferenze o anche sulle competenze? Sì. Simona, sicuramente valuteremo entrambi, però se posso vorrei ringraziare veramente di cuore i fanesi perché hanno dato una grande prova di orgoglio. Oggi abbiamo scritto una pagina di storia, non era scontato questo risultato al primo turno, quindi significa che abbiamo e ho una grande responsabilità verso i fanesi. Questo l'ho percepito dal primo giorno di campagna elettorale in cui in tanti mi chiedevano di fare il candidato sindaco. Ho accettato questa sfida perché i partiti erano uniti e sono sempre stati uniti, devo ringraziare tutti i candidati adesso a dire le preferenze che otterranno perché c'è stato un grande lavoro di squadra e la squadra fa sempre la differenza, io l'ho vissuta. Sono d'accordo, sempre, in qualsiasi situazione. Visto. Grazie Luca per questo collegamento, grazie mille, buona serata, ci riaggiorneremo prestissimo, magari anche domani, non so se farà una conferenza stampa per insomma raccontare anche un po' quello che è successo. Ci aggiorniamo nelle prossime ore. Perfetto. Sicuramente dormirò poche ore questa notte. Grazie. Sicuramente domani il nuovo sindaco si riposerà. No, sono già riposato. Mi è passata questa mezzogiornata stamattina. Sappiamo che non c'è tempo da perdere. Quindi però domani morto. Sicuramente andrò a fargli visita perché necessitano di un indagaggio importante, urgente e la marineria è molto importante come tanti settori economici della nostra città che devono essere ascoltati ma che hanno bisogno di risposte importanti. Grazie, grazie mille Luca, grazie Dester. Ora aggiornatemi in regia, se non abbiamo altro ci fermiamo per montare insomma tutto il materiale che abbiamo raccolto e ritornare in diretta alle 20.30. Ok, quindi per la replica, giusto. Grazie ancora Luca Serfilippi, grazie per questo collegamento e complimenti. Tocca a noi. Eccoci qua. Stefania, siamo da te. Sì, siamo, mi senti? Sì, Simona, sta continuando la maratona tra le varie sedi dei partiti. Adesso siamo di nuovo qui al PSI con Francesco Panaroni che vuole replicare a Cristian Panetti. Ecco, Cristian diceva di questa campagna elettorale aggressiva, è così? Allora Simone, intanto volevo fare complimenti a Luca Serfilippi, nell'attesa che sia ufficializzata la sua vittoria, gli auguro buon lavoro. Questa sconfitta noi ce ne assumiamo assolutamente la responsabilità per quello che è la nostra parte, non accettiamo però assolutamente dal centro-sinistra, la Fanesi in particolare, che ci hanno riferito, che accusa noi di aver fatto una sorta di complotto per fregare, tra virgolette, Cristian Fanesi. Forse dovrebbe fare un esame di coscienza e guardare all'interno del suo partito e rendersi conto che forse è stato immolato lui su questo altare della consegna della destra, della sinistra nei confronti della destra, perché sono 5 anni che attuano delle politiche fatte apposta per fare in modo tale che i cittadini non ti riconfermano. Cristian Fanesi era l'emblema delle cose più brutte fatte da questa giunta uscente. Ci sono state anche delle cose positive, ma Cristian Fanesi impersonava le cose più brutte fatte da questa giunta uscente. Noi l'abbiamo detto pubblicamente. Abbiamo perso, abbiamo avuto un brutto risultato, vuol dire che i fanesi hanno premiato la voglia di cambiamento e facciamo davvero
un grosso in bocca al lupo a Luca Sirfilippi per buon lavoro. Noi in Consiglio Comunale, chi andrà di noi non si sa ancora, sicuramente farà il proprio dovere. Lo faremo sempre con responsabilità, ma non accettiamo accuse di nessuno. Noi non scarichiamo la colpa di questa sconfitta a Tizio, Caio e Sempronio, però ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Noi ce le assumiamo e non accettiamo assolutamente che Fanesi o il PD, piuttosto che fare un esame di coscienza, che è ora passata, che se lo facciano anche loro, accusano noi di esserci messi d'accordo con il centrodestra per farlo perdere. Fantascienza, però purtroppo questa è la realtà del PD Fanese. Insomma, dobbiamo dire che in questi anni voi avete fatto una bella opposizione, quindi continuerete in questo lavoro? Diciamo che siamo abituati, Simone. Sì, la nostra opposizione non è mai per concetta, ma è sempre sui temi e sugli argomenti, indipendentemente da chi è al governo della città. Se si può fare, se si possono fare delle cose assieme, diamo una mano ed aiutiamo. Quando ci sono delle cose che non vanno bene, in accordo con i cittadini, con chi rappresentiamo, con chi ha voglia di fare delle cose che possano migliorare la nostra città, in Consiglio Comunale non faremo mai sconti a nessuno. Quello che dispiace, Simone, è questo clima dell'oddio di chi è la colpa, di chi è la colpa di questa sconfitta, e ora che ognuno, anche noi, si faccia un bel esame di coscienza. Simona, ti restituisco la linea, adesso stiamo sondando un po' la situazione per vedere l'humor cittadino e ci riaggiorniamo più tardi, assolutamente sì. Grazie a te, grazie anche a Panaroni. Noi ci fermiamo per il tempo tecnico di preparare il nostro telegiornale. Prima di chiudere questa prima parte della lunga maratona, ci tengo tantissimo a, perché sennò non ho mai l'occasione. Un attimo Marco, il collegamento telefonico. Ok, ci fermiamo. Marco? Cioè mi blocco io, hai degli aggiornamenti da darci? Stiamo aspettando Matteo Ricci, che probabilmente interverrà ai nostri microfoni, però non abbiamo certezza, quindi... Facciamo così, eventualmente la registrate, perché noi dobbiamo fermarci un attimo, la registrate e poi la facciamo vedere nel corso del telegiornale delle 20:30. Va bene. Grazie mille, grazie anche a te Stefano per il lavoro che state facendo, alle due squadre che abbiamo, a tutte le persone che sono in regia, alla sala montaggio. Ricontinueremo questa sera a parlarvi di tutto quello che sta accadendo, vi riproporremo delle interviste, ne abbiamo già tante altre da farvi ascoltare. Dicevo, vorrei chiudere questa prima parte della maratona salutando il signor Gianni e la signora Marta, perché sono dei nostri fedeli telespettatori, ci tengo tantissimo, ma anche a fare gli auguri a mia mamma Loretta, perché oggi per cause di forza maggiore non posso essere lì con lei a festeggiarla. Quindi ci ritroviamo più tardi a Occhio alla Notizia alle 20:30 in diretta tra poco.